Il alle calcagna «Tutto sommato non è stato uno dei compleanni migliori di Ron», commentò Fred. «Era sera. L'infermeria era tranquilla, le tende tirate, le lampade accese. Il letto di Ron era il solo occupato. Harry, Hermione e Ginny erano seduti attorno a lui. Avevano aspettato tutto il giorno fuori dalla porta doppia, cercando di guardare dentro tutte le volte che qualcuno entrava o usciva». Madame Pomfrey li aveva lasciati passare solo alle otto. Fred e George erano arrivati dieci minuti dopo. Non era così che avevamo immaginato di darti il nostro regalo, disse George Cupo, posando un grosso pacco sul comodino di Ron e sedendosi vicino a Ginny. Sì, quando ci figuravamo la scena, lui non era svenuto, aggiunse Fred. E noi eravamo a Ogsmead ad aspettarlo per fargli una sorpresa, proseguì George. Eravate a Ogsmead? chiese Ginny alzando lo sguardo. Stavamo pensando di comprare Zonco, spiegò Fred malinconico. Una filiale a Oxmith, capisci? Ma sai che bell'affare se voi non avete più il permesso di uscire nei fine settimana per comprare la nostra roba? Comunque, adesso non importa. Spostò una sedia vicino a Harry e guardò il volto pallido di Ron. Come è andata esattamente Harry? Harry raccontò di nuovo la storia che aveva già riferito almeno cento volte a Silente, alla McGonagall a Madame Pomfrey, a Hermione e a Ginny. E poi gli ho ficcato in gola il besoar e ha cominciato a respirare un po' meglio. L'umacorno è corso a cercare aiuto. La McGonagall e Madame Pomfrey sono venute subito e hanno portato Ron quassù. Dicono che si rimetterà. Madame Pomfrey ritiene che dovrà stare qui una settimana. Continuare a prendere l'essenza di luta? Accidenti! Meno male che hai pensato a un besoar!» mormorò George. Meno male che ce n'era uno nella stanza, ribatté Harry, rabbrividendo ancora al pensiero di che cosa sarebbe successo se non fosse riuscito a mettere le mani sulla pietruzza. Ermione tirò su col naso, in modo quasi impercettibile. Era stata straordinariamente zitta per tutto il giorno. Dopo essersi precipitata pallidissima da Harry fuori dall'infermeria e aver chiesto notizie, non aveva quasi preso parte alla discussione ossessiva tra Harry e Ginny su come Ron era stato avvelenato, ma era rimasta accanto a loro, a denti stretti e con la paura sul viso, finché non li avevano fatti entrare. Mamma e papà lo sanno, chiese Fred a Ginny. L'hanno già visto, sono arrivati un'ora fa, adesso sono nell'ufficio di silente, ma torneranno presto. Ci fu una pausa, e tutti guardarono Ron che borbottava qualcosa nel sonno. Quindi il veleno era nel liquore? domandò Fred piano. Sì, rispose subito Harry. Non riusciva a pensare ad altro, e fu lieto di ricominciare a parlarne. L'Umacorno l'ha versato. Avrebbe potuto mettere qualcosa nel bicchiere di Ron senza che tu lo vedessi? Probabilmente, convenne Harry. Ma perché l'Umacorno dovrebbe voler avvelenare Ron? Non ne ho idea, ribatté Fred accigliato. Non credi che potrebbe aver confuso i bicchieri per errore, con l'intenzione di avvelenare te? Perché l'Umacorno dovrebbe voler avvelenare Harry? domandò Ginny. Non lo so, rispose Fred, ma ci deve essere un mucchio di gente che vorrebbe avvelenare Harry, no? Il prescelto e tutto il resto. Quindi tu pensi che l'Umacorno sia un mangiamorte? chiese Ginny. Tutto è possibile, mormorò Fred Cupo. Potrebbe essere sotto la maledizione Imperius, suggerì George. O potrebbe essere innocente, aggiunse Ginny. Il veleno avrebbe potuto trovarsi nella bottiglia. In quel caso probabilmente era destinato allo stesso Lumacorno. Chi può voler uccidere Lumacorno? Silente pensa che Voldemort lo volesse dalla sua parte, spiegò Harry. Lumacorno si è nascosto per un anno prima di venire a Hogwarts e pensò al ricordo che Silente non era ancora riuscito a estrarre. E forse Voldemort vuole toglierlo di mezzo, forse crede che possa essere prezioso per Silente. Ma tu hai detto che Lumacorno voleva regalare quella bottiglia a Silente per Natale, gli lamentò Ginny. Quindi magari il colpevole voleva uccidere Silente. Allora lo conosceva bene l'Ubacordo. Intervenne Hermione per la prima volta dopo ore, con la voce di chi è molto raffreddato. Chiunque conosca l'Ubacordo Avrebbe saputo che c'erano buone probabilità che si tedesse una cosa così ghiotta per sé. Er. mo. ne. gracchiò Ron inaspettatamente. Tacquero tutti, osservandolo preoccupati, ma dopo aver borbottato cose incomprensibili, cominciò a russare. Le porte dell'infermeria si spalancarono, facendoli tutti sobbalzare, e Hagrid venne verso di loro a grandi passi, i capelli coperti di goccioline di pioggia, la pelliccia d'orso svolazzante, una balestra in mano, lasciando sul pavimento una striscia di orme fangose, grandi come delfini. Sono stato nella foresta tutto il giorno, esclamò ansante. Aragog sta peggio. Sono andato a leggerci delle storie. Sono venuto su solo adesso per la cena, e la professoressa Sprout mi ha detto di Ron. Come sta? Non male, rispose Harry. Dicono che si rimetterà. Non più di sei visitatori alla volta, gli sgridò Madame Pomfrey, uscendo di corsa dal suo ufficio. Siamo in sei con Hagrid, le fece osservare George. Ah? Già? Osservò Madame Pomfrey che data la mole di Hagrid doveva averlo scambiato per più persone. Per nascondere l'imbarazzo, corse a ripulire le orme di fango con la bacchetta. Non ci credo, mormorò Hagrid con voce roca, guardando Ron e scuotendo il testone arruffato. Non posso crederci, ma guardalo, lì steso! Chi è che vuole farci del male, eh? Ne stavamo proprio parlando, rispose Harry. Non lo sappiamo. Qualcuno magari ce l'ha con la squadra di Quidditch di Grifondoro?, suggerì Hagrid preoccupato. Prima Katie, adesso Ron. Non riesco a immaginare nessuno che cerchi di far fuori un'intera squadra di Quidditch, dichiarò George. Wood avrebbe ammazzato i Serpeverde se fosse riuscito a farla franca, ammise Fred con onestà. Beh, non credo che sia il Quidditch, ma penso che ci sia un nesso fra le due aggressioni, mormorò Hermione. Che cosa te lo fa pensare? Beh, Intanto avrebbero dovuto tutte e due essere letali, e non lo sono state per pura fortuna. E poi né il veleno né la collana sembrano aver raggiunto la persona che doveva essere uccisa. Naturalmente, aggiunse meditabonda, questo rende il colpevole ancor più pericoloso, in un certo senso, perché sembra che non gli importi quanta gente fa fuori prima di colpire il bersaglio. Prima che qualcuno potesse obiettare a questa sinistra affermazione, le porte si aprirono di nuovo e i signori Weasley avanzarono lungo la corsia. Durante la prima visita si erano solo accertati che Ron si sarebbe completamente ripreso. Ora la signora Weasley afferrò Harry e lo abbracciò forte. Silente ci ha raccontato che l'hai salvato col meso Arr! si inghiozzò. Oh, Harry, che cosa possiamo dire? Hai salvato Ginny, hai salvato Arthur, adesso hai salvato Ron. Ma no, io non ho, balbettò Harry imbarazzato. Metà della nostra famiglia ti deve la vita, adesso che ci penso. Il signor Weasley aveva la voce soffocata dall'emozione. Beh, posso dire solo che è stato un giorno fortunato per i Weasley, quando Ron ha deciso di sedersi nel tuo scompartimento sull'Hogwarts Express, Harry. Harry non riuscì a pensare a una risposta e fu quasi felice quando Madame Pomfrey ricordò di nuovo che erano ammessi solo sei visitatori alla volta. Lui e Hermione si alzarono subito e Agrid li seguì, lasciando Ron con la sua famiglia. È terribile! ringhiò Agrid dietro la barba mentre ripercorrevano il corridoio fino alla scalinata di marmo. Tutta questa nuova vigilanza e i ragazzi continuano ad avere incidenti. Silente è preoccupato da bestia. Non è che ne parla molto, ma io lo capisco. Non ha alcuna idea, Agrid? chiese Hermione disperata. «Penso che ha cento e cento idee, con un cervello come il suo», rispose Hagrid con fermezza. «Ma non sa chi ha mandato la collana e nemmeno chi ha messo il veleno in quel liquore, se no li avevano già presi, no? Quello che a me mi preoccupa», proseguì a bassa voce e guardandosi indietro. Harry, per sicurezza, controllò che non ci fosse Peeves sul soffitto. è quanto tempo Hogwarts può stare aperta se c'è qualcuno che ce l'ha con i ragazzi?» È la stessa storia della Camera dei Segreti, no? Ci sarà panico, altri genitori che ritirano i ragazzi. E in un baleno, quelli del Consiglio. Agrid tacque al passaggio del fantasma di una donna coi capelli lunghi, che li superò svolazzando tranquillamente, poi riprese in un roco sussurro: Il Consiglio vorrà chiuderci per sempre? Ma non è possibile! mormorò Ermione preoccupata. Devi metterti nelle loro teste continuò Hagrid grave. «Cioè, è sempre stato un po' un rischio mandare i ragazzi a Hogwarts, no? Degli incidenti te li aspetti, no? Con centinaia di maghi minorenni tutti chiusi insieme. Però, tentato omicidio è diverso. Sfido che Silente arrabbiato con P...» Hagrid si bloccò, con un'espressione colpevole su quel che si vedeva della sua faccia, sopra la nera barba aggrovigliata. «Cosa?» incalzò Harry. «Silente arrabbiato con Piton?» «Io non ho mai detto questo!» rispose Hagrid, ampiamente tradito dal panico. «Ma guarda un po' l'ora! È quasi mezzanotte e io devo proprio...» «Hagrid, perché Silente è arrabbiato con Piton?» chiese Harry ad alta voce. Sss! lo zittì Hagrid, nervoso e arrabbiato insieme. «Non gridare così, Harry! Vuoi farmi perdere il posto? Non che ti importa, vero? Ora che hai mollato cura delle creatù, non cercare di farmi sentire in colpa, non funziona!» Lo interruppe Harry con foga. Che cosa ha combinato Piton? Non lo so, Harry. Non dovevo nemmeno sentirla, quella roba lì. Io. Beh, io venivo fuori dalla foresta l'altra sera e li ho sentiti che parlavano. Beh, veramente litigavano. Non volevo attirare l'attenzione, allora mi sono nascosto e ho provato a non ascoltare. Ma non era mica tanto facile. Era una. Beh, una discussione di quelle toste. Allora lo incalzò Harry mentre Hagrid scalpicciava imbarazzato. Allora ho solo sentito Piton che diceva che silente dà tutto per scontato e che forse lui, Piton, non voleva farlo più. Fare cosa? Non lo so, Harry, era come se Piton era un po' stressato dal lavoro, ecco. Comunque silente ci ha detto chiaro e tondo che aveva accettato di farlo e basta. È stato molto deciso. E poi ha detto qualcosa di Piton, che doveva fare delle indagini nella sua casa, Serpe Verde. Beh, non c'è mica niente di strano in questo, aggiunse in fretta, quando Harry e Ermione si scambiarono sguardi eloquenti. Tutti i direttori delle case hanno dovuto indagare sulla storia della collana. Sì, ma Silente non litiga con gli altri tre, no? osservò Harry. Senti, Agrid a disagio torse fra le mani la balestra, che si spezzò in due con uno schiocco sonoro. Lo so come la pensi su Piton, Harry, e non voglio che vedi in questa faccenda più di quello che c'è, davvero. Attenti, disse Ermione. Si voltarono appena in tempo per vedere l'ombra di Argus Filch incombere sulla parete alle loro spalle, prima che il custode in persona voltasse l'angolo, ingobbito, le guance tremolanti. Oh, ansimò. Fuori dal letto così tardi. Questa è punizione. No che non lo è, Filch, rispose Agrid asciutto. Sono con me, no? E che differenza fa? chiese l'altro in tono sgradevole. Sono un insegnante, razza di uno spione, magonò! no, esclamò Agrid, infiammandosi. Si udì un fastidioso sibilo, mentre Filch si gonfiava di rabbia. Mrs. Norris era arrivata non vista e si insinuò tra le sue magre caviglie. Andate! borbottò Agrid da un angolo della bocca. Harry non se lo fece dire due volte. Sia lui che Hermione corsero via e le voci di Agrid e Filch echeggiarono dietro di loro. Oltrepassarono Peeves vicino alla svolta per la torre di Grifondoro, ma il poltergeist filava allegramente verso la fonte delle urla, ridacchiando e gridando: Quando sei in lite, quando hai dei guai, se chiami Peeves li raddoppierai! La signora grassa russava e non fu contenta di essere svegliata, ma si spalancò controvoglia sulla sala comune, che grazie al cielo era tranquilla e vuota. A quanto pareva, nessuno aveva ancora saputo di Ron. Harry ne fu molto sollevato, quel giorno era già stato interrogato abbastanza. Ermione gli augurò la buonanotte e si avviò verso il dormitorio delle ragazze. Lui però indugiò, sedette vicino al fuoco e contemplò le braci morenti. E così Silente aveva litigato con Piton. Nonostante tutto quello che aveva detto a Harry, nonostante insistesse a fidarsi ciecamente di Piton, aveva perso le staffe con lui. Pensava che non avesse indagato abbastanza a fondo tra i serpeverde o su un solo serpeverde. Malfoy Forse Silente non voleva che Harry facesse qualcosa di stupido o che prendesse l'iniziativa, e per questo aveva finto che non ci fosse nulla di fondato nei suoi sospetti. Probabile. O forse desiderava che nulla distraesse Harry dalle loro lezioni o dalla missione con Lumacorno. Forse non riteneva giusto confidare i propri sospetti sugli insegnanti a un sedicenne. Eccoti, Potter. Harry balzò in piedi, spaventato, la bacchetta pronta. Era convinto che la sala comune fosse vuota. Non era preparato a vedere una sagoma massiccia alzarsi da una poltrona. Uno sguardo più attento gli rivelò Cormac McLaggen. Ti stavo aspettando, esordì McLaggen, ignorando la bacchetta sfoderata di Harry. Devo essermi addormentato. Senti, ho visto che portavano Weasley in infermeria. Non sembrava in forma per la partita della prossima settimana. Ci vollero alcuni istanti prima che Harry capisse di cosa stava parlando McLaggen. Ah, già. Il Quidditch, mormorò, riponendo la bacchetta nella cintura dei jeans e passandosi stancamente una mano tra i capelli. Già, potrebbe non farcela. Beh, allora sarò io il portiere, no? chiese McLaggen. Sì, rispose Harry. Sì, direi di sì. Non riuscì a pensare a niente in contrario. Dopotutto McLaggen era risultato secondo alle selezioni. Ottimo, dichiarò McLaggen soddisfatto. Allora, quando sono gli allenamenti? Cosa? Ah, oh, ce n'è uno domani sera. Bene, senti Potter, prima dovremmo fare due chiacchiere. Ho degli schemi che potresti trovare interessanti. D'accordo, fece Harry senza entusiasmo. Beh, li ascolterò domani. Adesso sono stanco. Ci vediamo. La notizia dell'avvelenamento di Ron si diffuse in fretta il giorno dopo, ma non provocò lo scalpore suscitato dall'attacco a Katie. Tutti sembravano pensare che fosse stato un incidente, visto che in quel momento Ron si trovava nella stanza dell'insegnante di Pozioni, e siccome gli era stato somministrato un antidoto sul posto, non era successo niente di grave. In effetti i Grifondoro erano molto più interessati alla partita di Quidditch contro Tassofrasso. Molti di loro volevano vedere Zacharias Smith, che era il cacciatore avversario, ricevere la meritata punizione per i suoi commenti durante la partita inaugurale. Harry, tuttavia, non era mai stato meno interessato al Quidditch. Era ossessionato da Draco Malfoy. Continuava a controllare la mappa del malandrino appena poteva e a volte andava dove si trovava Malfoy, ma non l'aveva ancora sorpreso a combinare qualcosa di strano. E c'erano sempre quei momenti inesplicabili in cui Malfoy svaniva dalla mappa. Harry però non ebbe molto tempo per meditare sull'argomento, tra gli allenamenti di Quindici, i compiti e il continuo pedinamento di Cormac McLaggen e la Vanda Brown non riusciva a decidere chi dei due fosse più irritante. McLaggen continuava a insistere che sarebbe stato un portiere migliore di Ron e vedendolo giocare regolarmente anche Harry se ne sarebbe convinto. Per di più era pronto a criticare gli altri giocatori e a fornire a Harry dettagliati schemi d'allenamento, tanto che più di una volta Harry fu costretto a ricordargli chi era il capitano. Nel frattempo, la Wanda si avvicinava furtiva a Harry per parlare di Ron, cosa che Harry trovava quasi altrettanto estenuante delle conferenze sul Quidditch di McLaggen. All'inizio era molto seccata perché nessuno aveva pensato di dirle che Ron era in infermeria. Insomma, sono la sua ragazza! Ma purtroppo aveva deciso di perdonare a Harry questa dimenticanza ed era ansiosa di discutere con lui dei sentimenti di Ron. Un'esperienza spiacevolissima, che Harry avrebbe volentieri evitato. Senti, perché non lo chiedi a lui? Le disse dopo un interrogatorio particolarmente lungo, che andava da cosa Ron aveva detto di preciso sui suoi vestiti nuovi, a cosa Harry pensava della loro relazione. Era o no una cosa seria? Beh, lo farei, ma quando vado a trovarlo è sempre addormentato, rispose la Vanda irritata. Davvero? chiese Harry sorpreso, perché tutte le volte che era andato in infermeria aveva trovato Ron sveglissimo, molto interessato alla lite fra Silente e Piton e altrettanto desideroso di insultare McLaggen. «Ermione Granger continua ad andare a trovarlo?» domandò Lavanda all'improvviso. «Sì, credo di sì. Beh, sono amici, no?» rispose Harry a disagio. «Amici, non farmi ridere!» Non gli ha rivolto la parola per settimane dopo che lui ha cominciato a uscire con me, ma immagino che voglia fare la pace, adesso che è così interessante. Essere avvelenato, secondo te, è interessante. Comunque, mi spiace, devo andare. Sta arrivando McLaggen per parlare di Quidditch. E sfrecciò dentro una porta mascherata da muro e corse giù per la scorciatoia, verso l'aula di pozioni, dove grazie al cielo né la Wanda né McLaggen potevano seguirlo la mattina della partita di Quidditch contro Tassofrasso, Harry fece un salto in infermeria prima di scendere in campo. Ron era molto agitato. Madame Pomfrey non gli voleva dare il permesso di vedere l'incontro, pensando che l'avrebbe sovreccitato. «Allora, come va, McLaggen?» chiese Harry nervosamente, dimenticando di averlo già chiesto due volte. «Te l'ho detto!» gli rispose Harry con pazienza. Anche se fosse un fuoriclasse, non vorrei averlo in squadra comunque. Dice sempre a tutti cosa fare. Crede di poter giocare in qualunque ruolo meglio di noi. Non vedo l'ora di liberarmene. E a proposito, aggiunse, alzandosi e prendendo la sua firebolt, vuoi smetterla di far finta di dormire quando la banda viene a trovarti? Anche lei mi sta facendo impazzire. Oh, fece Ron impacciato. Sì, d'accordo. Se non vuoi più uscire con lei, diglielo e basta, insistette Harry. Sì, beh, non è così facile, no? obiettò Ron. Tacque un momento. Ermione viene qui prima della partita? aggiunse con noncuranza. No, è già scesa al campo con Ginny. Oh, rispose Ron rattristato. Bene. Beh, buona fortuna. Spero che tu dia una bella batosta a McLag, eh, voglio dire a Smith. Ci proverò, disse Harry, mettendosi la scopa in spalla. Ci vediamo dopo. Corse giù lungo i corridoi deserti. Tutta la scuola era fuori, o nello stadio, o per strada. Harry lanciò un'occhiata dalle finestre, cercando di stimare la forza del vento, quando un rumore davanti a sé lo costrinse a spostare lo sguardo. Malfoy avanzava verso di lui, accompagnato da due ragazze, tutte e due imbronciate e rabbiose. Malfoy si bloccò alla vista di Harry, poi scoppiò in una breve risata tetra e continuò a camminare. Dove vai? gli chiese Harry. Già, e lo vengo a dire a te, perché sono affari tuoi, Potter, lo schernì Malfoy beffardo. È meglio che ti sbrighi, saranno tutti lì ad aspettare il capitano prescelto, il ragazzo che segnò, o come diavolo ti chiamano adesso. Una delle ragazze scoppiò in una risatina poco convinta. Harry la fissò, lei arrossì. Malfoy spinse da parte Harry e lei e la sua amica lo seguirono trotterellando, voltarono l'angolo e sparirono. Harry li guardò andarsene. Era esasperante. Già ce l'avrebbe fatta solo per un soffio ad arrivare puntuale in campo, ed ecco che Malfoy si aggirava furtivo, quando il resto della scuola era assente l'occasione migliore per scoprire che cosa stava combinando. Istanti silenziosi scorsero via. Harry rimase dov'era, paralizzato, fissando il vuoto. «Dove sei stato?» gli chiese Ginny quando sfrecciò nello spogliatoio. Tutta la squadra era vestita e pronta. Coot e Pix, i battitori, si sbatacchiavano nervosamente le mazze contro le gambe. «Ho incontrato Malfoy!» mormorò Harry, infilandosi per la testa la divisa scarlatta. «E allora?» E allora volevo sapere come mai lui è su al castello con un paio di ragazze mentre tutti gli altri sono quaggiù. È importante in questo momento? Beh, tanto non posso scoprirlo, no? ribatté Harry. Afferrò la firebolt e si aggiustò gli occhiali. Andiamo su! E senza dire altro uscì in campo, accolto da grida e fischi assordanti. C'era poco vento, tra le nuvole irregolari ogni tanto sbucavano lampi accecanti di sole. Tempo rischioso! commentò McLaggen rivolto alla squadra. Coot, Peaks, volate contro sole, così non vi vedranno arrivare. Sono io il capitano, McLaggen. Piantala di dare ordini», sbottò Harry furente, «e vai su agli anelli». Quando McLaggen fu lontano, Harry si rivolse a Coot e Peaks. «Comunque, volate contro sole», disse a malincuore. Strinse la mano al capitano di Tassofrasso e poi al fischio di Madame Huch, si alzò in aria, più in alto del resto della squadra, e filò per il campo in cerca del boccino. Se fosse riuscito a prenderlo subito, c'era una probabilità di riuscire a tornare al castello, tirar fuori la mappa del malandrino e scoprire che cosa stava facendo Malfoy. «Ecco Smith di tassofrasso con la pluffa!» una voce sognante echeggiò sul campo. «La volta scorsa era lui a fare la cronaca, e Ginny Weasley l'ha travolto, credo apposta, o almeno così pareva». Smith è stato piuttosto insolente con Grifondoro, immagino che se ne penta adesso che sta giocando contro di loro. Oh, guardate, ha perso la pluffa, Ginny gliel'ha presa. Lei mi piace, è molto carina. Harry guardò il podio del cronista. Nessuno con la testa a posto avrebbe permesso a Luna Lovegood di fare la cronaca, ma anche da lassù i lunghi capelli biondo sporco e la collana di tappi di burro birra erano inconfondibili. Accanto a Luna, la professoressa McGonagall sembrava un po' a disagio, come se in effetti avesse dei ripensamenti. «Ma ora quel giocatore grosso di tassofrasso le ha tolto la pluffa. Non mi ricordo come si chiama. Qualcosa come Bibble... Eh, no, eh, Baggins... È eh. Cadwallader!» urlò la professoressa McGonagall. La folla rise. Harry si guardò intorno. Nessuna traccia del boccino. Qualche istante dopo, Cadwallader segnò. McLaggen stava apostrofando Ginny perché si era lasciata sfuggire la pluffa, col risultato che non aveva notato la grossa palla rossa che gli planava oltre l'orecchio destro. «McLaggen, vuoi stare attento a quello che dovresti fare e lasciare in pace gli altri?» urlò Harry, volteggiando di fronte a lui. «Senti chi parla!» strillò in risposta McLaggen, rosso e furente. Ed ecco che Harry Potter discute con il suo portiere, commentò Luna soave, mentre sia i tassofrasso che i serpeverde sugli spalti esultavano e ridacchiavano. Non credo che questo lo aiuterà a trovare il boccino, ma forse è un astuto stratagemma. Imprecando, Harry fece dietro front e si levò di nuovo sul campo, scrutando il cielo in cerca della pallina alata. Ginny e D'Emelsa segnarono una rete a testa, dando ai tifosi rossi e oro qualcosa di cui rallegrarsi. Poi Cadwallader pareggiò, ma Luna parve non averlo notato. Era disinteressata a quisquiglie come il punteggio e continuava ad attirare l'attenzione su nuvole dalla forma interessante o sulla possibilità che Zacharias Smith, che fino a quel momento non era riuscito a tenere la pluffa per più di un minuto, soffrisse di una sindrome chiamata broccopatia. "70 a 40 per tasso frasso", abbaiò la professoressa McGonagall nel megafono di Luna. Di già? domandò Luna distrattamente. «Oh, guardate, il portiere di Grifondoro si è impadronito di una delle mazze da battitore!» Harry si voltò a mezz'aria. Proprio così. McLaggen, per ragioni note solo a lui, aveva strappato la mazza a Pix e gli stava mostrando come colpire Cadwallader con un bolide. «Vuoi ridargli la sua mazza e tornare agli anelli?» ruggì Harry e si precipitò verso McLaggen proprio mentre sferrava un colpo violento al bolide e lo mancava un dolore accecante, nauseante, un lampo di luce, urla remote e la sensazione di cadere in un profondo tunnel. Harry si ritrovò in un letto caldo e comodo, a fissare una lampada che gettava un cerchio di luce dorata su un soffitto denso di ombre. Alzò la testa con cautela. Alla sua sinistra c'era una persona dall'aria familiare, un tipo lentiginoso coi capelli rossi. Carino da parte tua fare un salto qui. Lo accolse Ron con un gran sorriso. Harry batté le palpebre e si guardò intorno. Ma certo, era in infermeria. Il cielo fuori era color indaco, striato di cremisi. La partita doveva essere finita da ore, come ogni speranza di sorprendere Malfoy. Harry aveva la testa stranamente appesantita, alzò una mano e tastò un rigido turbante di bende. Che cosa è successo? Frattura cranica rispose Madame Pomfrey arrivando in fretta e sospingendolo di nuovo contro i cuscini. Niente di grave, l'ho sistemata subito, ma ti tengo qui stanotte. Non dovresti fare sforzi eccessivi per qualche ora. Non voglio restare qui per la notte, sbottò Harry alzandosi a sedere e gettando indietro le coperte. Voglio trovare McLaggen e ucciderlo. Mi spiace, ma temo che rientri nella definizione di sforzi eccessivi, rispose Madame Pomfrey. Lo spinse di nuovo sul letto e alzò la bacchetta minacciosa. «Tu rimani qui finché non ti rimetto, Potter, o chiamo il preside!» Tornò nel suo ufficio. Harry ricadde sui cuscini, fumante di rabbia. «Tu sai di quanto abbiamo perso?» chiese a Ron a denti stretti. «Beh, veramente sì», rispose Ron con tono di scusa. «Il punteggio finale è stato di 320 a 60». «Fantastico!» ringhiò Harry. «Quando acchiappo McLaggen...» «Non ti conviene acchiapparlo. È grosso come un troll», osservò Ron ragionevole. «Penso che quella fattura del principe, quella delle unghie dei piedi, sarebbe un'ottima soluzione. Ma può darsi che il resto della squadra lo sistemi prima che tu esca di qui. Non sono molto contenti». Nella voce di Ron c'era una nota di gioia repressa a stento. Era chiaramente esaltato dal fatto che McLaggen avesse combinato quel pasticcio. Harry giacque nel letto, fissando la macchia di luce sul soffitto. Il cranio appena riparato non gli faceva proprio male, ma lo sentiva un po' fragile sotto tutte quelle bende. Ho sentito la cronaca da qui, continuò Ron, ora scosso dalle risate. Spero che la faccia sempre luna d'ora in poi. La broccopatia! Ma Harry era ancora troppo arrabbiato per vedere il lato divertente della situazione, e dopo un po' gli sbuffi di Ron si calmarono. Ginny è passata a trovarti mentre eri svenuto riprese dopo una lunga pausa, e l'immaginazione di Harry schizzò a velocità stellare, edificando una scena in cui Ginny, in lacrime sul suo corpo esanime, confessava il profondo sentimento che provava per lui, mentre Ron impartiva la sua benedizione. Dice che sei arrivato appena in tempo. Come mai? Sei uscito di qui abbastanza presto. Oh, fece Harry, intanto che la scena nella sua mente implodeva. Sì, beh... Ho visto Malfoy aggirarsi con due ragazze che non sembravano aver voglia di stare con lui. Ed è la seconda volta che non viene al campo di Quidditch con il resto della scuola. Ha saltato anche l'ultima partita, ti ricordi? Harry sospirò. Vorrei averlo seguito adesso. L'incontro è stato un tale disastro. Non dire sciocchezze, lo interruppe Ron aspro. Non potevi saltare la partita solo per seguire Malfoy. Sei il capitano. Voglio sapere che cosa hai in mente rispose Harry, «e non dirmi che mi sto inventando tutto, non dopo quello che gli ho sentito dire a Piton». «Non ho mai detto che ti sta inventando tutto», precisò Ron, puntellandosi su un gomito e guardando Harry accigliato. «Ma non esiste una regola per cui solo una persona alla volta può tramare qualcosa in questo posto. Malfoy sta diventando un'ossessione, Harry. Insomma, pensare di saltare la partita solo per seguirlo. Voglio prenderlo con le mani nel sacco», esclamò Harry frustrato. Voglio dire, dove va quando scompare dalla mappa? Non saprei. A Oxmid suggerì Ron sbadigliando. Non l'ho mai visto percorrere nessuno dei passaggi segreti e credevo che adesso fossero sorvegliati. Beh, allora non lo so, concluse Ron. Cadde il silenzio. Harry fissò il cerchio di luce, riflettendo. Se solo avesse avuto i poteri di Rufus Scrimgeour, avrebbe potuto far pedinare Malfoy, ma purtroppo non aveva un ufficio pieno di auror ai suoi ordini. Pensò di sfuggita di usare l'ess per mettere in piedi qualcosa, ma l'assenza dei ragazzi dalle lezioni sarebbe stata notata. Quasi tutti del resto avevano ancora l'orario pieno. Un sonoro russare si levò dal letto di Ron. Dopo un po', Madame Pomfrey uscì dal suo ufficio, avvolta in una pesante vestaglia. La cosa più semplice era fingere di dormire. Harry si rotolò sul fianco e ascoltò le tende chiudersi ai suoi colpi di bacchetta. Le luci si abbassarono e lei tornò nell'ufficio. Harry sentì la porta scattare e capì che stava andando a letto. Al buio Harry pensò che era la terza volta che finiva in infermeria per una ferita da quidditch. Al terzo anno era caduto dalla scopa per la presenza dei dissennatori attorno al campo e prima ancora tutte le ossa gli erano state rimosse dal braccio da quella frana del professor Lockhart. Quello era stato l'infortunio più doloroso finora. Ricordava il tormento di far ricrescere una manciata di ossa in una sola notte, un disagio non alleviato da una visita inaspettata nel cuore della... Harry scattò a sedere, col cuore che batteva forte e il turbante di Bende tutto storto. Aveva la soluzione, finalmente. C'era un modo per far seguire Malfoy. Come poteva essersene scordato? Perché non ci aveva pensato prima? Ma la questione era come chiamarlo, come fare? Piano, esitante, Harry parlò nel buio. «Creecher!» Si udì un sonoro crack e uno scalpiccio e degli strilli riempirono la stanza silenziosa. Ron si svegliò con un guaito. «Che cosa...» Harry puntò rapido la bacchetta verso la porta dell'ufficio di Madame Pomfrey e borbottò «Muffliato!» in modo che non accorresse. Poi si precipitò ai piedi del letto per vedere che cosa stava succedendo. Due elfi domestici si rotolavano sul pavimento. Uno indossava uno striminzito pullover ruggine e parecchi cappelli di lana. L'altro un vecchio straccio sudicio legato sui fianchi come un perizoma. Poi si udì un altro schiocco sonoro e Peeves il poltergeist apparve a mezz'aria sopra gli elfi in lotta. Io li tenevo d'occhio, Potti! esclamò indignato, indicando la zuffa. Poi emise una risatina stridula: Guarda le creaturine che si accapigliano! Mordi, mordi, picchia, picchia! «Creecher non deve insultare Harry Potter davanti a Dobby! No, non deve! O Dobby gli chiuderà la bocca!» strillò Dobby. «Scalcia! Graffia!» gridò Peeves allegramente, scagliando gessetti sugli elfi per aizzarli. «Pizzica, sgomita!» «Creecher dirà quello che gli piace del suo padrone! Oh, sì! E che padrone è? Sudicio amico dei Sangue Marcio! Oh, che cosa direbbe la padrona? Del povero Creecher!» Non riuscirono a scoprire che cosa di preciso avrebbe detto la padrona di Creecher, perché in quel momento Dobby gli affondò il pugnetto nodoso in bocca e gli staccò a metà dei denti. Harry e Ron balzarono giù dai letti e li separarono. I due elfi continuavano a cercare di colpirsi, istigati da Peeves che svolazzava attorno alla lampada strillando «Ficcagli le dita su per il nasino! Sturalo bene e tiragli le orecchie!» Harry puntò la bacchetta contro Peeves e ordinò: Langue lingua! Peeves si strinse le mani alla gola, deglutì e volò via dalla stanza, facendo gesti osceni, ma senza poter parlare perché la lingua gli si era incollata al palato. Bella! si complimentò Ron, sollevando per aria Dobby così che gambe e braccia non facessero più contatto con Creecher. Un'altra fattura del principe, eh? Sì, rispose Harry, torcendo il braccio raggrinzito di Creecher in una mezza Nelson. Allora, vi proibisco di lottare. Beh, Creecher, ti proibisco di litigare con Dobby. Dobby, so che non ho il permesso di darti ordini. Dobby è un elfo domestico libero e può obbedire a chi gli pare. E Dobby farà tutto quello che Harry Potter vuole, singhiozzò Dobby, mentre le lacrime scorrevano dal faccino raggrinzito sul pullover. Bene, allora, disse Harry. E sia lui che Ron liberarono gli elfi, che caddero a terra ma non ripresero a lottare. Il padrone mi ha chiamato?, gracchiò Critcher, profondendosi in un inchino, ma lanciando a Harry un'occhiata che palesemente gli augurava una morte dolorosa. Sì, rispose Harry guardando verso l'ufficio di Madame Pomfrey per accertarsi che l'incantesimo muffliato tenesse. Non c'era segno che avesse udito alcunché. Ho un lavoro per te. «Creecher farà tutto quello che vuole il padrone!» borbottò l'elfo, inchinandosi così tanto che le sue labbra quasi sfiorarono gli allucinodosi. «Perché Creecher non ha scelta! Ma Creecher si vergogna di avere un simile padrone, sì!» «Lo farà Dobby, Harry Potter!» squittì Dobby, gli occhi grandi come palline da tennis inondati di lacrime. «Dobby, sarà onorato di aiutare Harry Potter!» «Adesso che ci penso, sarebbe bello avere tutti e due!» osservò Harry. Bene, allora, voglio che pediniate Draco Malfoy. Ignorando il misto di sorpresa ed esasperazione comparso sul volto di Ron, Harry continuò. Voglio sapere dove va, con chi si incontra e che cosa fa. Voglio che lo seguiate ventiquattro ore su ventiquattro. Sì, Harry Potter! esclamò subito Dobby, con gli occhioni luccicanti. E se Dobby sbaglia, Dobby si butterà dalla torre più alta, Harry Potter! Non ce ne sarà alcun bisogno, assicurò Harry in fretta. Il padrone vuole che io segua il più giovane dei malfoi?» gracchiò Creecher. Il padrone vuole che io spii il pronipote puro sangue della mia vecchia padrona? Proprio quello, confermò Harry, prevedendo un enorme pericolo e deciso a impedirlo subito. E ti proibisco di avvertirlo, Creecher, e di mostrargli che cosa stai facendo e di rivolgergli la parola e di scrivergli messaggi e e di metterti in contatto con lui in qualunque modo. Capito? Gli parve di vedere Creecher affannarsi a cercare una scappatoia nelle istruzioni ricevute e attese. Dopo qualche istante, con sua enorme soddisfazione, Creecher fece di nuovo un profondo inchino e mormorò, amareggiato e risentito, Il padrone pensa a tutto e Creecher deve obbedirgli, anche se Creecher preferirebbe servire il ragazzo Malfoy. Oh sì! È deciso, allora, concluse Harry. Voglio rapporti regolari, ma state attenti che non ci sia nessuno intorno quando venite da me. Ron e Hermione sono a posto e non dite a nessuno che cosa state facendo. State solo appiccicati a malfoi come un paio di cerotti antiverruche. La richiesta di Lord Voldemort. Harry e Ron uscirono dall'infermeria il lunedì mattina, completamente guariti, grazie alle cure di Madame Pomfrey. Potevano finalmente godersi i privilegi di essere stati abbattuti e avvelenati, il migliore dei quali era l'arinata amicizia tra Hermione e Ron. Lei arrivò perfino a scortarli a colazione, annunciando che Ginny aveva litigato con Dean. La creatura che sonnecchiava nel petto di Harry alzò all'improvviso la testa, annusando l'aria speranzosa. Come mai? chiese, cercando di simulare indifferenza. Stavano svoltando in un corridoio del settimo piano, deserto a parte una ragazzina minuscola che contemplava dei trolli in tutù su un arazzo. Appena li vide avvicinarsi, sussultò di paura e lasciò cadere la pesante bilancia di ottone che aveva in mano. Non ti preoccupare, disse Hermione gentilmente, correndo in suo aiuto. Ecco! colpì la bilancia rotta con la bacchetta e ordinò: Reparo! La ragazzina non ringraziò, ma li guardò allontanarsi, inchiodata dov'era. Ron si voltò a osservarla. Li fanno sempre più piccoli, notò. Lascia stare, incalzò Harry impaziente. Perché Ginny e Dean hanno litigato, Ermione? Oh, Dean rideva perché McLaggen ti aveva colpito con il bolide, rispose Hermione. In effetti deve essere stato buffo, osservò Ron con buon senso. Non è stato buffo per niente! esclamò Hermione infervorata. È stato terribile e se Cute e Pix non l'avessero preso, Harry avrebbe potuto farsi molto male. Sì, beh, ma non era il caso che Ginny e Dean si piantassero per questo, obiettò Harry, continuando a simulare indifferenza. O stanno ancora insieme? Sì, ma perché ti interessa tanto? chiese Hermione, lanciandogli un'occhiata penetrante. Non voglio che la mia squadra di Quidditch finisca di nuovo sottosopra, rispose lui in fretta. Ma Ermione pareva ancora sospettosa e lui provò un gran sollievo quando una voce alle loro spalle gridò: Harry, Harry!, dandogli una scusa per voltarsi. Oh, ciao, Luna! Sono venuta a trovarvi in infermeria, disse lei, frugando nella borsa, ma mi hanno detto che eravate usciti. Ficcò tra le mani di Ron una specie di cipolla verde, un grosso fungo con la cappella a macchie e una notevole quantità di sassolini che sembravano lettiera per gatti, e infine estrasse un rotolo di pergamena sciupato che consegnò a Harry. «Devo darti questo?» Harry lo riconobbe subito. Era un'altra convocazione di silente. Lo srotolò. «Questa sera», comunicò a Ron e a Hermione. Bella cronaca all'ultima partita, si complimentò Ron, mentre Luna si riprendeva la cipolla verde, il fungo e la lettiera per gatti. Lei accennò un sorriso. Mi stai prendendo in giro, vero? domandò. Hanno detto tutti che è stata tremenda. No, sul serio, garantì Ron convinto. Non ricordo di aver mai sentito una cronaca così divertente. Che cos'è questo, tra parentesi? chiese, portando davanti agli occhi l'oggetto simile a una cipolla. Oh, è una radigorda. Rispose lei, rimettendo la lettiera per gatti e il fungo nella borsa. Puoi tenerla se vuoi, ne ho un po'. Sono ottime per allontanare i plimpi ghiottoni. E se ne andò, lasciando Ron che ridacchiava con la radigorda in mano. Sapete che luna mi è sempre più simpatica? disse mentre ripartivano per la sala grande. Lo so che è matta, ma lo è in un senso. Tacque all'improvviso. La Vanda Brown era ai piedi della scalinata di marmo, minacciosa. Ciao. La salutò Ron nervoso. "Andiamo", mormorò Harry a Hermione e se la filarono, non prima di sentire la voce di Lavanda. "Perché non mi hai detto che uscivi oggi? E perché lei era con te?" Ron apparve a colazione mezz'ora dopo, immusonito e irritato, e anche se si sedette vicino a Lavanda, Harry non li vide scambiarsi una parola per tutto il tempo che rimasero insieme. Ermione si comportava con assoluta indifferenza, ma un paio di volte Harry notò un sorrisetto inesplicabile incresparle il viso. Per tutto il giorno fu di umore particolarmente buono e quella sera in sala comune acconsentì perfino a controllare, in altre parole a finire di scrivere, la ricerca di erbologia di Harry, cosa che si era categoricamente rifiutata di fare fino a quel momento, perché sapeva che Harry poi avrebbe permesso a Ron di copiarla. «Grazie mille, Hermione», disse Harry dandole un colpetto sulla schiena. Controllò l'orologio. Erano quasi le otto. «Senti, devo spicciarmi o arriverò in ritardo da Silente». Lei non rispose, ma si limitò a cancellare alcune delle sue frasi più deboli con aria stanca. Sorridendo, Harry corse fuori dal buco del ritratto, diretto all'ufficio del preside. Il gargoyle balzò di lato alla menzione dei bignè al caramello. Harry salì la scala a chiocciola due gradini alla volta e bussò alla porta proprio mentre un orologio all'interno batteva le otto. Avanti, disse silente, ma quando Harry tese una mano per spingere la porta, quella venne spalancata dall'interno. La professoressa Trelonei apparve. Hahaha! strillò, indicando Harry con gesto teatrale e sbattendo le palpebre dietro le lenti di ingrandimento dei suoi occhiali. Allora è questa la ragione per cui io vengo buttata fuori dal tuo ufficio, senza alcun riguardo. Silente. Mia cara Sibyl, ribatté silente, un po esasperato, non ti sto buttando fuori da nessun posto. Ma Harry ha un appuntamento, e davvero non credo che ci sia altro da dire. Molto bene, declamò la professoressa Treloni in tono ferito. Se non metti al bando quel ronzino usurpatore, benissimo, forse troverò una scuola dove i miei talenti verranno apprezzati. Spinse da parte Harry e sparì giù per la scala a chiocciola. La sentirono inciampare a metà strada, probabilmente pensò Harry, in uno dei suoi lunghi scialli. Per favore, chiudi la porta e siediti, Harry, disse silente in tono stanco. Harry obbedì e sedette come al solito, davanti alla scrivania. Il pensatoio era ancora una volta tra loro, insieme ad altre due bottigliette di cristallo, piene di ricordi turbinosi. La professoressa Treloni è ancora scontenta che Firenze insegni? chiese Harry. Sì, rispose silente. Divinazione si sta rivelando molto più complicata di quanto avrei potuto prevedere, non avendo mai studiato personalmente la materia. «Non posso chiedere a Firenze di tornare nella foresta, dove ora è un reietto, e non posso chiedere a Sibyl Trelonei di andarsene. Detto tra noi, non ha idea del pericolo che correrebbe fuori dal castello. Vedi, non sa, e credo sarebbe poco saggio illuminarla, di essere stata lei a pronunciare la profezia su te e Voldemort.» Silente trasse un profondo sospiro, poi aggiunse... Ma lasciamo stare i miei problemi col personale. Abbiamo argomenti molto più importanti da discutere. Prima di tutto, sei riuscito a portare a termine la missione che ti avevo affidato l'ultima volta? Ah, fece Harry, richiamato bruscamente alla realtà. Tra il corso di materializzazione, il quidditch, l'avvelenamento di Ron, la frattura al cranio e la decisione di scoprire che cosa stava combinando Malfoy, si era quasi dimenticato del ricordo di Lumacorno che Silente gli aveva chiesto di procurarsi. Beh, l'ho chiesto al professor Lumacorno alla fine di Pozioni, signore, ma... non ha voluto darmelo. Seguì un breve silenzio. Capisco disse infine silente, scrutandolo da sopra gli occhiali a mezzaluna e dandogli la consueta sensazione di essere radiografato. E sei convinto di aver concentrato tutti i tuoi sforzi in questo senso? Di aver fatto uso di tutto il tuo notevole ingegno? Di non aver trascurato alcuna astuta risorsa nel tentativo di recuperare quella memoria? Beh balbettò Harry, senza sapere che cosa aggiungere. Il suo unico tentativo di impadronirsene gli sembrò tutta un tratto scandalosamente debole. Beh, il giorno che Ron ha inghiottito per sbaglio il filtro d'amore, l'ho portato dal professor Lumacorno. Pensavo che se fossi riuscito a metterlo abbastanza di buon umore, e ha funzionato? gli chiese silente. Beh, no, signore, perché Ron è stato avvelenato. E naturalmente hai dimenticato il tuo incarico. Non mi stupisce, dato che il tuo migliore amico era in pericolo. Ma quando è stato chiaro che il signor Weasley si sarebbe completamente ripreso, avrei sperato che tu tornassi a occuparti del compito che ti avevo assegnato. Credevo di averti illustrato l'importanza di quel ricordo. In effetti ho fatto del mio meglio per farti comprendere che è il più importante di tutti e che perderemmo il nostro tempo senza di esso. Harry sentì una vampata di vergogna diffondersi come un formicolio dalla testa a tutto il corpo. Silente non aveva alzato la voce, non sembrava nemmeno arrabbiato, ma Harry avrebbe preferito che urlasse. Quella fredda delusione era la cosa peggiore. Signore, mormorò quasi disperato, non è che non me ne importasse, è solo che ho avuto altre... altre cose. Altre cose per la testa, concluse Silente per lui. Capisco. Cadde di nuovo il silenzio, il più imbarazzante in cui Harry si fosse mai trovato con Silente. Parve protrarsi all'infinito, punteggiato solo dai brevi brontolii del ritratto di Armando Dippet che russava sopra la testa del preside. Harry si sentiva stranamente piccolo, come se dal suo ingresso nella stanza si fosse ritirato un po'. Quando non riuscì più a sopportarlo, disse: Professor Silente, mi dispiace tanto. Avrei dovuto impegnarmi di più, avrei dovuto capire che non mi avrebbe chiesto di farlo se non fosse davvero importante. Grazie, Harry, mormorò silente. Posso dunque sperare che d'ora in poi darai a questa missione la massima priorità? Servirà ben poco incontrarci d'ora in poi se non avremo quel ricordo. Lo farò, signore, glielo prenderò, promise Harry con passione. Allora non parliamone più, concluse silente con maggiore dolcezza. Ma continuiamo con la nostra storia da dove l'avevamo lasciata. Ti ricordi a che punto eravamo? Sì, signore, rispose subito Harry. Voldemort ha ucciso suo padre e i nonni e ha fatto in modo che la colpa fosse attribuita a suo zio Morfin. Poi è tornato a Hogwarts e ha chiesto. ha chiesto al professor Rumacorno degli Horcrux, borbottò imbarazzato. Molto bene. Ora ricorderai, spero che all'inizio di questi nostri incontri ti dissi che saremmo entrati nel campo delle ipotesi e delle speculazioni. Sì, signore. Finora converrai che ti ho mostrato fonti abbastanza certe delle mie deduzioni su quanto Voldemort fece fino all'età di diciassette anni. Harry annui. Ma ora, Harry, proseguì silente, ora le cose si fanno più confuse e più strane. Se è stato difficile trovare prove sul ragazzo Riddle. È stato quasi impossibile trovare qualcuno disposto a raccontare i propri ricordi dell'uomo Voldemort. In effetti dubito che ci sia anima viva, a parte lui, che possa fornirci un resoconto completo della sua vita da quando lasciò Hogwarts. Tuttavia ho due ultimi ricordi che vorrei condividere con te. Silente indicò le due bottigliette di cristallo che scintillavano vicino al pensatoio. Sarò lieto di sapere se le conclusioni che ne ho tratto ti sembrano plausibili. L'idea che Silente desse tanto peso alla sua opinione fece vergognare ancora più profondamente Harry, che si dimenò con aria colpevole sulla sedia. Silente alzò la prima bottiglia e la guardò in controluce. Spero che tu non sia stanco di tuffarti nei ricordi altrui. Perché sono memorie strane queste, osservò. La prima viene da un'elfa domestica molto anziana di nome Hockey. Prima di vedere quello a cui assistette Hockey, devo raccontarti brevemente come Lord Voldemort se ne andò da Hogwarts. Raggiunse il settimo anno di istruzione, come puoi immaginare, con il massimo dei voti in tutti gli esami. Attorno a lui i compagni sceglievano il mestiere da intraprendere una volta lasciata Hogwarts. Quasi tutti si aspettavano cose spettacolari da Tom Riddle, prefetto, caposcuola, vincitore del premio speciale per i servigi resi alla scuola. So che parecchi insegnanti, tra cui il professor Luma Corno, gli suggerirono di andare a lavorare al Ministero della Magia. Si offrirono di procurargli dei colloqui, gli fornirono contatti utili. Rifiutò tutte le offerte. E dopo un po' di tempo gli insegnanti vennero a sapere che Voldemort lavorava da Borgin and Burke. Da Borgin and Burke? ripeté Harry sbalordito. Da Borgin and Burke, confermò silente e tranquillo. Capirai quali attrattive esercitava su di lui quel luogo quando saremo entrati nel ricordo di Hockey. Ma quella non fu la prima scelta di Voldemort. Allora non lo sapeva quasi nessuno. Io fui uno dei pochi a cui lo confidò l'allora preside, ma Voldemort per prima cosa avvicinò il professor Dippett e chiese se poteva restare a Hogwarts come insegnante. Voleva restare qui? Perché?, chiese Harry ancora più stupito. Per svariate ragioni, credo, anche se non ne rivelò alcuna al professor Dippet, rispose silente. Prima di tutto, cosa molto importante, Credo che Voldemort fosse più affezionato a questa scuola di quanto lo sia mai stato a una persona. Hogwarts era il luogo in cui era stato più felice, il primo e l'unico in cui si era sentito a casa. Harry provò un certo disagio a queste parole, perché era esattamente quello che provava anche lui per Hogwarts. Secondo, il castello è una roccaforte di antica magia. Senza dubbio Voldemort ne aveva scoperto molti segreti, certamente più di gran parte degli studenti che vi transitano, ma forse sentiva che c'erano altri misteri da svelare, riserve di magia a cui attingere. E terzo, da insegnante avrebbe avuto un enorme potere e un grandissimo ascendente sui giovani maghi e streghe. Forse a dargli l'ispirazione era stato il professor Lumacorno, l'insegnante con cui era in rapporti migliori, che aveva dimostrato quale influenza può avere un docente. Non ho mai pensato che Voldemort immaginasse di passare il resto della sua vita a Hogwarts, ma credo che la vedesse come un utile terreno di reclutamento e un luogo nel quale poter cominciare a costruirsi un esercito. Non ottenne il posto che voleva, signore? No. Il professor Dippet gli disse che diciott'anni anni erano troppo pochi, ma lo invitò a riproporsi dopo qualche anno, se avesse ancora desiderato insegnare. E lei che cosa ne pensava, signore? chiese Harry esitante. Ero molto preoccupato, rispose silente. Avevo sconsigliato ad Armando di dare una cattedra a Voldemort. Non gli spiegai quello che ho spiegato a te, perché il professor Dippet era molto affezionato al ragazzo ed era convinto della sua onestà. Ma io non volevo che Voldemort tornasse in questa scuola, soprattutto con un ruolo di potere. Che cattedra, signore? Quale materia voleva insegnare? In qualche modo Harry sapeva già la risposta. Difesa contro le arti oscure. A quel tempo la insegnava una vecchia professoressa di nome Galatea Merritot, che era a Hogwarts da quasi cinquant'anni. Così Voldemort andò da Borgin and Burke e tutti gli insegnanti che l'ammiravano dissero che era sprecato. Un giovane mago così talentuoso finire a fare il commesso in un negozio. Ma Voldemort era molto più di un commesso. Educato, di bell'aspetto e capace, ben presto si vide affidare compiti particolari, di un genere possibile solo in un posto come Borgin and Burke, specializzato, come sai, in oggetti insoliti e potenti. Voldemort veniva inviato a convincere le persone a vendere i propri tesori e pare che fosse straordinariamente abile. Ci scommetto, commentò Harry senza riuscire a trattenersi. Anche io, Silente sorrise appena. E ora è il momento di ascoltare Ok. L'elfa domestica di una strega molto vecchia e molto ricca chiamata Epsiba Smith. Silente picchiettò la bottiglia con la bacchetta, il tappo volò via e lui versò il ricordo vorticante nel pensatoio, dicendo «Dopo di te, Harry!». Harry si alzò in piedi e si chinò sul bacile di pietra finché il suo viso toccò l'argente o liquido increspato, precipitò in un nulla buio e atterrò in un salotto davanti a una vecchia signora immensamente grassa, con una sontuosa parrucca rossiccia e drappeggiata in un completo rosa acceso che la faceva assomigliare a una torta glassata un po' sciolta. Si stava guardando in uno specchietto tempestato di pietre preziose e si dava il fard con un grosso pennello sulle guance già molto rosse, mentre la più minuscola e antica elfa domestica che Harry avesse mai visto le allacciava strette pantofole di satin ai piedi carnosi. Presto, Ok, ordinò la padrona imperiosa. Ha detto che sarebbe arrivato alle quattro. Manca solo qualche minuto e non è mai stato in ritardo. Ripose il pennello mentre l'elfa domestica si rialzava. Raggiungeva a stento il sedile della poltrona di Epsiba e la pelle in carta pecorita le pendeva dal corpo proprio come la toga di lino grinzoso che indossava. "Come ti sembro?" chiese Epsiba, voltando la testa per ammirarsi nello specchio da varie angolature. "Deliziosa, signora," squittì Aoki. Harry poté solo desumere che mentire spudoratamente a questa domanda facesse parte del contratto di hockey, perché Epsiba Smith era ben lungi dall'essere deliziosa. Un campanello tintinnò e sia la padrona che l'elfa sussultarono. Presto, presto, e qui io, ok? strillò Epsiba, e l'elfa trotterellò via dalla stanza, così stipata di oggetti che era difficile capire come qualcuno potesse farsi strada, senza travolgerne almeno una decina. C'erano armadietti coperti di scatoline laccate, scaffali colmi di libri con incisioni dorate, mensole di sfere e globi celesti e molte rigogliose piante da vaso in cashpot di ottone. Quella stanza era un incrocio tra un antiquario magico e una serra. L'elfa domestica tornò di lì a poco, seguita da un alto giovane che Harry riconobbe all'istante. Voldemort era vestito semplicemente con un completo nero. I capelli erano un po' più lunghi di come li portava a scuola e aveva le guance incavate, ma tutto questo gli donava era più attraente che mai. Si fece strada nella stanza sovraffollata, dando prova di esserci già stato più volte, e fece un profondo inchino davanti alla manina grassa di Epsiba, sfiorandola con le labbra. Le ho portato dei fiori, mormorò, facendo apparire dal nulla un mazzo di rose. Ragazzaccio, non avresti dovuto, squittì lei, anche se Harry notò che aveva un vaso vuoto pronto sul tavolino lì accanto. Tu vizi questa vecchia signora, Tom. Siediti, siediti. Dov'è? Ok. Ah. L'elfa domestica arrivò di gran carriera con un vassoio carico di dolcetti che posò accanto alla padrona. Serviti pure, Tom. lo invitò Epsiba. So che ti piacciono i miei dolci. Ma come stai? Sei pallido. Ti fanno lavorare troppo in quel negozio. L'ho detto mille volte. Voldemort fece un sorriso meccanico e lei una smorfia affettata. Beh, che scusa hai trovato per venire da me questa volta? chiese sbattendo le ciglia. Il signor Burke vorrebbe aumentare l'offerta per l'armatura forgiata dai goblin, rispose Voldemort. Cinquecento galeoni. La ritiene più che onesta. Oh, insomma, non così in fretta, altrimenti penserò che vieni qui solo per i miei ninnoli, si lagnò Epsiba facendo il broncio. È per quelli che mi ordinano di venire qui, rispose Voldemort. Sono solo un povero impiegato, signora, che deve fare quello che gli dicono. Il signor Burke desidera che io le chieda... Oh, il signor Burke! Bah, esclamò Epsiba, agitando la manina. Ho da farti vedere una cosa che a lui non ho mai mostrato. Sai tenere un segreto, Tom? Mi prometti che non ne parlerai al signor Burke? Non mi lascerebbe in pace se lo sapesse e non ho intenzione di venderla né a lui né ad altri. Ma tu, Tom, tu la apprezzerai per la sua storia, non per i galeoni che ne potresti ricavare. Sarò felice di vedere qualunque cosa la signorina Epsiba mi mostrerà, rispose Voldemort sempre a bassa voce e lei ridacchiò ancora come una ragazzina. Ho detto a Ok di prepararla. Ok, dove sei? Voglio far vedere al signor Riddle il nostro tesoro più bello. Portali tutti e due, già che ci sei. Ecco, signora! squittì l'elfa domestica. Harry vide due scatole di pelle, una sopra l'altra, muoversi per la stanza come di propria volontà. In realtà era Ok a portarle sulla testa, veleggiando tra tavoli, puff e poggiapiedi. Ora, disse Epsiba allegra prendendo le scatole, posandole in grembo e accingendosi ad aprire la prima, credo che questa ti piacerà, Tom. Oh, uh, se la mia famiglia sapesse che te la sto mostrando, non vedono l'ora di metterci le mani. Sollevò il coperchio. Harry si avvicinò un po' e vide una piccola coppa d'oro, con due manici finemente lavorati. Chissà se sai che cos'è, Tom. Prendila, guardala bene, sussurrò Epsiba. Voldemort tese una mano dalle lunghe dita e prese la coppa per un manico, sollevandola dalla morbida imbottitura di seta. A Harry parve di scorgere una scintilla rossa nei suoi occhi scuri. La sua espressione avida si rispecchiò curiosamente sul volto di Epsiba, solo che gli occhietti di lei erano fissi sui bei tratti di Voldemort. Un tasso, mormorò lui, osservando l'incisione sulla coppa. Quindi questa era di tosca tasso frasso, come sai benissimo, furbacchione, rise Epsiba e si protese con un sonoro scricchiolio del busto per pizzicargli la guancia incavata. Non ti ho detto che sono una lontana discendente? Questa coppa viene tramandata in famiglia da anni e anni. Deliziosa, vero? E pare che abbia ogni sorta di poteri, ma io non li ho molto sperimentati, la tengo solo al sicuro qui dentro. Sfilò la coppa dall'indice di Voldemort e la depose con dolcezza nella scatola, troppo concentrata a sistemarla per accorgersi dell'ombra che attraversò il volto di Voldemort quando l'oggetto gli venne sottratto. Allora, disse Epsiba allegra, dov'è, ok? Oh sì, eccoti. Adesso metti la via, ok? L'elfa prese obbedientemente la scatola, e Epsiba rivolse la sua attenzione a quella molto più piatta che teneva ancora in grembo. Credo che questo ti piacerà ancora di più, Tom, sussurrò. Chinati un po, caro ragazzo, per vedere bene. Naturalmente Burke sa che ce l'ho, l'ho comprato da lui e oserei dire che gli piacerebbe tanto riaverlo quando sarò morta. Fece scivolare indietro il fine fermaglio di filigrana e aprì la scatola. Lì, sul liscio velluto cremisi, era adagiato un pesante medaglione d'oro. Questa volta Voldemort tese la mano senza aspettare un invito e alzò il medaglione verso la luce, fissandolo. Il marchio di serpe verde, mormorò osservando la luce che giocherellava su un'elaborata, sinuosa S. Esatto, si rallegrò Epsiba, chiaramente incantata alla vista di Voldemort, che scrutava come paralizzato il suo medaglione. L'ho pagato un occhio della testa, ma non potevo lasciarmelo sfuggire. Un tesoro come quello dovevo averlo nella mia collezione. A quanto pare, Burke l'ha comprato da una donna cenciosa che forse l'aveva rubato, ma non aveva idea del suo vero valore. Questa volta non c'era da sbagliarsi. Gli occhi di Voldemort lampeggiarono di rosso e le sue nocche sbiancarono attorno alla catena d'oro. Scommetto che Burke le ha dato una miseria, ma ecco qui. Grazioso, vero? E anche a questo viene attribuito ogni genere di poteri. Io però lo tengo solo al sicuro. Si protese per riprenderlo. Per un attimo, Harry pensò che Voldemort l'avrebbe trattenuto. Invece, lasciò che gli scivolasse via dalle dita e fosse riposto nuovamente sul cuscino di velluto rosso. Bene, Tom, caro. Spero che ti sia divertito. Epsiba lo guardò in faccia e per la prima volta Harry vide esitare il suo sciocco sorriso. Stai bene, caro? Oh sì, rispose Voldemort a bassa voce. Sì, sto molto bene. Credevo... Ma sarà stato uno scherzo della luce, immagino? Continuò Epsiba innervosita e Harry pensò che anche lei avesse notato il momentaneo bagliore rosso negli occhi di Voldemort. Ecco, ok, portali via e mettili di nuovo sotto chiave, coi soliti incantesimi. È ora di andare, Harry, mormorò silente. Mentre la piccola elfa saltellava via con le scatole, lui strinse il braccio di Harry, insieme si levarono nell'oblio e furono di ritorno nell'ufficio del preside. Epsiba Smith morì due giorni dopo questa scenetta, raccontò silente, sedendosi e invitando Harry a fare altrettanto. Oh okay, che l'elfa domestica fu accusata dal ministero di aver avvelenato per errore la cioccolata serale della padrona. Impossibile, esclamò Harry con rabbia. Vedo che siamo della stessa idea, disse silente. Senza dubbio vi sono molti punti in comune tra questa morte e quella dei Riddle. In entrambi i casi qualcun altro venne accusato e questo qualcuno aveva un chiaro ricordo di aver provocato la morte. Ok, confessò. Ricordava di aver messo nella cioccolata della padrona qualcosa che si rivelò non essere zucchero, ma un veleno letale e poco noto. Continuò silente. Fu stabilito che non l'aveva fatto con intenzione, ma essendo vecchia e confusa, Voldemort aveva modificato la sua memoria, come con morfin. Sì, è la mia stessa conclusione, convenne silente. E proprio come con Morfin il ministero era prevenuto nei confronti di Hokey. Perché era un'elfa domestica, concluse Harry, di rado aveva provato maggiore solidarietà per il comitato fondato da Hermione, il Crepa. Esatto, era vecchia. Ammise di aver avvelenato la bevanda e nessuno al ministero si prese la briga di indagare più a fondo. Come nel caso di Morfin, quando la rintracciai e riuscì a estrarle questo ricordo. La sua vita era quasi finita, ma la sua memoria, naturalmente, prova solo che Voldemort sapeva dell'esistenza della coppa e del medaglione. Quando Hockey fu condannata, la famiglia di Epsiba si era già resa conto che mancavano due dei suoi più preziosi tesori. C'era voluto un po' di tempo per accertarlo, perché lei aveva un sacco di nascondigli, avendo sempre custodito gelosamente la sua collezione. Ma prima che fossero assolutamente certi che la coppa e il medaglione erano entrambi svaniti, il commesso di Borgin and Burke, il giovane che così spesso aveva fatto visita a Epsiba e l'aveva affascinata tanto, aveva dato le dimissioni ed era sparito nel nulla. I suoi superiori non avevano idea di dove fosse andato, erano sorpresi quanto chiunque altro, e per lungo tempo non si vide né si sentì più parlare di Tom Riddle. Ora, se non ti spiace, Harry, voglio fare un'altra pausa per richiamare la tua attenzione su alcuni punti della nostra storia. Voldemort aveva commesso un altro omicidio. Non so se fosse il primo dopo l'assassinio dei Riddle, ma credo di sì. Questa volta, come avrai visto, non uccise per vendetta, ma per profitto. Voleva i due favolosi trofei che quella povera vecchia infatuata gli aveva mostrato. Come aveva derubato gli altri bambini all'orfanotrofio, come aveva rubato l'anello di suo zio Morfin, così fuggì con la coppa e il medaglione di Epsiba. Ma, obiettò Harry accigliato, è una follia rischiare tutto, abbandonare il lavoro solo per qui, una follia per te, forse, ma non per Voldemort, rispose silente. Spero che a tempo debito capirai esattamente che cosa significavano per lui quegli oggetti. Ammetterai, però che non è difficile immaginare che abbia considerato almeno il medaglione come suo di diritto. Il medaglione, forse, consentì Harry, ma perché prendere anche la coppa? Era appartenuta a un altro fondatore di Hogwarts, spiegò silente. Forse provava ancora un forte attaccamento alla scuola e non riuscì a resistere a un oggetto così impregnato della sua storia. C'erano altre ragioni, credo. Spero di riuscire a fartele comprendere a tempo debito. E ora l'ultimissimo ricordo che ho da mostrarti, almeno finché non sarai riuscito a recuperare quello del professor Rumacorno. Dieci anni separano il ricordo di OK da questo, dieci anni durante i quali possiamo solo immaginare che cosa fece Lord Voldemort. Harry si alzò mentre Silente versava l'ultimo ricordo nel pensatoio. A chi appartiene? chiese. A me, rispose Silente. Harry si tuffò dietro di lui nell'agitata massa d'argento e atterrò nello stesso ufficio da cui era appena partito. C'era Fox, che sonnecchiava sereno sul posatoio e lì, dietro la scrivania, silente, molto simile a quello accanto a Harry, anche se tutte e due le mani erano intatte e il suo volto era forse un po' meno segnato dalle rughe. C'era una sola differenza tra l'ufficio dell'oggi e quello del passato: nevicava. Fiocchi azzurrini scendevano oltre la finestra nel buio e si accumulavano sul davanzale di fuori. Il silente più giovane sembrava in attesa di qualcosa e infatti pochi istanti dopo il loro arrivo si sentì bussare alla porta e lui disse Avanti. Harry restò senza fiato. Voldemort era entrato nella stanza. I suoi tratti non erano quelli che Harry aveva visto affiorare dal vasto calderone di pietra quasi due anni prima. Non erano così serpenteschi, gli occhi non erano ancora rossi, il volto non così simile a una maschera, ma non era più il bel Tom Riddle. Era come se i suoi tratti fossero stati bruciati e confusi, erano cerei e vagamente deformati, e il bianco degli occhi era iniettato di sangue, anche se le pupille non erano ancora ridotte a fessure. Indossava un lungo mantello nero e il suo volto era pallido come la neve che gli scintillava sulle spalle. Il silente dietro la scrivania non diede segno di sorpresa. Quello doveva essere un appuntamento previsto. Buonasera, Tom, lo salutò semplicemente. Vuoi sederti? Grazie, rispose Voldemort, e si sedette sulla stessa sedia che Harry aveva appena lasciato libera nel presente. Ho sentito che è diventato preside, continuò con la voce un po' più acuta e fredda di prima. Una degna scelta. Sono lieto che tu approvi, ribatté Silente con un sorriso. Posso offrirti da bere? Volentieri, replicò Voldemort. Vengo da molto lontano. Silente si alzò e si spostò verso l'armadietto, dove ora teneva il pensatoio, che allora era pieno di bottiglie. Dopo aver dato a Voldemort un calice di vino ed essersene versato uno per sé, tornò al suo posto. Allora, Tom, a che cosa devo il piacere? Voldemort non rispose subito, ma si limitò a sorseggiare il vino. Non mi chiamo più Tom, disse infine. Adesso sono noto come... So come sei noto, lo interruppe silente con un sorriso garbato, ma temo che per me sarai sempre Tom Riddle. È una delle manie fastidiose dei vecchi insegnanti, purtroppo, non dimenticare mai gli esordi dei loro allievi. Alzò il bicchiere come per blindare a Voldemort, che rimase impassibile. Tuttavia, Harry sentì l'atmosfera cambiare in modo quasi impercettibile. Il rifiuto di Silente di usare il nome scelto da Voldemort era il rifiuto di lasciargli dettare i termini dell'incontro. E Harry capì che Voldemort lo prendeva come tale. Sono sorpreso che lei sia rimasto qui così a lungo, osservò Voldemort dopo una breve pausa. Mi sono sempre chiesto. Perché un mago come lei non abbia mai desiderato lasciare la scuola? Beh, rispose Silente, sempre affabile, per un mago come me non può esserci nulla di più importante che tramandare arti antiche, aiutare le giovani menti a raffinarsi. Se ricordo bene, un tempo anche tu eri attratto dall'insegnamento. Lo sono ancora, ribatteva Voldemort. Mi chiedevo solo perché lei, a cui il ministero chiede così spesso consiglio, e a cui due volte, credo, è stata offerta la carica di ministro. Tre volte all'ultimo computo, a dire il vero, precisò Silente. Ma la carriera al ministero non mi ha mai attirato. Un'altra cosa che abbiamo in comune, ritengo. Voldemort chinò il capo, senza sorridere, e bevve un altro sorso di vino. Silente non ruppe il silenzio che si dilatò fra loro, ma attese tranquillamente che Voldemort parlasse per primo. Sono tornato, spiegò infine, forse più tardi di quanto il professor Dippet si aspettasse, ma per chiedere di nuovo quello che allora mi disse, ero troppo giovane per ottenere. Le chiedo di farmi tornare in questo castello per insegnare. Ho visto e fatto molto da quando sono andato via. Potrei mostrare e raccontare ai vostri studenti cose che non possono apprendere da un altro mago. Silente studiò Voldemort da sopra il proprio calice, prima di parlare. So che hai visto e fatto molto da quando ci hai lasciato, mormorò. Molte voci hanno raggiunto la tua vecchia scuola, Tom. Mi dispiacerebbe dover credere anche solo alla metà. Voldemort rimase impassibile e ribatté. La grandezza ispira l'invidia, l'invidia genera rancore, il rancore produce menzogne. Dovrebbe saperlo, silente. Tu chiami grandezza quello che hai fatto? chiese silente con diplomazia. Certo, rispose Voldemort, e i suoi occhi parvero incendiarsi. Ho fatto esperimenti. Ho spinto i limiti della magia più in là forse di dove siano mai arrivati. Di alcuni tipi di magia, lo corresse tranquillo, silente, di alcuni. Di altri sei ancora... perdonami deplorevolmente ignorante. Per la prima volta Voldemort sorrise. Fu un ghigno teso, malvagio, più minaccioso di uno sguardo di rabbia. La vecchia disputa, osservò con dolcezza, ma niente di quel che ho visto al mondo ha confermato il suo famoso principio che l'amore è più potente del mio genere di magia silente. Forse stai cercando nei posti sbagliati, suggerì silente. Beh, allora, quale posto migliore per cominciare le mie nuove ricerche se non qui a Hogwarts? Domandò Voldemort. Mi consentirà di tornare? Mi permetterà di condividere la mia conoscenza con i suoi studenti? Pongo me stesso e i miei talenti a sua disposizione. Sono ai suoi ordini. Silente alzò le sopracciglia. E che cosa ne sarà di quelli a cui tu dai ordini? Che cosa succederà a coloro che si definiscono, o così dicono le voci, i mangiamorte? Harry capì che Voldemort non si era aspettato che Silente conoscesse quel nome. Vide i suoi occhi arrossarsi di nuovo e le narici simili a fessure dilatarsi. I miei amici, rispose dopo una pausa, andranno avanti senza di me, ne sono certo. Sono lieto di sentire che li consideri amici, commentò Silente avevo l'impressione che fossero più simili a servitori. Si sbaglia. Allora, se dovessi andare alla testa di porco adesso, non ne troverei un gruppo, Nott, Rosier, Malsiber, Dolohov, in attesa del tuo ritorno. Amici fedeli, davvero, per viaggiare fin qui con te in una notte di neve, solo per augurarti buona fortuna, mentre tu cerchi un posto da insegnante. Il fatto che Silente sapesse con esattezza con chi viaggiava era senza dubbio ancor meno gradito a Voldemort. Tuttavia si riprese quasi subito. Onnisciente come sempre, vedo. Oh, no, solo in buoni rapporti con i baristi. Rispose Silente con leggerezza. Ora, Tom. Posò il bicchiere vuoto e si raddrizzò sulla sedia, le punte delle dita unite in un gesto molto caratteristico. Parliamoci francamente. Perché sei venuto qui stanotte, circondato dai tuoi accoliti, per chiedere un lavoro che entrambi sappiamo che non vuoi? Voldemort reagì con fredda sorpresa. Un lavoro che non voglio? Al contrario, silente, lo desidero molto. Ah, oh, vuoi tornare a Hogwarts, ma non vuoi insegnare più di quanto lo volessi a diciotto anni? Che cosa cerchi, Tom? Perché non provi con una richiesta sincera per una volta? Voldemort sorrise beffardo. Se non vuole darmi un lavoro. Ma certo che non voglio, disse Silente. E non credo affatto che tu ti aspettassi un sì. Eppure sei venuto qui, hai chiesto. Devi avere uno scopo. Voldemort si alzò. Era meno Tom Riddle che mai, i tratti del volto scavati dalla rabbia. Questa è la sua ultima parola? Sì, confermò Silente, alzandosi a sua volta. Allora non abbiamo nient'altro da dirci. No, niente, replicò Silente, e un'infinita tristezza gli pervase il volto. È lontano il tempo in cui potevo spaventarti con un armadio incendiato e costringerti a fare ammenda per i tuoi crimini. Ma vorrei riuscirci ancora, Tom. Vorrei riuscirci. Per un attimo Harry fu sul punto di urlare un inutile avvertimento. Era certo che la mano di Voldemort si fosse spostata verso la tasca e la bacchetta, ma l'attimo passò, Voldemort si voltò, la porta si chiuse e lui sparì. Harry sentì la mano di Silente stringersi attorno al suo braccio e qualche istante dopo si ritrovarono insieme quasi nello stesso punto, ma non c'era più neve sul davanzale e la mano di Silente era annerita e morta. Perché? chiese subito Harry alzando lo sguardo verso il volto di Silente. Perché era tornato? L'ha mai scoperto? Ho delle idee, rispose Silente, ma niente di più. Quali idee, signore? Te lo dirò quando avrai recuperato quel ricordo dal professor Rumacorno, concluse Silente. Quando avrai quell'ultimo pezzo del rompicapo, tutto sarà chiaro, spero, a entrambi. Harry ardeva ancora dalla curiosità e anche se Silente si era avvicinato alla porta e la teneva aperta, non se ne andò. Voleva ancora il posto di insegnante di difesa contro le arti oscure, signore. Non ha detto... Oh, senza dubbio, voleva il posto di insegnante di difesa contro le arti oscure, replicò Silente. Le conseguenze del nostro breve incontro l'hanno dimostrato. Vedi, non siamo mai riusciti a trattenere un insegnante di difesa contro le arti oscure per più di un anno da quando rifiutai quel posto a Lord Voldemort. La stanza ineffabile. La settimana dopo, Harry si spremette le meningi per trovare il modo di convincere Luma Corno a consegnargli il vero ricordo, ma non gli venne in mente niente che assomigliasse a un'idea. Così tornò a fare quello che ultimamente faceva sempre più spesso quando era in difficoltà. Immergersi nella lettura del suo libro di pozioni, sperando che il principe avesse scarabocchiato qualcosa di utile a margine, come tante altre volte. Non ci troverai nulla lì dentro, disse Hermione decisa il sabato sera tardi. Non cominciare, Hermione, ribatté Harry. Se non fosse stato per il principe, Ron adesso non sarebbe qui. Sì, invece, se avessi ascoltato Piton il primo anno. Rispose Hermione in un tono che non ammetteva repliche. Harry la ignorò. Aveva appena scoperto una formula: sectum sempra, scribacchiata sopra le interessanti parole contro i nemici, e bruciava dalla voglia di provarla, ma pensò che fosse meglio non farlo davanti a Hermione. Ripiegò furtivo l'angolo della pagina. Erano seduti accanto al fuoco nella sala comune. I soli altri ragazzi ancora svegli erano compagni del sesto anno. Si percepiva una certa agitazione perché dopo cena gli studenti avevano trovato appeso in bacheca un nuovo cartello con la data dell'esame di materializzazione. Chi avesse compiuto 17 anni entro quella data, il 21 aprile, aveva la possibilità di iscriversi a una serie di lezioni supplementari che si sarebbero tenute, sotto strettissima vigilanza, a Oxmid. Ron era stato preso dal panico. Non era ancora riuscito a materializzarsi e temeva di non essere pronto per l'esame. Ermione, che era riuscita a materializzarsi già due volte, era un po' più tranquilla. Ma Harry, che avrebbe compiuto 17 anni solo di lì a quattro mesi, non poteva comunque sostenere l'esame, che fosse pronto o no. Almeno tu ci riesci, esclamò Ron, teso. Non avrai problemi a luglio. L'ho fatto una volta sola, gli ricordò Harry. Finalmente nell'ultima lezione era riuscito a scomparire e riapparire dentro il suo cerchio. Avendo perso un sacco di tempo a lamentarsi per la materializzazione, Ron era ancora alle prese con un compito di Piton ferocemente difficile che Harry e Hermione avevano già finito. Harry si aspettava di prendere un voto basso perché non era d'accordo con Piton sul modo migliore per affrontare i dissennatori, ma non se ne preoccupava. Il ricordo di Lumacorno aveva la precedenza. «Ti dico che quello stupido principe non ti aiuterà, Harry», ripete Hermione a voce più alta. «C'è un solo modo per costringere qualcuno a fare quello che vuoi, ed è la maledizione Imperius, che è illegale». «Sì, lo so, grazie», rispose Harry senza alzare lo sguardo dal libro. «Ecco perché sto cercando qualcosa di diverso. Silente dice che il Veritaserum non funziona, ma ci potrebbe essere qualcos'altro, una pozione o un incantesimo». «Affronti il problema dalla parte sbagliata», insistette Ermione. «Silente dice che solo tu puoi ottenere quel ricordo. Deve voler dire che puoi convincere l'Umacorno mentre altre persone non possono. Non si tratta di fargli bere di nascosto una pozione. Potrebbe riuscirci chiunque.» «Aspetta, belligerante, non si scrive così», disse Ron, scrollando molto forte la penna d'oca e fissando la pergamena. «Non può essere B-A-L-L.» -L. «Non direi», disse Ermione prendendo il compito di Ron. E auguri! Non comincia con O.R.G. proprio no? Che razza di penna usi? È una delle autocorreggenti di Fred e George, ma credo che l'incantesimo si stia esaurendo. Molto probabile, convenne Hermione, indicando il titolo del compito, perché la domanda era come affrontare i dissenatori, non i dimenaporci. E non mi sembra nemmeno che tu ti chiami Ronil Waslib. Oh no! esclamò Ron, fissando agghiacciato la pergamena. Non dirmi che dovrò riscrivere tutto. Non ti preoccupare, possiamo sistemarlo, rispose lei. Prese la pergamena ed estrasse la bacchetta. Sei un amore, Hermione, sospirò Ron, sprofondando nella sua poltrona e strofinandosi stancamente gli occhi. Ermione arrossì, ma disse solo: Non farti sentire da lavanda. No, rispose Ron tra le mani. O forse sì, così mi pianterà. Perché non la pianti tu se vuoi finirla? gli chiese Harry. Tu non hai mai mollato nessuno, vero? ribatté Ron. Tu e ciò vi siete solo allontanati, più o meno. Mi piacerebbe che succedesse tra me e Lavanda», mugugnò Ron funereo, osservando Ermione che picchiettava con la punta della bacchetta le parole sbagliate una a una. «Ma più butto lì che voglio finirla, più mi si attacca. È come stare con la piovera gigante». Una ventina di minuti dopo, Ermione gli rese il compito. «Ecco fatto! Un milione di grazie», rispose Ron. «Posso prendere in prestito la tua penna per scrivere la conclusione?» Harry, che fino a quel momento non aveva trovato niente di utile negli appunti del principe mezzosangue, alzò gli occhi. Erano rimasti soli in sala comune, perché Simus era appena andato a letto, maledicendo Pitone il compito. Non c'erano altri rumori a parte lo scoppiettio del fuoco e la penna di Ermione con cui Ron stava scrivendo l'ultimo paragrafo sui dissennatori. Harry aveva appena chiuso il libro del principe mezzosangue e sbadigliava, quando. Crac! Hermione fece un piccolo strillo. Ron versò l'inchiostro sul compito e Harry esclamò. «Creecher!» L'elfo domestico fece un profondo inchino ai propri alluci contorti. «Il padrone ha detto che voleva rapporti regolari sul ragazzo Malfoy e così Creecher è venuto a riferire!» «Crack!» Dobby apparve accanto a Creecher. Il cappello coprite gli era tutto storto. «Anche Dobby ha dato una mano, Harry Potter!» Squittì lanciando a Creecher un'occhiata rancorosa. E Creecher dovrebbe dire a Dobby quando viene a trovare Harry Potter, così possono fare il rapporto insieme. Cos'è questa storia? chiese Ermione ancora scombussolata. Che succede, Harry? Harry esitò prima di rispondere, perché non le aveva detto di aver messo Creecher e Dobby alle costole di Malfoy. Quello degli elfi domestici era un argomento al quale lei era ipersensibile. Beh, stanno pedinando Malfoy per me, spiegò. Giorno e notte! gracchiò Creecher. Dobby non dorme da una settimana, Harry Potter! esclamò Dobby fiero, dondolando. Ermione era indignata. Non dormi, Dobby? Ma Harry! Non puoi avergli detto di non. No, certo che no, rispose subito Harry. Dobby, puoi dormire, d'accordo? Ma qualcuno di voi due ha scoperto qualcosa? si affrettò a chiedere prima che Ermione potesse intromettersi di nuovo. Padron Malfoy si muove con la nobiltà che si conviene al sangue puro, attaccò Creecher. I suoi lineamenti ricordano le fattezze eleganti della mia padrona, e i suoi modi sono quelli di un Draco Malfoy è un ragazzaccio, squittì Dobby arrabbiato. Un ragazzaccio che... che. rabbrividì dal fiocchetto del copriteiera alla punta dei calzini, e poi corse vicino al fuoco, come per gettarvisi. Harry, che un po' se lo aspettava, lo afferrò per la vita e lo tenne stretto. Per qualche istante Dobby si divincolò, poi si afflosciò. Grazie, Harry Potter, ansimò. Per Dobby è ancora difficile parlare male dei vecchi padroni. Harry lo lasciò andare. Dobby si raddrizzò il copriteiera e si rivolse a Creecher in tono di sfida. Ma Creecher dovrebbe sapere che Draco Malfoy non è un buon padrone per un elfo domestico. Già, non ci interessa sentire che sei innamorato di lui, aggiunse Harry. Sbrigati, dimmi dove va. Critcher si inchinò di nuovo, furibondo, e rispose. Padron Malfoy, mangia nella sala grande, dorme in un dormitorio nei sotterranei, frequenta le lezioni in molte... Dobby, dimmelo tu, lo interruppe Harry. Va dove non dovrebbe? Harry Potter, signore, rispose Dobby, gli occhioni grossi come globi lucenti alla luce del fuoco. Il ragazzo Malfoy non infrange regole che Dobby si è riuscito a scoprire, ma è molto attento a non farsi sorprendere. Fa visite regolari al settimo piano con svariati altri studenti, che fanno la guardia mentre lui entra. Nella stanza delle necessità, esclamò Harry, dandosi pozioni avanzate sulla fronte. Ermione e Ron lo fissarono. Ecco dove si nasconde, ecco dove fa quello che fa. Scommetto che è per questo che scompare dalla mappa. Adesso che ci penso, non ho mai visto la stanza delle necessità sulla mappa. Forse i malandrini non ne hanno mai scoperto l'esistenza, suggerì Ron. Credo che sia parte della magia della stanza, intervenne Hermione. Se si ha bisogno che sia indisegnabile, lo è. Dobby, sei mai riuscito a entrare a vedere che cosa fa Malfoy? No, Harry Potter, questo è impossibile! Rispose Dobby. Invece no, lo contraddisse Harry. Malfoy è entrato nel quartier generale dell'ES l'anno scorso, quindi anch'io ci riuscirò, non c'è problema. Non credo che ce la farai, Harry, osservò Ermione lentamente. Malfoy sapeva già come usavamo la stanza, perché quella stupida di Marietta aveva cantato. Aveva bisogno che la stanza fosse il luogo di riunione dell'ES, e così è stato. Ma tu non sai che cosa diventa la stanza quando c'entra Malfoy, quindi non sai in che cosa devi chiederle di trasformarsi. Ci sarà pure un modo, tagliò corto Harry. Sei stato bravissimo, Dobby.» Anche Cricer è stato bravo, aggiunse gentilmente Ermione, ma ben lungi dall'essere grato. Cricer distolse gli enormi occhi iniettati di sangue e gracchiò al soffitto. La sangue marcio parla con Cricer! Cricer fa la finta di non sentire! Fuori di qui, sbottò Harry, e Critcher fece un ultimo profondo inchino e si smaterializzò. È meglio che vada a dormire anche tu, Dobby. Grazie, Harry Potter, signore, squittì Dobby felice e svanì. Fantastico, no? si entusiasmò Harry non appena la stanza fu sgombra di Elfi. Sappiamo dove va Malfoy, l'abbiamo messo con le spalle al muro. Sì, grandioso, borbottò Ron Tetro. Stava tentando di asciugare la massa a zuppa d'inchiostro che poco prima era stata un compito quasi finito. Ermione lo prese e cominciò ad aspirare l'inchiostro con la bacchetta. Ma cos'è questa storia che va lassù con svariati altri studenti? chiese. Quanti sono? Mi sembra strano che voglia raccontare a tanta gente quello che sta facendo. Già è molto strano, rispose Harry accigliato. L'ho sentito dire a Creb di farsi i fatti suoi. E allora che cosa racconta a tutti questi... a tutti questi... La voce di Harry svanì, stava fissando il fuoco. Sono un idiota, mormorò. È ovvio, no? Ce n'era una tinozza piena giù nella segreta. Potrebbe averne rubato in qualunque momento della lezione. Rubato cosa? La pozione polisucco. Ha rubato un po' della pozione polisucco che l'umacorno ci ha mostrato alla prima lezione di pozioni. Non sono svariati studenti che fanno il palo, sono Crabbe e Goyle come al solito. Sì, tutto torna, esclamò balzando in piedi e cominciando a camminare avanti e indietro. Sono abbastanza stupidi da obbedire a Malfoy senza sapere che cosa ha in mente e siccome lui non vuole che vengano visti fuori dalla stanza delle necessità, li ha convinti a prendere la polisucco. Quelle due ragazze con cui l'ho visto quando non è venuto alla partita. Ah, crebbe Goyle. Cioè, sussurrò Ermione, quella bambinetta a cui ho aggiustato la bilancia. Sì, certo, urlò Harry fissandola. Sicuro. Malfoy doveva essere dentro la stanza in quel momento. Così lei... Ma che cosa dico? Lui ha lasciato cadere la bilancia per avvertirlo di non uscire, perché c'era qualcuno. E quella ragazzina che ha fatto cadere le uova di rospo, anche lei. Gli siamo passati davanti un sacco di volte senza saperlo. Costringe Crab e Goyle a trasformarsi in ragazze, sghignazzò Ron. Accidenti, ci credo che non sembrano felici in questo periodo. Mi stupisce che non gli dicano di andare al diavolo. Beh, non possono, se lui gli ha mostrato il marchio nero, osservò Harry. Mm, "Il marchio nero che non sappiamo se esiste", replicò Hermione scettica, arrotolando il compito asciutto prima che potesse correre altri rischi e consegnandolo a Ron. "Vedremo", ribatté Harry, sicuro di sé. "Sì, vedremo", ripeté Hermione, si alzò e si stiracchiò. "Però Harry, prima di agitarti troppo, non credo che riuscirai a entrare nella stanza delle necessità se non sai che cosa c'è dentro. E non dimenticare e mettendosi la borsa in spalla, gli lanciò uno sguardo molto severo. "Che quello su cui dovresti concentrarti è come ottenere il ricordo da Lumacorno. Buonanotte." Harry la guardò allontanarsi, un po' scontento. Quando la porta del dormitorio delle ragazze si chiuse, si rivolse a Ron. "Che cosa ne pensi? Che vorrei potermi smaterializzare come un elfo domestico." Rispose lui, fissando il punto in cui Dobby era sparito. "Avrei già in tasca quell'esame." Harry non dormì bene. Rimase sveglio per ore, chiedendosi a che scopo Malfoy usava la stanza delle necessità e che cosa lui, Harry, avrebbe visto una volta che vi fosse entrato il giorno dopo, perché a dispetto di Hermione, era sicuro che se Malfoy aveva visto il quartier generale dell'Es, lui sarebbe riuscito a vedere il che cosa poteva essere, un luogo di riunione, un nascondiglio, un deposito, un laboratorio. La mente di Harry lavorava febbrile e i suoi sogni quando Infine s'addormentò furono frammentari e turbati da immagini di Malfoy che si trasformava in lumacorno che si trasformava in piton. La mattina dopo a colazione era tesissimo. Aveva un'ora libera prima di Difesa contro le arti oscure ed era deciso a entrare nella stanza delle necessità. Ermione ostentò una totale mancanza di interesse per i piani che Harry le sussurrava, cosa che lo irritò. Perché era convinto che sarebbe stata di grande aiuto se solo avesse voluto. Senti, mormorò. Si chinò in avanti e posò una mano sulla gazzetta del profeta appena arrivata via gufo, per evitare che Ermione la aprisse scomparendovi dietro. Non ho dimenticato l'umacorno, ma non ho idea di come prendergli quel ricordo, e finché non mi viene un'illuminazione, perché non scoprire che cosa combina Malfoi? Te l'ho già detto, devi convincere l'Umacorno, ribatté Ermione. Non è questione di ingannarlo o stregarlo. Silente l'avrebbe potuto fare in un attimo. Invece di bighellonare fuori dalla stanza delle necessità, e sfilò il profeta da sotto la mano di Harry, lo aprì e guardò la prima pagina. Dovresti andare a trovare l'umacorno e fare appello al suo lato più nobile. Qualcuno che conosciamo? chiese Ron mentre Hermione scorreva i titoli. Sì, rispose lei, facendo andar di traverso la colazione sia a Harry che a Ron. Ma non è morto. «È Mandangus. È stato arrestato e spedito ad Azkaban. Pare che abbia impersonato un Inferius durante un tentativo di furto e un certo Octavius Pepper è sparito. Oh, che cosa orribile! Un bambino di nove anni è stato arrestato per aver cercato di uccidere i nonni. Pensano che fosse sotto la maledizione Imperius. Finirono di mangiare in silenzio». Hermione partì subito per antiche rune. Ron salì alla torre, visto che doveva ancora finire il compito per Piton, e Harry si diresse verso il corridoio del settimo piano e la striscia di parete di fronte all'arazzo di Barnaba il Babbeo che insegnava danza classica ai troll. Si infilò il mantello dell'invisibilità non appena fu in un corridoio vuoto, ma non avrebbe dovuto preoccuparsi. Raggiunta la sua destinazione, la trovò deserta. Non sapeva se le probabilità di entrare nella stanza fossero maggiori con Malfoy dentro o fuori, ma almeno il suo primo tentativo non sarebbe stato complicato dalla presenza di Crabbe o Goyle nelle sembianze di ragazzine di undici anni. Chiuse gli occhi e si avvicinò al punto in cui la porta della stanza delle necessità era nascosta. Sapeva che cosa fare. Era diventato molto pratico l'anno prima. Concentrandosi con tutto se stesso, pensò. Devo vedere che cosa fa Malfoy qui dentro, devo vedere che cosa fa Malfoy qui dentro, devo vedere che cosa fa Malfoy qui dentro. Tre volte passò davanti alla porta, poi col cuore che batteva forte aprì gli occhi e la guardò, ma stava ancora fissando un tratto di nuda parete. Fece un passo avanti e provò a spingere. La pietra rimase solida e irremovibile. D'accordo, disse Harry ad alta voce, d'accordo, ho pensato alla cosa sbagliata. Meditò per un attimo, poi ricominciò, gli occhi chiusi, concentrandosi più che poteva. Devo vedere il posto in cui Malfoy continua a venire in segreto. Devo vedere il posto in cui Malfoy continua a venire in segreto. Dopo tre passaggi aprì gli occhi speranzoso. Niente porta. Oh, dai! disse al muro, irritato. Questo era un ordine chiaro. Bene. Pensò intensamente per parecchi minuti prima di riprendere a camminare. Ho bisogno che tu diventi il luogo che diventi per Draco Malfoy. Non aprì subito gli occhi quando si fermò. Ascoltava con attenzione, come se potesse sentire la porta prendere forma. Ma non udì nulla, a parte il cinguettio lontano degli uccelli fuori dal castello. Aprì gli occhi. Ancora nessuna porta. Harry imprecò. Qualcuno urlò. Si voltò e vide un gruppo di matricole che scappavano, chiaramente convinte di aver incontrato un fantasma molto sboccato. Harry tentò ogni variazione possibile sul tema. Ho bisogno di vedere che cosa fa Draco Malfoy dentro di te per un'ora intera. Alla fine della quale fu costretto ad ammettere che forse Ermione non aveva torto. La stanza non voleva aprirsi per lui. Deluso e seccato, si sfilò il mantello dell'invisibilità, lo ficcò nella borsa e andò a lezione di difesa contro le arti oscure. Sei di nuovo in ritardo, Potter. Lo apostrofò Piton gelido quando lui entrò di corsa nell'aula illuminata dalle candele. Dieci punti in meno per Grifondoro. Harry si scaraventò nel posto accanto a Ron, lanciando a Piton un'occhiata torva. Metà classe era ancora in piedi, a prendere i libri e sistemare le proprie cose. Non poteva essere molto più in ritardo di uno qualunque dei compagni. Prima di cominciare, voglio i vostri temi sui dissennatori. Piton agitò la bacchetta con noncuranza e venticinque fogli di pergamena si levarono in aria e atterrarono in una pila ordinata sulla cattedra. E spero, per il vostro bene, che siano migliori delle fesserie che ho dovuto sopportare sulle difese contro la maledizione Imperius. Ora, se volete aprire tutti il libro a pagina. Che cosa c'è, signor Finnigan? Signore, domandò Simus, mi chiedevo. Come si fa a stabilire la differenza tra un inferius e un fantasma? Perché sulla Gazzetta del Profeta c'era qualcosa su un inferius? No, non c'era! rispose Piton annoiato. Ma signore, ho sentito della gente dire: Se avessi davvero letto l'articolo in questione, signor Finnigan, sapresti che il sedicente inferius non era altro che un ladruncolo puzzolente che risponde al nome di Mandangus Fletcher. Credevo che Piton e Mandangus fossero dalla stessa parte, borbottò Harry a Ron e Ermione. Non dovrebbe essere turbato dall'arresto di Mandangus. Ma Potter sembra avere molto da dire sull'argomento, osservò Piton, indicando all'improvviso il fondo dell'aula, gli occhi neri fissi su Harry. Chiediamo a Potter come si fa a stabilire la differenza tra un inferius e un fantasma. Tutta la classe si voltò a guardare Harry, che cercò in fretta di ricordare quello che gli aveva detto Silente la notte in cui erano andati a trovare l'umacorno. Eh, beh, i fantasmi sono trasparenti, cominciò. Oh, molto bene, lo interruppe Peton con le labbra arricciate. Sì, è bello vedere che quasi sei anni di istruzione magica non sono andati sprecati, Potter. I fantasmi sono trasparenti. Pansy Parkinson emise una risatina acuta. Parecchi altri ragazzi ridacchiarono. Harry respirò profondamente e continuò con calma, anche se le sue viscere ribollivano. «Sì, i fantasmi sono trasparenti, ma gli inferi sono corpi morti, no? Quindi devono essere solidi.» «Un bambino di cinque anni avrebbe potuto dirci altrettanto», rispose Piton sarcastico. L'Inferius è un cadavere che è stato rianimato dagli incantesimi di un mago oscuro. Non è vivo, viene solo usato come una marionetta per eseguire gli ordini del mago. Un fantasma, come voglio sperare che tutti ormai sappiate, è l'impronta di un'anima di partita lasciata sulla Terra e naturalmente, come Potter ci informa, è trasparente. Beh, quello che ha detto Harry è utilissimo se vogliamo distinguerli, intervenne Ron. Quando ci troviamo faccia a faccia con uno di loro, in un vicolo buio, abbiamo giusto il tempo di un'occhiata per vedere se è solido. Non ci mettiamo a chiedere: mi scusi, lei è l'impronta di un'anima di partita? Si levò un'ondata di risate, repressa all'istante dallo sguardo di Piton. Altri dieci punti in meno per Grifondoro, dichiarò. «Non mi sarei aspettato niente di più sofisticato da te, Ronald Weasley, un ragazzo così concreto che non riesce a materializzarsi quindici centimetri più in là di dove si trova!» «No!» sussurrò Hermione, afferrando per un braccio Harry che stava per spalancare la bocca, furibondo. «Non serve a niente! Finirai di nuovo in punizione! Lascia perdere!» «Adesso aprite il libro a pagina 213!» proseguì Piton con una smorfia e leggete i primi due paragrafi sulla maledizione Cruciatus. Ron fu mogio per tutta la lezione. Quando la campana suonò la fine dell'ora, la vanda raggiunse lui e Harry. Ermione si era misteriosamente dissolta al suo arrivo e coprì Piton di insulti per la sua frecciata sulla materializzazione. Ron parve soltanto irritarsi e si liberò di lei deviando nel bagno dei maschi con Harry. Titon, però ha ragione, vero? borbottò dopo essersi contemplato in uno specchio crepato per qualche istante. Non so se vale la pena che faccia l'esame, non riesco proprio a capire la materializzazione. Dovresti provare a seguire le lezioni supplementari a Oxmid, consigliò Harry. Sarà più interessante che cercare di entrare in uno stupido cerchio, comunque. E poi, se non sarai ancora, insomma, bravo come vorresti, puoi spostare l'esame. Farlo con me dopo le sta...» Mirtilla, questo è il bagno dei ragazzi! Il fantasma di una ragazza era sorto dal vater in un cubicolo alle loro spalle e galleggiava a mezz'aria, fissandoli attraverso grossi occhiali bianchi e tondi. Oh! fece lei lugubre. Siete voi due. Chi ti aspettavi? chiese Ron guardandola nello specchio. Nessuno rispose Mirtilla di malumore, tormentandosi un foruncolo sul mento. Ha detto che sarebbe tornato a trovarmi, ma anche tu avevi detto che avresti fatto un salto da me. Lanciò a Harry uno sguardo di rimprovero. E non ti vedo da mesi. Ho imparato a non aspettarmi molto dai ragazzi. Credevo che abitassi in quel bagno delle femmine, ribatté Harry che da parecchi anni faceva bene attenzione a evitare quel posto. È così, ribatté lei con una scrollatina di spalle. Ma non vuol dire che non possa andare da altre parti. Una volta... Sono venuta a trovarti nel tuo bagno, ricordi? Come fosse ieri, confermò Harry. Ma credevo di piacergli, si lagnò Mirtilla. Forse se voi due andaste via, lui tornerebbe. Avevamo tante cose in comune. Sono sicura che lo sentiva. E guardò Speranzosa verso la porta. Quando dici che avevate tante cose in comune, chiese Ron divertito, intendi dire che abita anche lui in un tubo di scarico? No! Rispose Mirtilla in tono di sfida e la sua voce echeggiò alta nel vecchio bagno piastrellato. Voglio dire che è sensibile. La gente è prepotente anche con lui, e si sente solo, e non ha nessuno con cui parlare, e non ha paura di mostrare i suoi sentimenti e di piangere. Qui dentro c'era un ragazzo che piangeva, domandò Harry curioso. Un ragazzino? Non sono affari tuoi esclamò Mirtilla, gli occhietti acquosi fissi su Ron, che ormai rideva apertamente. «Ho promesso di non dirlo a nessuno e porterò il suo segreto nella...» «Non nella tomba, vero?» sghignazzò Ron. «Magari nelle fogne!» Mirtilla levò un ululato di rabbia e si rituffò nel water, facendo traboccare l'acqua sul pavimento. Averla punzecchiata parve ridare vigore a Ron. Hai ragione, concluse rimettendosi in spalla la borsa dei libri. Seguirò le esercitazioni a Oxmint prima di decidere se fare l'esame. E così il fine settimana seguente Ron si unì a Hermione e agli altri studenti che avrebbero compiuto 17 anni in tempo per fare l'esame di lì a quindici giorni. Harry provò una fitta di gelosia, guardandoli mentre si preparavano per scendere al villaggio. Gli mancavano le gite laggiù. Ed era un giorno di primavera particolarmente bello, uno dei primi cieli limpidi che vedessero da lungo tempo. Tuttavia aveva deciso di tentare un nuovo assalto alla stanza delle necessità. Faresti meglio ad andare dritto nell'ufficio di Lumacorno e a cercare di ottenere quel ricordo. Lo rimproverò Hermione quando Harry rivelò il suo progetto a lei e a Ron nella sala d'ingresso. Ci ho provato un sacco di volte, ribatté Harry contrariato, ed era assolutamente vero. Si era attardato alla fine di tutte le lezioni di Lumacorno quella settimana nel tentativo di incastrarlo, ma l'insegnante lasciava sempre la segreta così in fretta che Harry non era riuscito ad acchiapparlo. Due volte era andato a bussare alla porta del suo ufficio, ma non aveva ottenuto risposta, anche se la seconda volta era sicuro di aver sentito il suono subito soffocato di un vecchio grammofono. Non vuole parlarmi, Hermione. Sa che sto cercando di sorprenderlo di nuovo da solo e non vuole. Beh, devi solo continuare a provarci, no? La breve coda di ragazzi in attesa di sfilare davanti a Filch, che come al solito li pungolava con il sensore segreto, avanzò di qualche passo e Harry non rispose per non farsi sentire dal custode. Augurò buona fortuna a Ron e Hermione, poi si voltò e risalì la scalinata di marmo, deciso a dispetto di Hermione a dedicare un paio d'ore alla stanza delle necessità. Una volta lontano dalla sala d'ingresso, indossò il mantello dell'invisibilità, estrasse la mappa del malandrino dalla borsa, la colpì con la bacchetta, mormorando: Giuro solennemente di non avere buone intenzioni, e la scrutò con cura. Siccome era domenica mattina, quasi tutti gli studenti si trovavano nelle sale comuni: i Grifondoro in una torre, i Corvo Nero in un'altra, i Serpeverde nei sotterranei e i Tassofrasso nella cantina vicino alle cucine. Qua e là uno studente isolato vagava per la biblioteca o in un corridoio. C'era un gruppetto fuori nel prato e là, solo nel corridoio del settimo piano, c'era Gregory Goyle. Non c'era traccia della stanza delle necessità, ma Harry non se ne preoccupava. Se Goyle stava facendo la guardia, la stanza era aperta, che la mappa lo sapesse o no. Quindi filò su per le scale, rallentando solo quando raggiunse l'angolo che svoltava nel corridoio e lì cominciò ad avvicinarsi molto lentamente alla bambinetta che reggeva la pesante bilancia di ottone, la stessa che Ermione aveva aiutato con tanta gentilezza due settimane prima. Aspettò di trovarsi alle sue spalle prima di chinarsi su di lei e sussurrare Ciao, sei molto carina, lo sai? Goyle levò un acuto strillo di terrore, gettò per aria la bilancia e filò via. Era sparito molto prima che il rumore dell'oggetto che si fracassava avesse smesso di echeggiare nel corridoio. Ridendo, Harry si voltò a contemplare la parete vuota dietro la quale, ne era certo, Draco Malfoy stava immobile, ben sapendo che qualcuno disgradito era là fuori, ma senza avere il coraggio di mostrarsi. L'idea diede a Harry una piacevolissima sensazione di potere, mentre si sforzava di ricordare quali formule non aveva ancora tentato. Ma il suo buon umore non durò a lungo. Mezz'ora e numerosi tentativi più tardi la parete era sempre senza porte. La frustrazione di Harry era al massimo. Malfoy poteva essere a pochi centimetri da lui e non c'era ancora un briciolo di prova di quello che stava facendo là dentro. Perse del tutto la pazienza, corse verso il muro e lo prese a calci. Aia! Pensò di essersi come minimo rotto l'alluce, si afferrò il piede saltellando sull'altro e il mantello dell'invisibilità gli scivolò via. Harry si voltò su una gamba sola e cadde. Con profonda meraviglia vide Tonks che veniva verso di lui come se passeggiasse abitualmente in quel corridoio. Che cosa ci fai qui? le chiese rialzandosi perché doveva sempre trovarlo disteso per terra. Sono venuta per vedere Silente, rispose Tonks. Aveva un aspetto terribile, più magra del solito, i capelli color topo flosci. Il suo ufficio non è qui, osservò Harry. È dall'altra parte del castello, dietro il gargoyle. Lo so, ma non c'è. Evidentemente è partito di nuovo. Davvero? domandò Harry, posando con cautela a terra il piede ammaccato. Ehi! «Tu non sai dove va, immagino?» «No», replicò Tonks. «Perché lo volevi vedere?» «Niente di particolare». Tonks cincischiò la manica della veste con aria assente. «Pensavo solo che forse lui sa che cosa sta succedendo. Ho sentito certe voci, gente ferita». «Sì, era sui giornali», rispose Harry. «Quel bambino che ha tentato di uccidere i suoi...» «Il profeta spesso resta indietro», lo interruppe Tonks con l'aria di non starlo a sentire. Non hai ricevuto lettere da qualcuno dell'ordine ultimamente? Nessuno dell'ordine mi scrive più, ribatté Harry, non da quando Sirius si accorse che gli occhi di Tonks si riempivano di lacrime. Scusa, borbottò impacciato, voglio dire, manca anche a me. Che cosa? chiese lei in tono distratto. Beh, ci vediamo, Harry. Si voltò di scatto e si avviò lungo il corridoio. Dopo che si fu allontanata, Harry si infilò il mantello e ricominciò a cercare la stanza delle necessità, ma senza autentico impegno. Infine, un vuoto nello stomaco e la certezza che Ron e Hermione sarebbero tornati presto per il pranzo lo indussero ad abbandonare il tentativo e a lasciare il corridoio a Malfoy, che se tutto andava bene, ancora per qualche ora sarebbe stato troppo spaventato per uscire. Trovò Ron e Hermione nella sala grande, già a metà di un pranzo anticipato. Ce l'ho fatta! Beh, quasi! annunciò Ron entusiasta quando vide Harry. Dovevo materializzarmi fuori dalla sala da te e di Madame Paddifoot e sono andato un po' più in là. Sono finito vicino a Scrivenshaft, ma almeno mi sono mosso. Bene, commentò Harry. E tu come sei andata, Hermione?» Oh, è stata perfetta, ovviamente, rispose Ron per lei. Perfetta decisione, divinazione e disperazione, o oh, che diavolo è. Siamo andati tutti a bere qualcosa ai tre manici di scopa dopo, e dovevi sentire come parlava di lei Twicross. Vedrai se prima o poi non le chiede di sposarlo. «E tu?» gli domandò Hermione, ignorando Ron. «Sei stato su alla stanza delle necessità per tutto questo tempo?» «Sì», rispose Harry. «E indovinate chi ho incontrato?» «Tonks». «Tonks?» ripeterono in coro Ron e Hermione, sorpresi. «Sì, ha detto che era venuta per vedere Silente». «Secondo me...» commentò Ron dopo che Harry ebbe finito di raccontare la loro conversazione, è un po' scoppiata, ha perso la testa dopo quello che è successo al Ministero. È curioso, disse Hermione, che sembrava molto preoccupata. Dovrebbe fare la guardia alla scuola. Perché abbandona il suo posto all'improvviso per venire a trovare Silente che non è nemmeno qui? Io ho un'ipotesi, azzardò Harry incerto. Si sentiva strano a dirlo. Quello era il campo di Ermione più che il suo. Non credete che fosse, insomma, innamorata di Sirius? Ermione lo fissò. Che cosa diavolo te lo fa dire? Non so, rispose Harry alzando le spalle. Ma quando l'ho nominato si è quasi messa a piangere. E il suo patronus è un animale grosso a quattro zampe, adesso. Magari è diventato, insomma, lui. È un'idea, riflette Ermione. Ma continuo a non capire perché dovrebbe precipitarsi al castello per vedere Silente, ammesso che fosse qui per questo. Torniamo a quello che ho detto io, no? intervenne Ron, ficcandosi in bocca una cucchiaiata di purè. È diventata un po' stramba. Crollo di nervi. Donne, disse rivolto a Harry con l'aria di chi la sa lunga, si turbano facilmente. Eppure, ribatte Ermione riscuotendosi dalla sua fantasticheria, dubito che troveresti una donna capace di tenere il broncio per mezz'ora perché Madame Rosmerta non ha riso alla sua barzelletta sulla megera, il guaritore e la mimbulus mimbletonia. Ron si rabbuiò. Dopo il funerale Macchie di luminoso cielo azzurro cominciavano ad apparire sopra le torri del castello. Ma quei precoci segnali dell'estate non migliorarono l'umore di Harry. Sia i tentativi di scoprire cosa faceva Malfoy, sia quelli di spingere l'Umacorno a rivelare il ricordo represso per decenni, erano stati frustrati. Per l'ultima volta scordati Malfoy, lo esortò Ermione. Erano seduti in un angolo assolato del cortile dopo pranzo. Sia Hermione che Ron avevano in mano un volantino del Ministero della Magia, Errori comuni di materializzazione e come evitarli per l'esame di quel pomeriggio, ma i volantini non erano serviti a calmare i nervi. Ron sussultò e cercò di nascondersi dietro Hermione quando una ragazza apparve da dietro l'angolo. "Non è Lavanda", fece Hermione stufa. "Oh, bene", disse Ron rilassandosi. Harry Potter? chiese la ragazza, devo darti questo. Grazie. Harry prese la piccola pergamena con un tuffo al cuore. Quando la ragazza fu abbastanza lontana, osservò: Silente, ha detto che non ci sarebbero state altre lezioni finché non avessi ottenuto il ricordo. Forse vuole controllare che cosa stai facendo, suggerì Hermione. Harry srotolò il foglio, ma invece della lunga, stretta calligrafia obliqua di Silente, trovò una scrittura larga e scomposta, molto difficile da leggere per la presenza di grosse macchie d'inchiostro colato. «Cari Harry, Ron e Hermione, Aragog è morto stanotte. Harry e Ron, voi l'avete conosciuto e sapete com'era speciale. Hermione, sono sicuro che ti poteva piacere pure a te. Ci tengo tanto se riuscite a fare un salto giù per il funerale stasera.» Lo faccio verso il crepuscolo, era il suo momento preferito. So che non dovete stare fuori col buio, ma potete usare il mantello. Non ve lo volevo chiedere, ma da solo non ce la faccio. Agrid. Guarda qui. Harry passò il biglietto a Hermione. Oh per l'amor del cielo, esclamò lei scorrendolo in fretta e porgendolo a Ron che lo lesse con crescente incredulità. È pazzo! sbottò furente. Quella cosa ha detto ai suoi compagni di mangiare me e Harry. Gli ha detto che si potevano servire. E adesso Hagrid si aspetta che andiamo laggiù a piangere su quell'orrendo cadavere peloso. Non è solo quello, rincarò Ermione. Ci chiede di uscire dal castello di notte e sa che la vigilanza è un milione di volte più stretta e che finiremmo in guai seri se ci prendessero. Siamo già andati a trovarlo di notte, le ricordò Harry. Sì, ma non per una cosa così, rispose lei. Abbiamo rischiato molto per dare una mano a Agrid, ma dopo tutto Aragog è morto. Se fosse questione di salvarlo. Avrei ancora meno voglia di andarci, concluse Ron deciso. Tu non l'hai conosciuto, Ermione, credimi, da morto può solo migliorare, e tanto. Harry riprese il biglietto e fissò le macchie d'inchiostro. Chiaramente erano cadute fitte lacrime sulla pergamena. Harry, non puoi pensare di andare, gemette Hermione. È una cosa troppo inutile per farsi punire. Harry sospirò. Sì, lo so, ammise. Immagino che Agrid dovrà seppellire Aragog senza di noi. Proprio così, concluse lei sollevata. Senti, a pozioni non ci sarà praticamente nessuno oggi pomeriggio, quasi tutti saranno all'esame. Cerca di ammorbidire un po' l'umacorno. Con la fortuna che ho avuto finora, osservò Harry amareggiato. Fortuna, saltò su Ron all'improvviso. Harry, è così, devi essere fortunato. Cioè, usa la pozione della fortuna. Ron, ma sì, sì, fece Ermione a bocca aperta. Ma certo, perché non ci ho pensato io? Harry li fissò entrambi. La Felix Felicis, chiese. Non so, la tenevo da parte. Per cosa? domandò Ron incredulo. Cosa diavolo c'è di più importante di quel ricordo, Harry? insistette Ermione. Harry non rispose. Il pensiero di quella boccetta dorata era sospeso da un po' sull'orlo della sua immaginazione, vaghi e inarticolati piani su Ginny che lasciava Dean e Ron in qualche modo contento di vederla accanto a un nuovo fidanzato, erano fermentati nelle profondità della sua mente, inconfessati, se non nei sogni o nella zona d'ombra tra il sonno e la veglia. "Harry, ci sei?" gli chiese Hermione. Uh, "Sì, certo," rispose lui riprendendosi. Beh, d'accordo. Se non riesco a far parlare l'umacorno oggi pomeriggio, prenderò un po' di Felix e ritenterò stasera. È deciso allora, concluse Ermione brusca, si alzò e fece una graziata piroetta. Destinazione, determinazione, decisione, mormorò. Oh, smettila, mi sento già abbastanza male così. Presto, nascondimi, esclamò Ron tuffandosi dietro di lei alla vista di un paio di ragazze che sbucavano nel cortile. Non è Lavanda, sbuffò Hermione spazientita. Bene, rispose Ron spiando da sopra la sua spalla per essere sicuro. Accidenti, non sembrano molto felici, vero? Sono le sorelle Montgomery, certo che non sono felici. Non hai sentito che cosa è successo al loro fratellino? chiese Hermione. Sto perdendo il conto di quello che succede ai parenti di tutti, onestamente, ribatté Ron. Beh, è stato aggredito da un lupo Mannaro. Corre voce che la madre si sia rifiutata di aiutare il mangiamorte. Il bambino aveva solo cinque anni ed è morto al sammungo. Non sono riusciti a salvarlo. Morto? ripeté Harry agghiacciato. Ma i lupi mannari non uccidono, ti trasformano solo in uno di loro, no? A volte uccidono, spiegò Ron, insolitamente serio. Ho sentito dire che succede quando il lupo si lascia trascinare. Come si chiamava quel lupo mannaro? Chiese Harry in fretta. Beh, pare che fosse Fenrir Greybeck, rispose Hermione. Lo sapevo! Quel pazzo a cui piace aggredire i bambini! Quello di cui mi parlava Lupin! esclamò Harry furente. Ermione lo guardò mesta. Harry, devi ottenere quel ricordo, insistette. Si tratta di fermare Voldemort, no? Queste cose terribili dipendono tutte da lui! La campanella suonò nel castello e sia Ermione che Ron balzarono in piedi, terrorizzati. «Andrete benissimo!» augurò Harry a tutti e due, mentre si dirigevano alla sala d'ingresso per incontrarsi con i compagni che dovevano affrontare l'esame di materializzazione. «Buona fortuna!» «Anche a te!» replicò Hermione con uno sguardo eloquente. Harry si avviò verso i sotterranei. Quel pomeriggio a Pozioni erano solo in tre, Harry, Ernie e Draco Malfoy. «Tutti troppo giovani per materializzarsi!» Chiese l'umacorno gioviale. Non avete ancora compiuto diciassette anni? I tre scossero il capo. Ah, beh, ridacchiò il professore. Visto che siamo così pochi, faremo qualcosa di divertente. Voglio che tutti e tre mi prepariate qualcosa di buffo. Benissimo, signore, rispose Erni con tono adulatorio, strofinandosi le mani. Malfoy invece non fece nemmeno l'ombra di un sorriso. Che cosa intende per qualcosa di buffo? chiese seccato. Oh, sorprendetemi! cinguettò Lumacorno. Malfoy aprì la sua copia di Pozioni avanzate con la faccia scura. Che per lui quella lezione fosse una perdita di tempo si vedeva lontano un miglio. Senza dubbio, pensò Harry osservandolo da sopra il proprio libro, stava rimpiangendo il tempo che avrebbe invece potuto trascorrere nella stanza delle necessità. Era la sua immaginazione o Malfoy, come Tonks, era più magro? Certamente era più pallido, la sua pelle aveva ancora quella sfumatura grigiastra, forse perché ultimamente vedeva di rado la luce del sole. Ma non c'era compiacimento né eccitazione né superbia sul suo volto, nessuna traccia dell'arroganza che aveva ostentato sull'Hogwarts Express quando si era vantato della missione affidatagli da Voldemort. Poteva esserci solo una spiegazione, secondo Harry: l'incarico, qualunque fosse, stava andando male. Rallegrato, Harry sfogliò pozioni avanzate e trovò una versione di un elisir per indurre euforia pesantemente corretta dal principe mezzosangue. Non solo sembrava rispondere alla richiesta, ma addirittura, se l'avesse convinto ad assaggiarne un po', il cuore di Harry piroettò al pensiero, avrebbe potuto mettere l'uma corno così di buon umore da fargli rivelare quel ricordo. «Eh, ma guarda, ha un aspetto delizioso!» mugolò Lumacorno un'ora e mezzo più tardi, battendo le mani e fissando il contenuto giallo sole del calderone di Harry. euforia, suppongo! E che cos'è che sento? Mmm, hai aggiunto un ciuffetto di menta piperita, vero? Poco ortodosso, ma è stato un lampo di ispirazione, Harry!» Certo, serve a controbilanciare gli sporadici effetti collaterali del canto esagerato e del pizzicore al naso. Non so proprio dove trovi queste idee folgoranti, ragazzo mio. A meno che... Harry spinse col piede il libro del principe mezzo sangue più a fondo nella borsa. Non siano i geni di tua madre che si risvegliano in te? Oh, sì, forse, balbettò Harry sollevato. Ernie era imusonito. Deciso a superare Harry per una volta, aveva frettolosamente inventato una sua pozione, che si era rappresa e aveva formato una sorta di gnocco violaceo in fondo al calderone. Malfoy stava già riponendo le sue cose, inacidito. Lumacorno aveva definito la sua soluzione singhiozzante, solo passabile. Sia Ernie che Malfoy uscirono non appena suonò la campana. Signore, esordì Harry, ma Lumacorno si guardò subito indietro. Quando vide che nella stanza erano rimasti soltanto lui e Harry, corse via più veloce che poteva. "Professore! Professore! Non vuole assaggiare la mia po-" gridò Harry disperato, ma l'umacorno era sparito. Deluso, Harry vuotò il calderone, raccolse le sue cose, uscì dalla segreta e salì lentamente le scale fino alla sala comune. Ron e Hermione tornarono nel tardo pomeriggio. Harry! esclamò lei non appena ebbe varcato il buco del ritratto. Harry, sono stata promossa. Bene, fece lui. E Ron? Lui, lui è stato bocciato per un soffio, sussurrò Ermione mentre Ron entrava nella stanza imbronciato. È stata una vera sfortuna, una cosetta. L'esaminatore si è accorto che aveva lasciato indietro mezzo sopracciglio. Com'è andata con l'umacorno? Malissimo, rispose Harry mentre Ron li raggiungeva. Iella, amico, ma passerai la prossima volta. Possiamo farlo insieme. Sì, forse, ribatté Ron di malumore. Ma mezzo sopracciglio, come se fosse importante. Lo so, lo consolò Ermione, anche a me pare eccessivo. Passarono gran parte della cena a insultare l'esaminatore di materializzazione e Ron era appena un po' più allegro quando tornarono nella sala comune, discutendo il problema ancora aperto di lumacorno e del ricordo. Allora, Harry, hai intenzione di usare la Felix Felicis? chiese Ron. Sì, mi sa che dovrò, rispose Harry. Non credo che mi servirà tutta. Copre 12 ore e non mi ci può volere la notte intera. Ne berrò solo un sorso. Due o tre ore dovrebbero bastare. È una sensazione magnifica, evocò Ron con aria nostalgica, come se non potessi fare niente di sbagliato. Ma che cosa dici? Rise Hermione. Tu non l'hai mai presa. Già... Ma credevo di sì, ribatté Ron come se spiegasse una cosa ovvia. Non fa differenza. Siccome avevano appena visto l'umacorno entrare in sala grande, indugiarono per un po' nella sala comune. Il piano prevedeva che Harry gli lasciasse il tempo di mangiare con calma prima di andarlo a trovare nel suo ufficio. Quando il sole discese fino a sfiorare le cime degli alberi nella foresta proibita e dopo aver controllato cautamente che Neville, Dean e Simus fossero nella sala comune, salirono tutti e tre di nascosto nel dormitorio dei ragazzi. Harry prese i calzini appallottolati dal fondo del baule e ne estrasse la bottiglietta scintillante. Beh, eccola, disse. La sollevò e bevve un sorso attentamente misurato. Che cosa si prova? sussurrò Ermione. Per un attimo Harry non rispose. Poi, lenta ma costante, lo pervase un'euforica sensazione di infinite possibilità. Si sentiva in grado di fare qualunque cosa al mondo e ottenere il ricordo dall'umacorno all'improvviso non sembrò solo fattibile, ma decisamente facile. Si alzò sorridendo, traboccante di fiducia. "Ottimo", dichiarò, "davvero ottimo. Bene, vado da Hagrid". "Cosa? esclamarono in coro Ron e Ermione atterriti. No, Harry, devi andare a trovare l'Uma ricordi? Lo incalzò Ermione. No, rispose Harry, sicuro di sé. Vado da Agrid. Sento che è una buona idea andare da Agrid. Senti che è una buona idea seppellire un ragno gigante? chiese Ron e Sì, ribadì Harry, sfilando dalla borsa il mantello dell'invisibilità. Sento che è là che devo essere stasera, capite? No. Risposero gli altri due all'unisono, ormai decisamente preoccupati. "Siamo sicuri che questa sia la Felix Felicis?" chiese Hermione ansiosa, tenendo la bottiglietta in controluce. "Non è un'altra boccetta piena di, non so, essenza di idiozia?" suggerì Ron, mentre Harry si gettava il mantello sulle spalle. Harry rise e Ron e Hermione si accigliarono ancora di più. "Credetemi," li tranquillizzò. "So quello che faccio, o almeno e andò con calma verso la porta. Lo sa la Felix. Si tirò sulla testa il mantello dell'invisibilità e con Ron e Hermione alle calcagna scese le scale e varcò la porta aperta. Che cosa ci facevi lassù con lei? strillò lavanda Brown, attraversando Harry con lo sguardo per fissare Ron e Hermione che uscivano insieme dal dormitorio dei maschi. Harry sentì Ron far fugliare qualcosa e si allontanò di corsa. Uscire dal buco del ritratto fu semplice. Harry si infilò tra Ginny e Dean, che stavano passando in quel momento. Nel farlo sfiorò Ginny inavvertitamente. Non spingermi, per favore, Dean, protestò lei seccata. Lo fai sempre, so camminare benissimo da sola. Il ritratto si richiuse dietro Harry, non prima che lui avesse udito Dean ribattere irritato. Con crescente euforia, Harry attraversò il castello. Non dovette fare attenzione perché non incontrò nessuno, ma la cosa non lo sorprese affatto. Quella sera era la persona più fortunata di tutta Hogwarts. Non aveva idea del perché andare da Hagrid fosse la cosa giusta. Era come se la pozione illuminasse pochi passi alla volta. Non vedeva la destinazione finale, non vedeva quando sarebbe entrato in scena a Lumacorno, ma sapeva che quello era il percorso giusto per ottenere il ricordo. Quando raggiunse la sala d'ingresso, scoprì che Filch si era dimenticato di chiudere a chiave il portone. Raggiante lo spalancò e respirò per un momento l'odore di erba e aria pulita, prima di scendere la scalinata e tuffarsi nel tramonto. Quando mise piede sull'ultimo gradino, gli venne in mente che sarebbe stato molto piacevole arrivare da Agrid attraverso l'orto. Non si trovava proprio sulla strada, ma gli fu chiaro che era un capriccio da seguire, quindi lo fece. Nell'orto fu lieto, ma non del tutto sorpreso, di trovare il professor Lumacorno immerso in conversazione con la professoressa Sprout. Harry si appostò dietro un basso muletto di pietra, in pace con il mondo, e ascoltò le loro chiacchiere. Ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo, pomona! stava dicendo Lumacorno affabile. Gran parte delle autorità convengono che sono efficaci al massimo, se colte al crepuscolo. Oh, è verissimo, ribatté la professoressa Sprout con calore. Ti bastano? Bastano, bastano, rispose l'Umacorno, che trasportava una bracciata di piante fronzute. Dovrebbero esserci foglie sufficienti per ciascuno dei miei ragazzi del terzo anno, e un po' di scorta se qualcuno le cuoce troppo. Beh, buonasera a te e mille grazie ancora. La professoressa Sprout svanì verso le sue serre, nell'oscurità crescente, e Lumacorno si diresse verso Harry, invisibile. Preso dall'immediato desiderio di rivelarsi, Harry si sfilò il mantello con uno svolazzo. Buonasera, professore. Per la barba di Merlino, Harry, mi hai spaventato, esclamò Lumacorno, immobilizzandosi con aria guardinga. Come hai fatto a uscire dal castello? Credo che Filch si sia dimenticato di chiudere a chiave il portone, rispose allegramente Harry e fu contento di vedere l'umacorno incupirsi. Denuncerò quell'uomo, è più preoccupato dell'immondizia che di una sorveglianza accurata, se vuoi saperlo. Ma perché sei qui fuori, Harry? Beh, signore, è per Hagrid, spiegò Harry, sapendo che la cosa giusta in quel momento era dire la verità. È sconvolto. Ma lei non lo dirà a nessuno, professore, non voglio che finisca nei guai. La curiosità di Lumacorno ormai era stata destata. Beh, non posso prometterlo, borbottò, ma so che Silente si fida ciecamente di lui, quindi sono sicuro che non può essere alle prese con niente di terribile. Beh, è per via di quel ragno gigante, l'ha tenuto per anni, viveva nella foresta, sapeva parlare, eccetera. Ho sentito dire che c'erano delle acromantule nella foresta, sussurrò Lumacorno, guardando la massa di alberi neri. È vero, allora? Sì, rispose Harry, ma questo Aragog, il primo che Agrid abbia mai avuto, è morto ieri notte. Lui è distrutto, vuole compagnia per seppellirlo e io ho promesso che sarei andato. Commovente, commovente, mormorò Lumacorno distratto, gli occhi fissi sulle luci lontane della capanna di Agrid. Ma il veleno di Acromantula è molto prezioso. Se la bestia è appena morta, forse non si è ancora essiccato. È ovvio, non farei nulla che possa turbare Agrid, ma se ci fosse un modo per procurarsene un po', insomma, è praticamente impossibile prendere il veleno a un acromantula quando è viva. L'Umacorno sembrava rivolto più a se stesso che a Harry. È un orribile spreco non raccoglierlo. Una pinta potrebbe fruttare cento galeoni. Per essere sincero, il mio stipendio non è alto. Harry seppe con chiarezza che cosa doveva fare. Beh... Cominciò con un'esitazione del tutto convincente. "Beh, se vuole venire, professore, a Agrid farebbe tanto piacere per dare un addio più degno ad Aragog, sa." "Sì, certo," rispose Lumacorno, gli occhi lustri di entusiasmo. "Sai cosa ti dico, Harry?" Ci vediamo giù con un paio di bottiglie. Berremo alla... beh, non alla salute della povera bestia, ma le diremo addio con stile, comunque, una volta sepolta. E mi cambierò la cravatta. Questa è un po' troppo vivace per l'occasione. Corse indietro al castello. Harry filò da Hagrid, felice. «Sei venuto!» gracchiò Hagrid quando aprì la porta e vide Harry emergere dal mantello dell'invisibilità davanti a lui. «Sì, Ron e Hermione però non ce l'hanno fatta», replicò Harry. «Sono molto dispiaciuti». «Non... non importa. Sarebbe commosso di vederti qui, Harry». Hagrid scoppiò in un gran singhiozzo. Portava una fascia da lutto nera fatta con una specie di straccio intinto nel lucido per stivali, e i suoi occhi erano gonfi, rossi e sporgenti. Harry gli diede una pacca consolatoria sul gomito, il punto più alto che riusciva a raggiungere. Dove lo seppelliamo? chiese. Nella foresta? Porca vacca, no! rispose Hagrid, asciugandosi gli occhi col lembo della camicia. Gli altri ragni non mi lasceranno mica avvicinare alle loro ragnatele, adesso che Aragog è morto. Ho scoperto che era solo per lui se non mi hanno mangiato. Ma ci credi, Harry? La risposta sincera era sì. Harry ricordava fin troppo bene quando lui e Ron si erano trovati faccia a faccia con le acromantule. Avevano chiarito senza ombra di dubbio che solo la presenza di Aragog aveva impedito loro di mangiarsi Agrid. Non c'è mai stato un posto della foresta dove non potevo andare. sospirò Agrid, scuotendo la testa. Mica è stato facile tirar fuori di là il corpo di Aragog. Te lo dico io. Di solito i morti se li mangiano, sai. Ma io volevo darci una bella sepoltura, un addio come si deve. Proruppe di nuovo in singhiozzi e Harry riprese a dargli pacche sul gomito, dicendo, perché la pozione sembrava suggerirlo, Il professor Lumacorno mi ha visto venire qua giù, Agrid. Non sei mica nei guai, eh? chiese lui alzando la testa allarmato. Lo so, è colpa mia. Non devi stare fuori dal castello la sera. No, no, quando ha saputo che cosa facevo, ha detto che piacerebbe anche a lui venire a rendere l'estremo omaggio ad Aragog, rispose Harry, e è andato a mettersi qualcosa di più adatto, credo, e ha detto che avrebbe portato delle bottiglie per bere alla memoria di Aragog. Davvero? domandò Agrid stupefatto e commosso insieme. Eh... È, è proprio carino da parte sua, no? E poi non ti denuncia nemmeno. Non ho mai avuto molto a che fare con Horace Lumacorno finora. Venire a vedere il vecchio Aragog che se ne va, eh? Beh, ci sarebbe piaciuto ad Aragog, sì. Harry era intimamente convinto che ciò che Aragog avrebbe più apprezzato di Lumacorno era la vasta quantità di carne, ma si limitò a spostarsi verso la finestra sul retro della capanna, da cui ebbe l'orrida visione dell'enorme ragno morto, disteso sul dorso, le zampe rannicchiate e aggrovigliate. Lo seppelliamo qui, Agrid, nel tuo giardino? Appena dietro il campo delle zucche, direi, rispose Hagrid con voce soffocata. Ho già scavato la... insomma, la fossa. Pensavo che potevamo dire qualcosa su di lui. Ricordi felici, sai. La sua voce tremò e si spezzò. Qualcuno bussò alla porta e lui andò ad aprire, soffiandosi il naso nell'enorme fazzoletto a pallini. Lumacorno varcò la soglia, con parecchie bottiglie fra le braccia. Portava una lugubre cravatta nera. Hagrid, esordì con voce profonda e contrita, mi spiace della tua perdita. Molto gentile da parte tua, replicò Hagrid. Grazie mille. E grazie che non hai punito Harry anche. Non me lo sarei mai sognato, ribatté Lumacorno. Triste notte, triste notte. Dov'è la povera creatura? Qui fuori, sospirò Hagrid con voce tremante. Dobbiamo... dobbiamo cominciare, allora uscirono in giardino. I raggi della luna che scintillava pallida tra gli alberi si mescolavano con la luce che dalla finestra illuminava il corpo di Aragog sul bordo di una grande fossa, accanto a un cumulo di terra alto tre metri. Magnifico! osservò Lumacorno avvicinandosi alla testa del ragno, dove otto occhi lattiginosi fissavano vuoti il cielo e due enormi tenaglie ricurve brillavano immobili alla luce lunare. A Harry parve di udire un tintinnio di bottiglie mentre Lumacorno si chinava sulle tenaglie osservando l'enorme testa pelosa. Mica tutti capiscono la loro bellezza! commentò Agrid alla schiena di Lumacorno con le lacrime che traboccavano dagli occhi ridotti a fessure. Non sapevo che ti interessavano le creature come Aragog, Horace! Se mi interessano, mio caro Agrid, io le venero! rispose l'Umacorno, allontanandosi dal corpo. Harry vide una bottiglia luccicare per un istante sotto il suo mantello, anche se Agrid, che si stava asciugando di nuovo gli occhi, non notò nulla. Ora procediamo alla sepoltura. Agrid annui e fece un passo avanti. Sollevò il gigantesco ragno tra le braccia e con un poderoso grugnito lo fece rotolare nella buca. La bestia urtò il fondo con un orribile tonfo scricchiolante. Agrid ricominciò a piangere. Naturalmente è difficile per te, che lo conoscevi più di tutti, osservò Lumacorno. Come Harry non arrivava oltre il gomito di Agrid, ma gli diede comunque qualche colpetto. Magari dirò io due parole. Deve aver spremuto da Aragog un sacco di ottimo veleno, pensò Harry, perché Lumacorno si avvicinò all'orlo della fossa con un cipiglio soddisfatto e declamò con voce lenta e solenne. Addio Aragog, re degli aracnidi, la cui lunga e fedele amicizia non sarà dimenticata da coloro che ti conobbero. Anche se il tuo corpo si decomporrà, il tuo spirito aleggia nei luoghi tranquilli e fitti di ragnatele della tua foresta natia. Possano i tuoi discendenti, dai molti occhi, prosperare, e i tuoi amici umani trovare consolazione per la perdita che hanno subito. È stato. è stato bello! ululò Agrid e crollò sul mucchio di terriccio, piangendo più forte che mai. Su, su. Lo rincuorò a lumacorno e agitò la bacchetta. La grossa pila di terra si alzò e poi ricadde con un tonfo soffocato sul ragno defunto in un cumulo regolare. Andiamo dentro a bere qualcosa. Reggilo dall'altra parte, Harry. Così. Vieni, Agrid, bravo. Depositarono Agrid su una sedia vicino al tavolo. Zanna, che durante il funerale era rimasto nascosto nel cesto, ora si avvicinò a passi soffici e posò la testa pesante in grembo al padrone, come faceva sempre. Lumacorno stappò una delle bottiglie di vino che aveva portato. Non ci sono veleni, le ho fatte provare tutte, assicurò a Harry, versando quasi tutta la bottiglia in uno dei boccali grossi come secchi di Agrid. Ho fatto assaggiare ogni bottiglia a un elfo domestico dopo quello che è successo al tuo povero amico Rupert. Harry si immaginò la faccia di Hermione se avesse sentito di questo abuso sugli elfi domestici e decise di non farne mai parola con lei. "Uno per Harry", continuò Lumacorno dividendo una seconda bottiglia in due boccali, "e uno per me". Bene, e levò alto il proprio. "Adaragog. Adaragog", ripeterono insieme Harry e Hagrid. Sia Lumacorno che Agrid bevvero molto, invece, Harry, illuminato dalla Felix Felicis, finse solo di mandar giù un sorso e poi posò il boccale sul tavolo. Ce l'avevo da quando era un uovo, rammentò Agrid malinconico. Era una cosina quando è uscito. Grande come un pechinese. Che dolce! commentò Lumacorno. Lo tenevo in un armadio sua scuola, finché. beh! Agrid si rabbugliò. Harry sapeva il perché. Tom Riddle era riuscito a farlo espellere da scuola, con l'accusa di aver aperto la camera dei segreti. Ma l'Umacorno non sembrava ascoltare. Stava fissando il soffitto, da cui pendevano parecchie pentole di ottone, e anche una lunga matassa setosa, di lucenti peli bianchi. Non sarà pelo di unicorno, Agrid. Sì, certo, rispose lui non curante. Gli viene via dalla coda, si impigliano nei rami della foresta, sai. Ma mio caro amico, hai un'idea di quanto vale? Lo uso per legare le bende se una creatura si fa male, replicò Agrid con un'alzata di spalle. È utilissimo, molto robusto, sai? L'umacorno bevve un altro gran sorso dal suo boccale. Il suo sguardo attento si spostava per la capanna, in cerca di nuovi tesori da convertire in un'abbondante scorta di idromele barricato, anana scandito e giacche da camera di velluto. Riempì di nuovo il proprio boccale e quello di Hagrid e interrogò il gigante sulle creature della foresta e su come riuscisse a prendersene cura. Agrid, diventato espansivo sotto l'influenza dell'alcol e dell'interesse di Lumacorno, smise di asciugarsi gli occhi e si tuffò in un'allegra dissertazione sull'allevamento degli asticelli. A questo punto la Felix Felicis diede a Harry come un colpo di gomito facendogli notare che la scorta di alcol si stava rapidamente esaurendo. Lui non era ancora arrivato a eseguire l'incantesimo rabbocco senza pronunciarlo ad alta voce, ma quella sera l'idea di non riuscirci era ridicola. Infatti Harry sorrise, mentre all'insaputa di Agri del Lumacorno, che si stavano scambiando racconti sul traffico illegale di uova di drago, puntava di nascosto la bacchetta verso le bottiglie semivuote, che subito si riempirono. Dopo un'ora, Hagrid e Lumacorno cominciarono a fare brindisi bizzarri, a Hogwarts, a Silente, al vino elfico e a... Harry Potter! urlò Hagrid, versandosi un po del quattordicesimo secchio di vino sul mento. Oh sì! gridò Lumacorno con voce un po' incerta. A Perry Potter! Il ragazzo prescelto che... Beh, eh, qualcosa del genere, borbottò e bevve d'un fiato a sua volta. Dopo non molto, Agrid si fece di nuovo piagnucoloso e consegnò tutta quanta la coda di unicorno al collega, che la intascò urlando. All'amicizia, alla generosità, ai dieci galeoni al pelo! Poco dopo, Agrid e l'Umacorno stavano seduti abbracciati e cantavano una lenta canzone triste su un mago morente di nome Odo. Ah, i migliori muoiono giovani borbottò Agrid scivolando sul tavolo, un po strabico, mentre Lumacorno continuava a gorgeggiare il ritornello. Il mio papà non era così vecchio da andare, e nemmeno la tua mamma e il tuo papà, Harry. Grosse e grasse lacrime gli colarono di nuovo dagli angoli degli occhi. Afferrò il braccio di Harry e lo scosse. Strego e maga migliori di loro, non ne ho mai conosciuti. Terribile, terribile. Lumacorno cantò lamentoso. E Odo, l'eroe riportarono a casa, nel luogo dorato di sua fanciullezza. Sepolto egli fu col cappello a rovescio e mezza bacchetta. Ahimè, che tristezza! Terribile, grugnì Agrid. Il testone irsuto gli rotolò di lato sulle braccia e si addormentò di colpo, russando forte. Mi spiace, biascicò Lumacorno con un singhiozzo. Sono stonato da far paura. Agrid non parlava del suo modo di cantare, mormorò Harry. Parlava della morte dei miei genitori. Oh! fece Lumacorno, soffocando un rutto. Oh, caro. Eh, sì, è stato. è stato davvero terribile. Terribile, terribile! Non sapeva cosa dire e così tornò a riempire i boccali. Non. non te lo ricordi, Harry, vero? chiese un po' impacciato. No. Beh, avevo solo un anno quando sono morti, replicò Harry, lo sguardo puntato sulla fiamma della candela che ondeggiava con il russare di Hagrid. Ma nel frattempo ho scoperto quello che accadde. Mio padre morì per primo, lo sapeva? Io no, rispose l'umacorno con voce soffocata. Sì, Voldemort lo uccise e poi scavalcò il suo corpo per andare da mia madre, raccontò Harry. Lumacorno rabbrividì, ma sembrava incapace di distogliere lo sguardo orripilato dal volto di Harry. Le disse di togliersi di mezzo, continuò Harry implacabile. A me ha detto che lei non doveva morire, voleva solo me, lei poteva fuggire. Oh cielo, esalò Lumacorno, poteva, non c'era bisogno, è orribile. Vero? disse Harry, la voce poco più di un sussurro, ma lei non si mosse. Mio padre era già morto, ma lei non voleva che morissi anch'io. Cercò di supplicare Voldemort, ma lui rise. Basta! esclamò l'Umacorno all'improvviso, alzando una mano tremante. Davvero, ragazzo mio, basta! Io sono vecchio! Non devo sentire! Non voglio sentire! Me l'ero dimenticato! mentì Harry, guidato dalla Felix Felicis. Lei la ammirava, vero? Se la ammiravo! chiese Lumacorno, gli occhi colmi di lacrime. Non riesco a immaginare chi non potesse, dopo averla conosciuta, così coraggiosa, così divertente. È stata una cosa assolutamente orribile. Ma lei non vuole aiutare suo figlio, disse Harry. Mia madre mi ha dato la sua vita, ma lei non vuole darmi un ricordo. Il russare tonante di Agrid riempiva la capanna. Harry fissò gli occhi pieni di lacrime di Lumacorno, che sembrava incapace di distogliere lo sguardo. Non dire così, sussurrò. Non è questione di... se fosse per aiutare te, naturalmente. Ma non serve a nulla. Serve, insistette Harry con voce chiara. Silente ha bisogno di informazioni. Io ho bisogno di informazioni. Sapeva di essere al sicuro. La Felix gli stava dicendo che Lumacorno non avrebbe ricordato nulla la mattina dopo. Guardandolo dritto negli occhi, si chinò appena verso di lui. Io sono il prescelto. Io devo ucciderlo. Io ho bisogno di quel ricordo. Lumacorno divenne più pallido che mai. La sua fronte scintillava di sudore. Tu sei davvero il prescelto? Certo che lo sono, rispose Harry tranquillo. Ma allora... «Mio caro ragazzo, mi chiedi molto. Mi chiedi, in effetti, di aiutarti nel tentativo di distruggere...» «Non vuole liberarsi del mago che uccise Lily Evans?» «Harry, Harry, certo che sì, ma...» «Ha paura che lui scopra che mi ha aiutato?» Lumacorno non disse nulla. Era terrorizzato. «Sia coraggioso come mia madre, professore!» Lumacorno levò una mano tozza e si premette le dita tremanti sulla bocca. Per un attimo parve un neonato enormemente cresciuto. Non vado fiero! sussurrò tra le dita. Mi vergogno di quello. di quello che il ricordo mostra. Credo di aver provocato un grosso danno quel giorno. Rimedirebbe a qualsiasi danno consegnandomi il ricordo, dichiarò Harry. Sarebbe un'azione molto coraggiosa e nobile. Agrid si agitò nel sonno e continuò a russare. L'umacorno e Harry si fissarono sopra la candela esitante. Calò un lungo, lungo silenzio, ma la Felix Felicis disse a Harry di non romperlo, di aspettare. Poi, molto lentamente, l'umacorno si mise la mano in tasca ed estrasse la bacchetta. Infilò l'altra mano nel mantello e prese una bottiglia vuota. Senza levare gli occhi da Harry, si sfiorò la tempia con la bacchetta e ne staccò un lungo argente o filo di memoria appeso alla punta. Il ricordo si tese sempre di più finché non si spezzò e dondolò luminoso e opalescente. L'Umacorno lo depose nella bottiglia dove si acciambellò, poi si dilatò, vorticando come gas, tappò la bottiglia con mano tremante e la passò sopra il tavolo a Harry. Grazie mille, professore. «Sei un bravo ragazzo», piagnucolò Lumacorno con le lacrime che gli colavano dalle guance grasse ai baffoni da tricheco. «E hai i suoi occhi, però non pensare troppo male di me quando lo vedrai». E anche lui posò la testa sulle braccia, sospirò profondamente e si addormentò. L'Orcrux Mentre tornava furtivo al castello, Harry sentì l'effetto della Felix Felicis dissiparsi. La porta d'ingresso era rimasta aperta, ma al terzo piano incontrò Peeves ed evitò la punizione per un pelo, tuffandosi in una delle sue scorciatoie. Quando arrivò al ritratto della signora Grassa e si sfilò il mantello dell'invisibilità, non fu sorpreso di trovarla assai poco collaborativa. Secondo te che ore sono? Mi spiace tanto, sono dovuto uscire, era una cosa importante. Beh, la parola d'ordine è cambiata a mezzanotte, quindi ti toccherà dormire in corridoio, sai? Sta scherzando, esclamò Harry. Perché è cambiata a mezzanotte? È così e basta, rispose la signora grassa. Se non ti sta bene, vai a discuterne col preside. È lui che ha rafforzato la sorveglianza. Fantastico, mormorò Harry, guardando il duro pavimento. Davvero straordinario. Sì, andrei a discuterne con Silente se fosse qui, perché è per lui che io... E' qui! intervenne una voce alle sue spalle. Il professor silente è tornato a scuola un'ora fa. Nick, quasi senza testa, veleggiava verso Harry, la testa ciondolante come al solito sulla gorgiera. L'ho saputo dal barone sanguinario che l'ha visto arrivare, aggiunse Nick. Secondo il barone è di buon umore, ma un po' stanco, naturalmente. Dov'è? Chiese Harry con un tuffo al cuore. Oh, è su che geme e scuote catene sulla torre di astronomia. È uno dei suoi passatempi preferiti. Non il barone sanguinario, silente. Oh, nel suo ufficio? replicò Nick. Da quanto ha detto il barone, aveva delle cose da fare prima di andare a letto. Altro che, ribatté Harry, esaltato all'idea di dire a Silente che si era impadronito del ricordo. Si voltò di scatto e ripartì di gran carriera, ignorando la signora Grassa che gli urlava dietro: Torna qui! D'accordo, ho mentito! Ero scocciata perché mi hai svegliata! La parola d'ordine è ancora verme solitario! Ma Harry sfrecciava già nel corridoio e, dopo qualche minuto, diceva Bignè al caramello al gargo il di Silente che si aprì sulla scala a chiocciola: Avanti! Invitò silente quando Harry bussò. Dalla voce sembrava sfinito. Harry aprì la porta. L'ufficio era sempre lo stesso, ma con cieli neri disseminati di stelle, oltre le finestre. Harry, lo accolse silente, sorpreso, a che cosa devo questo assai tardo piacere? Signore, ce l'ho. Ho il ricordo di Lumacorno. Harry prese la bottiglietta di vetro e la mostrò a Silente. Per qualche istante il preside la fissò, sbalordito. Poi il suo volto si distese in un gran sorriso. Harry, è una notizia straordinaria. Bravissimo, davvero. Sapevo che ce l'avresti fatta. Senza più pensare allora, si avvicinò a Harry, gli prese di mano la bottiglia e andò all'armadietto dove teneva il pensatoio. E adesso... Proseguì posando il bacile di pietra sulla scrivania e vuotandovi dentro il contenuto della bottiglia. «Adesso, finalmente, vedremo. Harry, presto!» Harry si chinò obbediente sul pensatoio e sentì i piedi staccarsi dal pavimento. Cadde nel buio e per la seconda volta atterrò nell'ufficio di Lumacorno, molti anni prima. Era sempre lui, più giovane, con i capelli color paglia fitti e lucidi e i baffoni biondo rossicci. Era comodamente seduto in poltrona, i piedi appoggiati a un puff di velluto. Con una mano reggeva un bicchiere di vino, con l'altra frugava in una scatola di ananas candito. E tra gli studenti seduti attorno a lui c'era Tom Riddle, l'anello nero e oro di marvolo che gli scintillava al dito. Silente atterrò accanto a Harry proprio quando Riddle stava chiedendo «Signore, è vero che la professoressa Merritot va in pensione?» Tom, Tom, anche se lo sapessi non potrei dirtelo, rispose l'Umacorno, agitando il dito a modo di rimprovero e facendogli intanto l'occhiolino. Ammetto che mi piacerebbe sapere da dove prendi le tue informazioni, ragazzo. Ne sai più di metà del corpo insegnanti, davvero. Riddle sorrise. Gli altri ragazzi risero e lo guardarono ammirati. Con la tua inquietante capacità di scoprire le cose che non dovresti sapere e la tua abile adulazione verso coloro che contano. Grazie per l'ananas, fra parentesi. Hai ragione, è il mio preferito. Parecchi ragazzi ridacchiarono di nuovo. Mi aspetto che tu diventi ministro della magia entro vent'anni. Quindici, se continui a mandarmi ananas. Io ho ottimi contatti al ministero. Tom Riddle si limitò a sorridere, mentre gli altri ridevano. Harry notò che non era affatto il più anziano del gruppo, ma tutti lo guardavano come se fosse il loro leader. Non so se sono adatto alla politica, signore, replicò quando la risata si fu spenta. Non vengo dall'ambiente giusto, innanzitutto. Due dei ragazzi si scambiarono un sorrisetto. Harry pensò che per loro doveva essere una specie di scherzo. Sapevano o sospettavano del celebre antenato del loro capo. Sciocchezze, tagliò corto Lumacorno. Con capacità come le tue è lampante che discendi da una rispettabile stirpe magica. No, andrai lontano, Tom. Non mi sono mai sbagliato su uno studente. L'orologino d'oro sulla sua scrivania batté le undici, e lui si voltò a guardarlo. Cielo, è già così tardi. È meglio che cominciate ad andare, ragazzi, o ci metteremo tutti nei guai. L'estrange, voglio la tua relazione per domani o finirai in punizione. Lo stesso vale per te, Avery. Uno dopo l'altro, i ragazzi uscirono. L'umacorno si alzò dalla poltrona e mise il bicchiere vuoto sulla scrivania. Un movimento alle sue spalle lo fece voltare. Riddle era ancora lì. Attento, Tom! lo ammonì. Non vorrai farti sorprendere fuori dal letto nelle ore proibite, sei anche un prefetto. Signore, volevo chiederle una cosa. Chiedi, ragazzo mio, chiedi. Signore, mi domandavo che cosa sa degli. degli ORCRUX. L'UMACORNO lo fissò mentre le grosse dita accarezzavano distrattamente lo stelo del bicchiere. È una ricerca per difesa contro le arti oscure? Ma Harry capì che l'UMACORNO sapeva benissimo che non si trattava di un compito. Non proprio, signore, rispose Riddle. Mi sono imbattuto in questa parola leggendo e non l'ho capita bene. No, insomma, è molto difficile trovare a Hogwarts un libro che parli degli orcrux, Tom. È roba molto oscura, molto oscura davvero, ribatté Lumacorno. Ma ovviamente lei sa tutto in proposito, signore. Voglio dire, un mago come lei... Mi scusi, insomma, se non me lo può dire, è chiaro. Ma vede, se c'è qualcuno che può, questo è lei. Così ho pensato di chiederle... Era molto abile, pensò Harry. Le esitazioni, il tono disinvolto, l'adulazione misurata, niente di eccessivo. Lui, Harry, aveva fin troppa esperienza nel cercare di ottenere risposte da persone riluttanti per non riconoscere un maestro all'opera. Sapeva che Riddle desiderava molto, moltissimo quell'informazione. Forse aspettava quel momento da settimane. Beh continuò Lumacorno, giocherellando con il nastro della scatola di ananas, senza guardare Riddle. «Beh, non può esserci niente di male a darti un'idea, solo perché tu capisca il termine. Si definisce Orcrux, un oggetto nel quale una persona ha nascosto parte della sua anima». «Però, signore, non riesco a comprendere come funzioni», insistette Riddle. La sua voce era attentamente controllata, ma Harry ne avvertì l'emozione. Beh, si spacca l'anima, capisci? rispose Lumacorno, e se ne nasconde una parte in un oggetto al di fuori del corpo. Quindi, anche se il corpo viene colpito o distrutto, non si può morire, perché parte dell'anima resta legata alla terra, intatta. Ma naturalmente l'esistenza in una simile forma... Il volto di Lumacorno si accartocciò. Harry ricordò le parole che aveva udito quasi due anni prima. Fui strappato via dal mio corpo, diventai meno che spirito, meno del più miserabile fantasma. Eppure ero vivo. Pochi la vorrebbero, Tom, davvero pochi. La morte sarebbe preferibile. Ma la bramosia di Riddle era ormai evidente. Aveva un'espressione avida, incapace di nascondere il suo desiderio. Come si fa a spaccare l'anima? Ecco! fece l'umacorno a disagio. Tieni a mente che l'anima deve restare integra e indivisa. Spaccarla è un atto di violenza, è contro natura. Ma come si fa? Con un'azione malvagia, l'azione malvagia suprema. Commettendo un omicidio, uccidere lacera l'anima. Il mago che intende creare un orcrux usa il danno a suo vantaggio. Rinchiude la parte strappata. Rinchiude. Ma come? Esiste una formula, non chiedermela, non la so, sbottò Lumacorno, scuotendo la testa come un vecchio elefante irritato dalle zanzare. Ti sembra che l'abbia provata? Ti sembro un assassino? No, signore, certo che no, replicò subito Riddle. Mi dispiace, non volevo offenderla. Ma no, ma no, non mi sono offeso, borbottò Lumacorno. È naturale provare un po' di curiosità per queste cose. I maghi di un certo calibro sono sempre stati attratti da questo aspetto della magia. Sì, signore, convenne Riddle. Quello che non capisco però è solo una curiosità, voglio dire. Un solo orcrux sarebbe utile. Si può strappare l'anima solo una volta. Non sarebbe meglio, per rendersi più forti, dividere l'anima in più parti? Per esempio, sette non è il numero magico più potente e sette non. Per la barba di Merlino, Tom! guai Lumacorno. Sette. Non è già abbastanza orribile pensare di uccidere una persona? E in ogni caso, dividere l'anima è orribile, ma strapparla in sette pezzi. Lumacorno era profondamente turbato. Fissava Riddle come se non l'avesse mai davvero visto, e Harry capì che rimpiangeva di essersi avventurato in quella conversazione. Comunque, borbottò, sono tutte ipotesi, no? Tutta accademia. Sì, signore, certo, si affrettò a rispondere Riddle. E in ogni caso, Tom. Tieni per te quello che ti ho detto, cioè quello che abbiamo discusso. Alla gente non piacerebbe sapere che parliamo di Orcrux. È un argomento bandito a Hogwarts. Silente e severissimo a questo proposito. Non dirò una parola, signore, assicurò Riddle, e uscì, ma non prima che Harry ne avesse colto l'espressione. La stessa gioia selvaggia di quando aveva scoperto di essere un mago, una gioia che non donava i suoi bei lineamenti, ma in qualche modo li rendeva meno umani. Grazie, Harry, mormorò Silente. Andiamo. Quando Harry atterrò sul pavimento dell'ufficio, Silente era già seduto dietro la scrivania. Anche il ragazzo si accomodò e aspettò che l'altro parlasse. Da molto tempo speravo di ottenere questa prova, disse infine Silente. Conferma la teoria sulla quale sto lavorando. Mi dice che ho ragione e anche quanto ancora resta da fare. Harry notò all'improvviso che ognuno dei presidi nei ritratti sulle pareti era sveglio e ascoltava. Un mago corpulento dal naso rosso si era armato di cornetto acustico. Bene, Harry, riprese Silente. Sono sicuro che hai colto l'importanza di quanto abbiamo appena udito. Alla stessa età che tu hai ora, mese più, mese meno, Tom Riddle stava cercando in ogni modo di scoprire come rendersi immortale. Lei quindi crede che ci sia riuscito, signore? chiese Harry. Ha creato un Orcrux, ed è per questo che non è morto quando mi ha attaccato. Aveva un Orcrux nascosto da qualche parte. Una parte della sua anima era al sicuro. Una parte, o forse più, annui silente. Hai sentito, Voldemort? Quello che voleva davvero da Horace era un'opinione su cosa sarebbe successo al mago che avesse creato più di un orcrux, al mago tanto deciso a sfuggire alla morte da uccidere molte volte, da strappare ripetutamente la sua anima, in modo da depositarla in molti orcrux nascosti in luoghi separati. Non c'era libro che potesse dargli quell'informazione. Per quanto ne so, per quanto di certo ne sapeva Voldemort, Nessun mago ha mai diviso la propria anima in più di due parti. Silente si interruppe per un attimo, riordinando i pensieri, e aggiunse. Quattro anni fa ottenni una prova certa che Voldemort aveva diviso la sua anima. Dove? chiese Harry. Come? Me l'hai data tu, Harry, rispose Silente. Il diario, il diario di Riddle, quello che spiegava come riaprire la Camera dei Segreti. Non capisco, signore. Beh, anche se io non ho visto il Riddle che uscì dal diario, quello che mi descrivesti era un fenomeno al quale io non avevo mai assistito. Un puro ricordo che agisce e pensa da solo. Un puro ricordo che succhia la vita della ragazza che l'ha trovato. No, qualcosa di assai più sinistro era vissuto dentro quel libro. Un frammento d'anima. Ne ero quasi certo. Il diario era un orcrux. Quello che mi affascinava e mi preoccupava di più era che quel diario fosse stato concepito non solo come una difesa, ma anche come un'arma. Continuo a non capire, ammise Harry. Insomma, funzionava come un orcrux. Il frammento di anima nascosto all'interno era protetto e di certo aveva avuto la sua parte nell'evitare la morte del proprietario. Ma senza dubbio Riddle voleva che quel diario venisse letto, che il frammento della sua anima abitasse o possedesse qualcun altro, in modo che il mostro di Serpe Verde venisse nuovamente scatenato. Beh, non voleva che il suo duro lavoro andasse sprecato, commentò Harry. Voleva che si sapesse che era lui l'erede di Serpe Verde, perché tanti anni prima non aveva potuto attribuirsene il merito. Più o meno, convenne Silente. Ma vedi, Harry, se voleva che il diario finisse in mano a uno studente di Hogwarts o addirittura ne prendesse possesso, dimostrava anche una sorprendente indifferenza per quel prezioso frammento della sua anima. Lo scopo di un Orcrux, come ha spiegato il professor Lumacorno, è di mantenere parte di sé nascosta e protetta, non di scaraventarla sul cammino di qualcun altro e rischiare che venga distrutta, come in effetti è successo. Quel particolare brandello d'anima non esiste più. Hai provveduto tu alla sua fine. La noncuranza con cui Voldemort dispose di quell'Orcrux mi parve assolutamente sinistra. Mi fece pensare che avesse creato o progettato di creare altri Orcrux, in modo che la perdita del primo non fosse tanto grave. Non volevo crederci, ma nient'altro aveva senso. Poi, due anni dopo, tu mi dicesti che la notte in cui Voldemort era tornato nel suo corpo aveva fatto una dichiarazione illuminante e terribile ai suoi mangiamorte. Io, che mi sono spinto più in là di ogni altro sul sentiero che conduce all'immortalità, questo mi riferisti, più in là di ogni altro. E io pensai di aver capito che cosa intendeva, anche se i mangiamorte no. Si riferiva ai suoi orcrux. Al plurale, Harry, che non credo alcun altro mago abbia mai posseduto. Eppure tutto tornava. Lord Voldemort sembrava essere diventato meno umano col passare degli anni e la trasformazione che aveva subito mi sembrava comprensibile solo se la sua anima fosse stata mutilata oltre i confini di quello che potremmo definire il male corrente. Quindi ha reso se stesso impossibile da uccidere, assassinando altre persone? domandò Harry. Perché non poteva farsi una pietra filosofale, o rubarne una, se era così interessato all'immortalità? Beh, sappiamo che ci provò cinque anni fa, rispose silente, ma ritengo che una pietra filosofale fosse meno interessante degli orcrux agli occhi di Voldemort, per svariate ragioni. L'elisir di lunga vita, in effetti, protrae l'esistenza ma deve essere bevuto regolarmente per tutta l'eternità se si vuole rimanere immortali. Voldemort sarebbe stato quindi del tutto dipendente dall'Elisir, e se quello fosse finito, o fosse stato contaminato, o se la pietra fosse stata rubata, sarebbe morto come chiunque altro. A Voldemort piace agire da solo, ricordi? Deve aver trovato intollerabile l'idea di dipendere da qualcosa, perfino dall'Elisir. Certo, era pronto a berlo per liberarsi dall'orribile semivita alla quale era condannato dopo averti aggredito, ma solo per riacquistare un corpo. Dopodiché sono convinto che intendesse contare sugli Horcrux. Non gli sarebbe servito altro se solo fosse riuscito a riprendere una forma umana. Era già immortale, capisci? O vicino all'immortalità, quanto un umano può esserlo. Ma ora, Harry, armati di questa informazione di questo fondamentale ricordo che sei riuscito a ottenere. Siamo più vicini che mai al segreto di come eliminare Lord Voldemort. L'hai sentito, Harry? Non sarebbe meglio, per rendersi più forti, dividere l'anima in più parti? Sette non è il numero magico più potente? Sette non è il numero magico più potente? Sì, credo che l'idea di un'anima divisa in sette parti fosse molto attraente per Lord Voldemort. Ha creato sette orcrux, esclamò Harry orripilato, mentre parecchi ritratti sulle pareti manifestavano pari spavento e indignazione. Ma potrebbero essere in qualunque punto del mondo, nascosti, sepolti o invisibili. Sono lieto che tu comprenda l'enormità del problema, ribatté silente e tranquillo. Ma innanzitutto no, Harry, non sette orcrux, sei. La settima parte della sua anima, per quanto mutilata, risiede nel suo corpo rigenerato. Quella è la parte che ha vissuto un'esistenza da spettro per tanti anni durante il suo esilio. Senza di essa, lui non esiste. Quel settimo pezzo di anima è l'ultimo che chiunque desideri uccidere Voldemort dovrà aggredire: il pezzo che vive dentro il suo corpo. Ma allora i sei Horcrux chiese Harry disperato, come faremo a trovarli? Tu dimentichi, ne hai già distrutto uno e io ne ho distrutto un altro. Davvero? domandò Harry con ardore. Proprio così? Silente, levò la mano annerita e bruciata. L'anello, Harry, l'anello di marvolo. Una terribile maledizione lo proteggeva. Se non fosse stato, perdonami la mancanza di modestia. Per la mia straordinaria abilità e per l'intervento tempestivo del professor Piton, quando sono tornato a Hogwarts terribilmente ferito, forse non sarei qui a raccontarlo. Tuttavia, una mano raggrinzita non è un prezzo irragionevole per un settimo dell'anima di Voldemort. L'anello non è più un orcrux. Ma come ha fatto a trovarlo? Beh, come ora sai. Da molti anni il mio obiettivo primario è scoprire tutto il possibile sul passato di Voldemort. Ho viaggiato molto, visitando i luoghi che conobbe un tempo. Mi sono imbattuto nell'anello, nascosto tra le rovine di casa Gant. Pare che da quando Voldemort riuscì a sigillare al suo interno un frammento della propria anima, non abbia più voluto portarlo. Lo nascose, protetto da molti potenti incantesimi, nella baracca. Dove erano vissuti un tempo i suoi antenati, dopo che Morfin era stato portato ad Azkaban, naturalmente, senza sospettare che un giorno mi sarei preso la briga di visitarla o che avrei cercato le tracce di nascondigli magici. Tuttavia non dobbiamo entusiasmarci troppo. Tu hai distrutto il diario e io l'anello. Ma se la nostra teoria di un'anima divisa in sette parti è esatta, restano quattro Orcrux. «E potrebbero essere qualunque cosa?» chiese Harry. «Potrebbero essere vecchi barattoli o, non so, bottiglie vuote di pozioni?» «Tu pensi alle passaporte, Harry, che devono necessariamente essere oggetti normali, in modo da passare inosservate. Ma, Lord Voldemort, usare barattoli o vecchie bottiglie per proteggere la sua preziosa anima? Dimentichi quello che ti ho mostrato. A Lord Voldemort piaceva collezionare trofei antichi e potenti.» Il suo orgoglio, la convinzione della propria superiorità, la decisione di ricavarsi un posto stupefacente nella storia magica, tutto ciò mi suggerisce che abbia scelto i suoi orcrux con una certa cura, privilegiando beni degni dell'onore. Il diario non era poi così speciale. Il diario, come hai detto tu, era la prova che lui è l'erede di Serpeverde. Sono sicuro che Voldemort lo considerasse di immensa importanza. E allora gli altri Orcrooks? incalzò Harry. Crede di sapere che cosa sono, signore? Posso solo azzardare ipotesi, rispose silente. Per le ragioni che ti ho già esposto, credo che Lord Voldemort preferisca manufatti di una certa nobiltà. Quindi ho indagato nel suo passato per cercare le prove della scomparsa di oggetti significativi. Il medaglione esclamò Harry. La coppa di tassofrasso. Silente sorrise. Sarei pronto a scommettere, forse non la mano che mi resta, ma almeno un paio di dita, che quelli sono diventati gli Orcrux numero tre e quattro. Gli altri due, sempre supponendo che ne abbia creati sei in tutto, sono più problematici. Ma azzarderò l'ipotesi che, essendosi assicurato trofei di tasso frasso e serpe verde, abbia deciso di rintracciarne altri, posseduti da Grifondoro o Corvo Nero. Quattro oggetti dei quattro fondatori avrebbero esercitato sull'immaginazione di Voldemort un'attrattiva irresistibile. Non so dire se sia riuscito a trovare qualcosa di Corvo Nero. Ho però la certezza che il solo cimelio noto di Grifondoro è al sicuro. Silente puntò le dita annerite verso la parete alle proprie spalle, dove una spada tempestata di rubini riposava in una teca di vetro. Crede che fosse quella la ragione per cui voleva tanto tornare a Hogwarts, signore? domandò Harry. Per trovare oggetti degli altri fondatori? È precisamente la mia opinione, confermò Silente. Ma purtroppo questo non ci permette di fare molti progressi, perché venne allontanato, almeno credo, senza avere la possibilità di perquisire la scuola. Sono costretto a concludere che non realizzò la sua ambizione di collezionare quattro oggetti dei fondatori, ne aveva di sicuro due, può averne trovato un terzo. Questo è il meglio che possiamo fare per il momento. Se anche ha trovato qualcosa di corvo nero o di grifondoro, resta un sesto Horcrux, rifletté Harry contando sulle dita, a meno che non li abbia trovati tutti e due. Non credo, replicò Silente. Penso di sapere che cos'è il sesto Horcrux. Cosa dici se ti confesso che è da un po' che mi incuriosisce il comportamento del serpente, Nagini? Il serpente, ripeté Harry stupito, si possono usare gli animali come Horcrux? Beh, non è consigliabile, perché affidare una parte della propria anima a qualcosa che può pensare e muoversi autonomamente è molto rischioso. Tuttavia, se i miei calcoli sono corretti, a Voldemort mancava ancora un orcrux quando entrò nella casa dei tuoi genitori con l'intenzione di ucciderti. Pare che abbia associato la creazione degli orcrux a morti particolarmente significative. La tua, certo, lo sarebbe stata. Era convinto che uccidendo te avrebbe distrutto il pericolo annunciato dalla profezia. Credeva di rendersi invincibile. Sono sicuro che intendeva creare il suo ultimo Orcrux con la tua morte. Come sappiamo, fallì. Dopo un intervallo di alcuni anni, però, usò Nagini per uccidere un vecchio babbano e può darsi che gli sia venuto in mente allora di trasformarla nel suo ultimo Orcrux. Lei sottolinea il legame coi Serpeverde, ciò che alimenta la mistica di Lord Voldemort. Credo che le sia più affezionato che a qualsiasi altra cosa. Di sicuro ama averla vicina e sembra esercitare su di lei un controllo insolito, persino per un rettilofono. E così, riepilogò Harry: il diario è distrutto, l'anello è distrutto, la coppa, il medaglione e il serpente sono ancora intatti. E secondo lei ci potrebbe essere un orcrux che un tempo appartenne a Corvo Nero o a Grifondoro? Una sintesi ammirevole, approvò Silente. Quindi lei li sta ancora cercando, signore? È questo che fa quando lascia la scuola? Esatto. Cerco da molto tempo. Penso che forse potrei essere vicino a trovarne un altro. Ci sono segni promettenti. E se ci riesce, aggiunse subito Harry, posso venire a eliminarlo con lei? Silente guardò Harry con molta intensità, poi rispose «Sì, credo di sì!» «Davvero?» «Oh, sì!» confermò Silente con un sorrisetto. «Mi sembra che te ne sia guadagnato il diritto!» Harry si sentì il cuore più leggero. Era così bello non ascoltare ammonimenti e rimproveri per una volta. I presidi sulle pareti furono meno entusiasti. Harry notò che alcuni scuotevano la testa e Fineas Nigellus addirittura sbuffò. Voldemort sa quando un orcrux viene distrutto, signore? Riesce a percepirlo? chiese Harry ignorandoli. Una domanda molto interessante, Harry. Direi di no. Credo che Voldemort sia ormai troppo imbevuto di male, e che sia stato troppo a lungo lontano da queste parti di se stesso per provare quello che proviamo noi. Forse, in punto di morte, potrebbe rendersi conto della sua perdita, ma non ha saputo, per esempio, che il diario era stato distrutto finché non ha estorto la verità a Lucius Malfoy. Quando ha scoperto che quel prezioso oggetto era stato mutilato e privato di tutti i suoi poteri, mi dicono che la sua rabbia sia stata uno spettacolo terribile. Ma io credevo che avesse detto lui a Lucius Malfoy di introdurre il diario a Hogwarts. Sì, anni fa, quando era certo di poter creare altri orcrux. A ogni modo Lucius avrebbe dovuto aspettare l'ordine che non ricevette mai, perché Voldemort scomparve poco dopo avergli consegnato il diario. Senza dubbio pensava che Lucius non avrebbe osato fare altro se non custodire l'orcrux con cura, ma si fidò troppo del timore di Lucius per un padrone sparito da anni e creduto morto. Certo, Malfoy non sapeva che cos'era il diario. Ritengo che Voldemort gli avesse detto solo che era stato abilmente incantato perché facesse riaprire la Camera dei Segreti. Se Lucius avesse saputo di tenere tra le mani una parte dell'anima del suo padrone, l'avrebbe trattata con maggiore riguardo. Invece si dedicò al compimento di un vecchio progetto personale. Facendo ritrovare il diario alla figlia di Arthur Weasley, sperava di screditare lui, farmi buttare fuori da Hogwarts e liberarsi di un oggetto altamente incriminante in un colpo solo. Ah, povero Lucius! Fra la rabbia di Voldemort per l'Orcrux e il fiasco al ministero l'anno scorso. Non mi sorprenderei se fosse segretamente felice di trovarsi al sicuro ad Azkaban. Harry tacque, immerso nei suoi pensieri. Poi chiese: Quindi, se tutti i suoi ORCRUX venissero distrutti, Voldemort potrebbe essere ucciso? Sì, credo di sì, rispose Silente. Senza i suoi ORCRUX, Voldemort sarà un uomo mortale con un'anima mutilata e ridotta. Non dimenticare mai, però. Che anche se la sua anima è irrimediabilmente danneggiata, il suo cervello e il suo potenziale magico restano intatti. Ci vorranno abilità e poteri fuori dal comune per uccidere un mago come Voldemort, anche senza i suoi orcrux. Ma io non possiedo abilità e poteri fuori dal comune, si lasciò sfuggire Harry. Sì, invece, ribatté Silente con decisione. Tu hai un potere che Voldemort non ha mai posseduto. Tu sei capace. Lo so, sbottò Harry. Io sono capace di amare. Fu solo con difficoltà che si trattenne dall'aggiungere: bell'affare. Sì, Harry. Tu sei capace di amare. ripeté Silente, che aveva l'aria di sapere benissimo cosa Harry avesse appena taciuto. E questa, dopo tutto quello che ti è successo, è una dote enorme e importante. Sei ancora troppo giovane per capire quanto sei straordinario. Quindi quando la profezia dice che io avrò un potere a lui sconosciuto, intende solo l'amore? chiese Harry un po' deluso. Sì, solo l'amore, confermò silente. Ma Harry, non dimenticare mai che la profezia ha valore solo perché Voldemort ha fatto in modo che l'avesse. Te l'ho detto alla fine dello scorso anno. Voldemort ha scelto te come la persona più pericolosa per lui, e così facendo ti ha reso la persona più pericolosa per lui. Alla fine è lo stesso. No, non lo è, esclamò silente con impazienza. Gli puntò contro la mano nera e raggrinzita. Stai dando troppa importanza alla profezia. Ma, balbettò Harry, ma lei ha detto che la profezia significa se Voldemort... Non avesse mai sentito parlare della profezia? Si sarebbe realizzata? Avrebbe avuto un senso? Certo che no. Credi che tutte le profezie della sala delle profezie si siano compiute? Ma! fece Harry sconvolto. Ma l'anno scorso lei ha detto che uno di noi dovrà uccidere l'altro! Harry, Harry! Solo perché Voldemort ha commesso un grave errore e ha agito secondo le parole della professoressa Trelonei. Se non avesse mai ucciso tuo padre, ti avrebbe provocato un furioso desiderio di vendetta? Certo che no. Se non avesse costretto tua madre a morire per te, ti avrebbe conferito una protezione magica che non sarebbe riuscito a penetrare? Certo che no, Harry. Non capisci? Voldemort stesso ha creato il suo peggior nemico, come fanno ovunque i tiranni. Hai idea di quanto i tiranni temano coloro che opprimono? Sanno benissimo che un giorno, tra quelle molte vittime, ce ne sarà certamente una che si leverà contro di loro e reagirà. Voldemort non è diverso. Ha sempre cercato chi l'avrebbe sfidato, ha ascoltato la profezia ed è entrato in azione. Con risultato che non solo ha scelto colui che molto probabilmente lo finirà, ma gli ha anche consegnato armi straordinariamente letali. Ma è essenziale che tu lo capisca gridò silente, si alzò e prese a camminare per la stanza, la veste scintillante che frusciava e ondeggiava a ogni passo. Harry non l'aveva mai visto così agitato. Cercando di ucciderti, Voldemort stesso ha designato la persona eccezionale seduta davanti a me e le ha dato gli strumenti per agire. È colpa di Voldemort se sei riuscito a leggere nei suoi pensieri, nelle sue ambizioni, se comprendi perfino il linguaggio serpentesco con cui dà gli ordini. Eppure, Harry, nonostante il tuo privilegiato accesso al mondo di Voldemort, tra l'altro un dono per il quale qualunque mangiamorte sarebbe capace di uccidere, non sei mai stato sedotto dalle arti oscure. Mai, nemmeno per un istante. Hai mostrato il minimo desiderio di diventare uno dei suoi. Certo che no, reagì Harry indignato. Ha ucciso i miei genitori. Tu sei protetto, per farla breve, dalla tua capacità di amare, proseguì silente a voce alta. La sola protezione che possa funzionare contro le lusinghe di un potere come quello di Voldemort. Nonostante tutte le tentazioni, tutte le sofferenze che hai conosciuto, rimani puro di cuore, puro, come lo eri a undici anni, quando guardasti dentro uno specchio che rifletteva il tuo più profondo desiderio, e vedesti solo il modo per piegare Lord Voldemort, e non l'immortalità o la ricchezza. Harry, hai idea di quanto pochi siano i maghi che avrebbero potuto vedere quello che hai visto tu in quello specchio? Voldemort avrebbe dovuto capire con chi aveva a che fare e invece no. Ora però lo sa. Hai vagato nella sua mente senza subire danni, mentre lui non può possederti senza provare un dolore mortale, come ha scoperto al Ministero. Non credo che ne capisca il motivo, Harry, ma aveva tanta fretta di mutilare la propria anima che non si è mai soffermato a comprendere l'incomparabile potere di un'anima integra e incorrotta. Ma signore, ribatté Harry facendo un enorme sforzo per non sembrare polemico, la conclusione è sempre la stessa, no? Devo cercare di ucciderlo o... Devi? chiese silente. Certo che devi, ma non a causa della profezia. Perché tu, tu stesso, non sarai mai in pace finché non avrai tentato. Lo sappiamo entrambi. Immagina solo per un istante di non aver mai ascoltato quella profezia. Che cosa proveresti per Voldemort ora? Rifletti. Harry guardò silente camminare su e giù davanti a lui e rifletté. Pensò a sua madre, a suo padre e a Sirius. Pensò a Cedric Diggory. Pensò a tutte le orribili azioni compiute da Lord Voldemort. Una fiamma gli balzò nel petto, bruciandogli la gola. Vorrei che morisse, mormorò, e vorrei ucciderlo io. Certo! Gridò silente: Vedi, la profezia non significa che tu devi fare qualcosa, ma ha indotto Lord Voldemort a designarti come suo eguale. In altre parole, tu sei libero di scegliere che cosa fare, libero di voltare le spalle alla profezia. Ma Voldemort continua ad attribuirla importanza, continuerà a darti la caccia, il che rende certo di fatto che, che uno di noi finirà per uccidere l'altro, completò Harry. Sì, ma finalmente capiva quello che Silente aveva cercato di dirgli. Era, si disse, la differenza fra l'essere trascinato nell'arena ad affrontare una battaglia mortale e scendere nell'arena a testa alta. Forse qualcuno avrebbe detto che non era una gran scelta, ma Silente sapeva, e lo so anch'io, pensò Harry con uno slancio di feroce orgoglio, e lo sapevano i miei genitori, che c'era tutta la differenza del mondo. Sectum sempre. La mattina dopo, sfinito ma esaltato dall'opera compiuta nella notte, durante incantesimi, dopo aver scagliato un muffliato sui compagni più vicini, Harry raccontò a Ron e Hermione quello che era successo. Furono entrambi ammirati da come aveva preso il ricordo all'Umacorno e decisamente sgomenti, sentendo degli Orcrux e della promessa di Silente di portarlo con sé quando ne avesse trovato un altro. Wow! Commentò Ron alla fine del racconto. Stava agitando distrattamente la bacchetta verso il soffitto. Wow! Andrai sul serio consilente a cercare di distruggere. Wow! Ron, stai facendo nevicare, osservò Hermione paziente, afferrandogli il polso e spostando la traiettoria della bacchetta via dal soffitto, dal quale, in effetti, avevano cominciato a cadere grossi fiocchi bianchi. Lavanda Brown, notò Harry, scrutava torva Ermione da un tavolo vicino. Aveva gli occhi molto rossi. Ermione lasciò andare subito il braccio di Ron. Ah già, fece Ron guardandosi le spalle con sorpresa. Scusa, adesso sembra che abbiamo tutti la forfora. Spazzolò via dalla spalla di Ermione un po' di finta neve. La Vanda scoppiò a piangere. Ron, con aria immensamente colpevole, le voltò la schiena. Ci siamo lasciati, sussurrò a Harry a mezza bocca. Ieri sera quando mi ha visto uscire dal dormitorio con Hermione. Ovviamente non ha potuto vedere te, così ha creduto che fossimo solo noi due». «Ah», disse Harry, «beh, non ti importa che sia finita, vero?» «No», ammise Ron, «è stato brutto quando ha urlato, ma almeno non ho dovuto piantarla io». «Codardo», osservò Hermione, ma era divertita. «Beh, è stata una brutta serata per le storie d'amore ieri. Anche Ginny e Dean si sono lasciati». A Harry sembrò che Hermione avesse l'aria di chi la sallunga, ma di sicuro non poteva sapere che le sue viscere stavano ballando la conga. Cercando di mantenere il volto impassibile e la voce indifferente, chiese: Come mai? Oh, per una cosa stupidissima, Ginny gli ha detto di smetterla di aiutarla a passare per il buco del ritratto, come se lei non fosse capace di camminare da sola, ma erano secoli che avevano un po' di problemi. Harry lanciò un'occhiata a Dean dall'altra parte della classe. Sembrava molto infelice. Questo ti pone di fronte a un dilemma, vero? chiese Ermione. Cosa intendi dire? ribatté Harry in fretta. La squadra di Quidditch, rispose lei. Se Ginny e Dean non si parlano. Oh. Oh già. fece Harry. Flitwick. li avvertì Ron. Il minuscolo insegnante di incantesimi avanzava saltellando verso di loro e Ermione era l'unica a essere riuscita a trasformare l'aceto in vino. Il suo fiasco di vetro era pieno di liquido Bordeaux, mentre il contenuto di quelli di Harry e Ron era ancora marrone scuro. Su, su, ragazzi! squittì Flitwick in tono di rimprovero. Un po' meno chiacchiere e un po' più di azione! Fatemi vedere che ci provate! Insieme levarono le bacchette concentrandosi con tutta la loro forza, e le puntarono contro i fiaschi. L'aceto di Harry si trasformò in ghiaccio, il fiasco di Ron esplose. Sì, per compito. disse il professor Flitwick, riaffiorando da sotto il tavolo e togliendosi schegge di vetro dal cappello. Studiate. Dopo incantesimi, avevano una delle rare ore buche insieme e tornarono nella sala comune. Ron era decisamente allegro per la fine della storia con Lavanda e anche Ermione sembrava di buon umore. Però, quando le chiesero perché sorrideva, rispose solo: È una bella giornata! Nessuno dei due si accorse che una feroce battaglia infuriava nella mente di Harry. È la sorella di Ron, ma ha mollato Dean. È sempre la sorella di Ron, sono il suo migliore amico. Questo peggiorerà le cose. Se prima gli parlassi ti picchierebbe e se non mi importasse è il tuo migliore amico. Harry quasi non si accorse che avevano attraversato il buco del ritratto ed erano entrati nella sala comune invasa dal sole. Notò solo di striscio il gruppetto di ragazzi del settimo anno, finché Ermione esclamò: Katie, sei tornata! Stai bene? Harry la fissò. Era proprio Katie Bell, del tutto ristabilita, circondata dai suoi amici festanti. Sto benissimo, rispose lei allegramente. Sono uscita dal San Mungo lunedì. Ho passato un paio di giorni a casa con mamma e papà e sono tornata stamattina. Lien mi stava raccontando di McLaggen e dell'ultima partita, Harry. Già, disse Harry. Beh, adesso che tu sei tornata e Ron è in forma, avremo una decorosa possibilità di battere Corvo Nero. Quindi potremmo essere ancora in corsa per la coppa. Senti, Katie, doveva chiederglielo subito. La curiosità lo distrasse perfino dal pensiero di Ginny, almeno per il momento. Attorno a loro gli amici di Katie, in ritardo per trasfigurazione, cominciavano a raccogliere le loro cose. Harry abbassò la voce. La collana. Adesso ti ricordi chi te l'ha data? No, Katie scosse la testa, dispiaciuta. Me lo chiedono tutti, ma non ne ho proprio idea. L'ultima cosa che ricordo è che sono entrata nel bagno delle donne ai tre manici di scopa. Allora sei davvero entrata in bagno? chiese Ermione. Beh, so che ho aperto la porta rispose Katie. Quindi immagino che chiunque mi abbia scagliato la maledizione imperius fosse lì dietro. Poi la mia memoria è un deserto fino a due settimane fa al San Mungo. È meglio che vada. La McGonagall è capacissima di darmi una punizione anche se sono tornata oggi. Prese borsa i libri e rincorse i suoi amici. Harry, Ron e Hermione rimasero seduti a un tavolo vicino alla finestra a riflettere. «Quindi deve essere stata una ragazza o una donna a dare a Katie la collana», ragionò Hermione, «se si trovava nel bagno delle donne, o qualcuno che sembrava una ragazza o una donna», precisò Harry. «Non dimenticare che c'era un calderone pieno di pozione polisucco a Hogwarts. Sappiamo che in parte è stata rubata» ebbe la fugace visione di una sfilata di vari crebbe e goyle, tutti trasformati in ragazze. «Credo che berrò un altro sorso di Felix», proseguì, «e ritenterò con la stanza delle necessità. Sarebbe uno spreco totale», ribatté Hermione in tono piatto, posando la copia del sillabario dei sortilegi che aveva appena preso dalla borsa. «La fortuna può portarti solo fino a un certo punto, Harry». La situazione con l'umacorno era diversa. Tu hai sempre avuto la capacità di convincerlo. Avevi bisogno solo di ritoccare un po' le circostanze, ma la fortuna non basta per superare un incantesimo potente. Non consumare il resto della pozione. Ne avrai bisogno se Silente ti porterà con sé, sussurrò. Non potremmo farne dell'altra, chiese Ronna Harry ignorando Ermione. Sarebbe grandioso averne una scorta. Da un'occhiata al libro. Harry prese dalla borsa il suo pozioni avanzate e guardò alla voce Felix Felicis. Accidenti, è davvero complicata! rispose scorrendo con gli occhi la lista degli ingredienti. E ci vogliono sei mesi. Bisogna lasciarla sobbollire. Ti pareva, ribatté Ron. Harry stava per mettere via il libro quando notò una pagina ripiegata sull'angolo. La aprì e vide l'incantesimo Sectum Sempra con la nota Contro i nemici che aveva segnato qualche settimana prima. Non aveva ancora scoperto che effetti aveva, soprattutto perché non voleva provarla con Hermione nei paraggi ma stava soppesando l'idea di sperimentarla su McLaggen, la prima volta che l'avesse colto di sorpresa. La sola persona non particolarmente contenta di rivedere Katie Bell a scuola fu Dean Thomas, che non avrebbe più dovuto sostituirla come cacciatore. Quando Harry glielo disse, accusò il colpo con un certo stoicismo, limitandosi a un'alzata di spalle e a qualche brontolio, ma allontanandosi, Harry ebbe la netta sensazione che Dean e Simus borbottassero astiosamente alle sue spalle. Le due settimane successive videro i migliori allenamenti di Quidditch che Harry avesse mai fatto da capitano. La squadra era così contenta di essersi liberata di McLaggen, così lieta di riavere finalmente Katie, che tutti volavano molto bene. Ginny non sembrava affatto turbata per la rottura con Dean. Al contrario, era l'anima della squadra. Le sue imitazioni di Ron che ballonzolava su e giù tutto ansioso davanti agli anelli, mentre la Pruffa filava verso di lui o di Harry che urlava ordini a McLaggen prima di finire lungo disteso, tenevano alto il morale. Harry, ridendo con gli altri, fu felice di avere un motivo innocente per guardarla. Si era beccato parecchi altri colpi di bolide durante gli allenamenti perché non teneva gli occhi sul boccino. La battaglia infuriava ancora dentro la sua testa. Ginny o Ron? A volte pensava che al Ron, posta lavanda, non sarebbe importato granché se si fosse messo con Ginny, ma poi gli tornava in mente la faccia che Ron aveva fatto quando l'aveva vista baciare Dean, e si convinceva che avrebbe considerato un bieco tradimento, anche se Harry l'avesse solo tenuta per mano. Eppure Harry non poteva fare a meno di parlare con Ginny, di ridere con lei, di tornare insieme dagli allenamenti. Per quanto gli rimordesse la coscienza, si chiedeva come fare per rimanere da solo con lei. L'ideale sarebbe stato se Lumacorno avesse dato un'altra delle sue festicciole, perché Ron non ci sarebbe andato. Purtroppo però, Lumacorno sembrava aver abbandonato l'idea. Un paio di volte Harry pensò di chiedere aiuto a Ermione ma sapeva che non avrebbe tollerato quell'arietta compiaciuta che gli pareva di cogliere ogni tanto quando lei lo sorprendeva a fissare Ginny o a ridere delle sue battute e come se non bastasse aveva la fastidiosa sensazione che se non le avesse chiesto di mettersi con lui l'avrebbe fatto qualcun altro Harry e Ron concordavano almeno sul fatto che lei riscuoteva fin troppo successo la tentazione di bere un'altra sorsata di Felix Felicis si rafforzava giorno dopo giorno, perché quello era di sicuro un caso in cui valeva la pena, come diceva Hermione, di ritoccare un po' le circostanze. Le giornate fragranti scivolarono dolcemente attraverso maggio. Ogni volta che Harry incrociava Ginny, Ron stava sempre fra i piedi. Harry si ritrovò a sperare in un colpo di fortuna perché Ron si convincesse che nulla l'avrebbe potuto rendere più felice dell'amore tra il suo migliore amico e sua sorella, e li lasciasse da soli insieme per più di qualche secondo. Ma non c'era alcuna possibilità dell'una o dell'altra cosa, finché incombeva l'ultima partita della stagione. Ron voleva sempre discutere di tattica con Harry e non pensava ad altro. Non era il solo. L'interesse per la partita Grifondoro Corvonero era alle stelle in tutta la scuola. Era decisiva per il campionato, che era ancora aperto. Se Grifondoro avesse battuto Corvonero con un margine di 300 punti, un obiettivo ambizioso, eppure Harry non aveva mai visto la sua squadra volare meglio. Avrebbe vinto il campionato. Se avesse vinto con meno di 300 punti, sarebbe stata seconda alle spalle di Corvonero. Se avesse perso per 100 punti sarebbe stata terza, dietro Tassofrasso, e se avesse perso per più di 100 punti sarebbe finita quarta. Harry sapeva che nessuno gli avrebbe mai mai permesso di dimenticare che era stato lui a condurre la squadra all'ultimo posto per la prima volta in due secoli. L'attesa della partita decisiva aveva tutte le caratteristiche consuete: studenti di case rivali che intimidivano le squadre nei corridoi, spiacevoli cori su singoli giocatori ripetuti a gran voce al loro passaggio, membri delle squadre che si pavoneggiavano o che sfrecciavano in bagno a vomitare tra una lezione e l'altra. In un certo senso, per Harry, la partita era inestricabilmente legata al successo o al fallimento dei suoi progetti su Ginny. Se avessero vinto per più di 300 punti, l'euforia e una bella festa scatenata potevano funzionare quanto un bel sorso di Felix Felicis. Nel mezzo di tutte le preoccupazioni, Harry non aveva dimenticato l'altra sua ambizione, scoprire che cosa faceva Malfoy nella stanza delle necessità. Continuava a guardare sulla mappa del malandrino e, dato che spesso non lo trovava, ne dedusse che trascorreva ancora un sacco di tempo dentro la stanza. Harry stava perdendo le speranze di entrarvi, ci provava tutte le volte che passava di là, ma per quanto riformulasse la richiesta, la parete restava decisamente priva di porta. Qualche giorno prima della partita contro Corvo Nero, Harry si ritrovò a scendere a cena da solo. Ron era corso in un bagno a vomitare e Ermione era sfrecciata dalla professoressa Vector per parlarle di un errore che credeva di aver commesso nell'ultimo compito di aritmanzia. Ormai per abitudine si ritrovò a deviare per il corridoio del settimo piano, controllando la mappa del malandrino. Per un attimo non riuscì a vedere Malfoy da nessuna parte e pensò che fosse ancora nella stanza delle necessità, ma poi scorse il minuscolo punto corrispondente in un bagno dei maschi al piano di sotto, in compagnia non di Crab o Goyle, ma di Mirtilla Malcontenta. Smise di fissare quell'improbabile coppia di nomi solo quando urtò contro un'armatura. Il gran fracasso lo riscosse. Allontanandosi in fretta per timore che spuntasse Filch, sfrecciò giù per la scala di marmo e lungo il corridoio sottostante. Raggiunse il bagno e premette l'orecchio contro la porta. Non si sentiva niente. Spinse la porta molto piano. Draco Malfoy gli dava le spalle, aggrappato con le mani ai lati del lavandino, la testa con i capelli argentei china in avanti. "No", gemette la voce di Mirtilla malcontenta da uno dei cubicoli. "No, dimmi che cosa c'è che non va, io posso aiutarti". "Nessuno può aiutarmi", rispose Malfoy, stava tremando. "Non posso farlo, non posso, non funzionerà". E se non lo faccio presto dice che mi ucciderà. Harry rimase come fulminato. Malfoy stava piangendo. Le lacrime scorrevano sul volto pallido e dentro il lavandino sudicio. Malfoy singhiozzò e deglutì, poi con un gran brivido guardò lo specchio inclinato e vide Harry che lo fissava al di sopra della sua spalla. Si voltò di scatto ed estrasse la bacchetta. Distinto, Harry fece lo stesso. Il maleficio di Malfoy lo mancò di pochi centimetri, mandando in pezzi la lampada sulla parete accanto a lui. Harry si gettò di lato, pensò Levi Corpus, e agitò la bacchetta. Ma Malfoy bloccò la fattura, e si preparò a scagliarne un'altra. No. no. basta. strillò Mirtilla malcontenta. La sua voce echeggiò forte nella stanza foderata di piastrelle. Basta. basta. Si udì una sonora esplosione e il bidone dietro Harry scoppiò. Harry tentò una maledizione delle pastoie, che rimbalzò sulla parete dietro l'orecchio di Malfoy e fracassò la cassetta sotto Mirtilla Malcontenta, che strillò ancora più forte. L'acqua si riversò dappertutto e Harry scivolò in terra, mentre Malfoy, il volto deformato dalla rabbia, urlava «Cruci! Sectumsempra!» gridò Harry dal pavimento, agitando furiosamente la bacchetta. Il sangue schizzò dal volto e dal petto di Malfoy, come se fosse stato colpito da una spada invisibile. Barcollò all'indietro, lasciò cadere la bacchetta dalla mano afflosciata e piombò sul pavimento allagato, sollevando un enorme spruzzo. No! ansimò Harry senza fiato. Scivolando e barcollando, si rialzò e si lanciò verso Malfoy, che aveva il viso lucido e rosso. Le sue mani bianche raspavano il petto zuppo di sangue. No! Io non... Harry non sapeva cosa stava dicendo. Cadde in ginocchio accanto a Malfoy, che tremava in maniera incontrollabile in una pozza di sangue. Mirtilla malcontenta levò un urlo assordante. "Assassinio! Assassinio nel bagno! Assassinio!" La porta si spalancò dietro Harry che alzò lo sguardo terrorizzato. Piton si era precipitato nella stanza, livido in volto, spinse via Harry, si chinò su Malfoy, estrasse la bacchetta e la passò sopra le profonde ferite provocate dalla maledizione, borbottando un incantesimo che sembrava quasi una canzone. Il flusso di sangue parve rallentare. Piton asciugò quello che restava dal volto di Malfoy e ripeté la formula. Le ferite parvero ricucirsi. Harry stava immobile a guardare, orripilato da quanto aveva fatto, senza accorgersi che era a sua volta zuppo di sangue e acqua. Mirtilla malcontenta continuava a singhiozzare e a ululare, in alto. Quando Piton ebbe praticato la contromaledizione per la terza volta, riuscì a rimettere in piedi Malfoy. «Devi andare in infermeria. Può darsi che restino delle cicatrici, ma se prendi subito del dittamo, forse riusciamo a evitarlo. Vieni». Attraversò il bagno sorreggendo Malfoy e sulla soglia si voltò per sibilare con furia gelida: E tu, Potter, tu aspettami qui. A Harry non venne in mente di disobbedire nemmeno per un attimo. Si alzò piano, tremando, e guardò il pavimento bagnato. Macchie di sangue galleggiavano come fiori cremisi sulla superficie. Non riuscì neanche a trovare la forza di dire a Mirtilla malcontenta di star zitta, visto che lei continuava a gemere e singhiozzare con palese e crescente piacere. Piton tornò dieci minuti dopo, entrò nel bagno e chiuse la porta. Via! ordinò a Mirtilla, che volò subito dentro il suo water, lasciandosi alle spalle un silenzio vibrante. Io non volevo, disse subito Harry, la sua voce echeggiò nel freddo spazio allagato. Non sapevo gli effetti di quell'incantesimo, ma Piton lo ignorò. «Evidentemente ti ho sottovalutato, Potter», mormorò. «Chi avrebbe mai pensato che tu conoscessi tale magia oscura? Chi ti ha insegnato quell'incantesimo?» «Io l'ho letto da qualche parte.» «Dove?» «Era un libro della biblioteca», sparò Harry a casaccio. «Non ricordo come sentito...» «Bogiardo!» lo interruppe Piton. Harry si seccò la gola. Sapeva che cosa stava per fare Piton e non era mai riuscito a evitarlo. Il bagno parve tremare davanti ai suoi occhi. Lottò per bloccare tutti i pensieri, ma per quanto tentasse, il libro del principe mezzo sangue galleggiò pigro nella sua mente, in primo piano. Si ritrovò a fissare gli occhi neri di Piton in mezzo a quel bagno allagato e distrutto, nella folle speranza che non avesse visto ciò che lui temeva. Ma. Portami la tua borsa, sussurrò Piton, e tutti i tuoi libri di scuola. Tutti, ora! Inutile discutere. Harry si voltò all'istante e uscì dal bagno, sollevando schizzi d'acqua. Una volta in corridoio, sfrecciò verso la torre di Grifondoro. Quasi tutti camminavano in senso contrario. Lo fissavano a bocca aperta, suppo d'acqua e di sangue com'era. Ma lui continuò a correre e non rispose a nessuna delle loro domande. Era stordito. Era come se un adorato cucciolo fosse diventato all'improvviso un animale feroce. Ma che cosa aveva in testa il principe per trascrivere un simile incantesimo nel suo libro? E che cosa sarebbe successo quando Piton l'avesse visto? Avrebbe raccontato all'umacorno, lo stomaco gli ribollì, come Harry aveva ottenuto quei risultati in pozioni per tutto l'anno? Avrebbe confiscato o distrutto il libro che gli aveva insegnato tante cose, che era diventato una sorta di guida e di amico? Harry non poteva permetterlo. Non poteva. Dove sei? Perché sei bagnato fradicio? Quello è sangue. Ron era in cima alle scale e lo guardava sconvolto. Mi serve il tuo libro, ansimò Harry, il tuo libro di pozioni. Presto, dammelo. Ma il principe ti spiegherò dopo. Ron gli consegnò il suo pozioni avanzate. Harry corse avanti e tornò nella sala comune. Lì afferrò la borsa di scuola, ignorando gli sguardi stupefatti di molti ragazzi che avevano già finito di cenare. Si scaraventò di nuovo attraverso il buco del ritratto e corse lungo il corridoio del settimo piano. Scivolò e si fermò vicino all'alazzo dei troll danzanti. Chiuse gli occhi e cominciò a camminare. Mi serve un posto dove nascondere il mio libro. Mi serve un posto dove nascondere il mio libro. Mi serve un posto dove nascondere il mio libro. Tre volte marciò davanti al tratto di parete vuota. Quando aprì gli occhi, eccola, finalmente, la porta della stanza delle necessità. Harry l'aprì di furia, si precipitò dentro e la sbatté. Rimase senza fiato. Nonostante la fretta, il panico, la paura di ciò che lo aspettava nel bagno, non poté non restare intimidito davanti a quella visione. Si trovava in una stanza grande come una cattedrale. Dalle alte finestre piovevano lame di luce su una sorta di città dai muri altissimi, fatta degli oggetti nascosti da generazioni di abitanti di Hogwarts. C'erano strade e vicoli delimitati da pile pericolanti di mobili rotti e danneggiati, messi via forse per occultare le prove di magie maldestre, oppure nascosti da elfi domestici decisi a mantenere alta la dignità del castello. C'erano migliaia e migliaia di libri, banditi o scarabocchiati o rubati. C'erano catapulte alate e frisbee zannuti, alcuni ancora abbastanza vitali da svolacchiare sulle montagne di altri oggetti proibiti». C'erano bottiglie sbeccate di pozioni rapprese, cappelli, gioielli, mantelli, c'erano gusci di uova di drago, bottiglie tappate il cui contenuto scintillava ancora malvagio, diverse spade arrugginite e una pesante ascia macchiata di sangue. Harry corse in uno dei molti vicoli che serpeggiavano tra tutti quei tesori, voltò a destra dopo un enorme troll impagliato Percorse qualche metro, girò a sinistra davanti all'armadio svanitore in cui Montague si era perso l'anno prima, e infine si fermò davanti a una vasta credenza la cui superficie, piena di bolle, pareva essere stata danneggiata dall'acido. Aprì una delle ante cigolanti, era già stato usato come nascondiglio per una creatura in gabbia, morta da tempo. Il suo scheletro aveva cinque zampe. Harry ficcò il libro del principe mezzosangue dietro la gabbia e chiuse l'anta. Si fermò un istante, col cuore che batteva orrendamente, osservando la confusione. Sarebbe riuscito a ritrovare quel punto, in mezzo a tutto quel ciarpame. Sollevò il busto sbeccato di un brutto vecchio stregone dalla cima di una botte vuota, lo posò sull'armadio dove il libro era nascosto, mise una vecchia parrucca polverosa e una tiara annerita sulla testa della statua per renderla più riconoscibile, poi sfrecciò a ritroso lungo i vicoli più velocemente possibile, tornò alla porta, uscì e la chiuse. Con un tonfo la porta si nascose di nuovo nella parete. Harry corse verso il bagno al piano di sotto, ficcando il pozioni avanzate di Ron nella propria borsa. Un minuto dopo era di nuovo davanti a Piton, che tese la mano in silenzio. Harry gli passò la borsa, ansimando con un dolore lacerante nel petto e attese. Piton estrasse uno per uno i libri di Harry e li esaminò. Infine, l'unico rimasto fu quello di pozioni, che osservò con grande attenzione prima di parlare. Questa è la tua copia di pozioni avanzate, Potter? Sì, rispose Harry ancora col fiatone. Ne sei sicuro, Potter? Sì, ripeté Harry in tono di sfida. Questa è la copia di pozioni avanzate che hai comprato al Ghirigoro? Sì, confermò Harry. E allora perché? chiese Piton. Nella prima pagina c'è scritto il nome Ronil Waslib. Il cuore di Harry perse un colpo. È il mio soprannome, disse. Il tuo soprannome? ripeté Piton. Sì, è così che mi chiamano gli amici. Lo so che cos'è un soprannome, ribatté Piton. I freddi occhi neri penetrarono ancora una volta i suoi. Harry cercò di non fissarli. Chiudi la mente, chiudi la mente. Ma non aveva mai imparato a farlo come si deve. Lo sai che cosa penso, Potter? sussurrò Piton. Penso che sei un bugiardo e un imbroglione e che meriti una punizione con me tutti i sabati fino alla fine del trimestre. Che cosa ne dici, Potter? Io. io non sono d'accordo, signore, rispose Harry, continuando a rifiutarsi di guardarlo negli occhi. Beh, vedremo come ti sentirai dopo le punizioni proseguì Piton. «Sabato mattina alle dieci, Potter, nel mio ufficio.» «Ma signore!» balbettò Harry guardandolo disperato. «Il Quidditch, l'ultima partita della...» «Alle dieci!» sussurrò Piton con un sorriso che gli scoprì i denti gialli. «Povero Grifondoro! Quest'anno finirà al quarto posto, temo.» E uscì dal bagno, Harry fissò lo specchio rotto, più nauseato ne era certo di quanto Ron si fosse mai sentito in tutta la sua vita. Non dirò te l'avevo detto, commentò Hermione un'ora più tardi in sala comune. Piantala, Hermione! sbottò Ron arrabbiato. Harry non era sceso per cena, non aveva fame per niente. Aveva appena finito di raccontare a Ron, Hermione e Ginny quello che era successo, anche se pareva che non ce ne fosse un gran bisogno. La notizia era circolata molto in fretta. Evidentemente Mirtilla, malcontenta, si era presa la briga di sbucare in tutti i bagni del castello a raccontare l'accaduto. Penzi Parkinson era già andata a trovare Malfoy in infermeria e non aveva perso tempo a diffamare Harry in lungo e in largo, e Piton aveva raccontato ai colleghi l'accaduto con dovizia di particolari. Harry era già stato chiamato fuori dalla sala comune per patire 15 minuti assolutamente spiacevoli in compagnia della professoressa McGonagall, secondo la quale era fortunato a non essere stato espulso e che approvava incondizionatamente la punizione di Piton, tutti i sabati fino alla fine del trimestre. Te l'avevo detto che c'era qualcosa di sbagliato in quel principe, ricominciò Hermione, incapace di trattenersi. E avevo ragione, no? No, non credo. Rispose Harry ostinato. La situazione era già abbastanza brutta senza la predica di Ermione. Le facce dei compagni di squadra erano state il peggiore castigo. Sentiva addosso lo sguardo di Ginny, ma non lo incrociò. Non voleva leggervi delusione o rabbia. Le aveva appena annunciato che sabato avrebbe giocato da cercatrice e Dean sarebbe rientrato come cacciatore al suo posto. Forse se avessero vinto, Ginny e Dean avrebbero fatto la pace nell'euforia del dopo partita. Il pensiero trafisse Harry come un pugnale gelato. Harry? proseguì Hermione, come fai a difendere ancora quel libro quando quell'incantesimo. vuoi smetterla con quel libro? sbottò Harry. Il principe l'ha solo copiato. Non ha consigliato a nessuno di usarlo. Per quello che ne sappiamo, può aver preso un appunto su qualcosa che è stato usato contro di lui. Non ci credo! riattaccò Hermione. Stai difendendo, non sto difendendo quello che ho fatto! la interruppe Harry. Vorrei che non fosse mai successo, e non solo perché ho una decina di punizioni. Lo sai che non avrei usato un incantesimo del genere, nemmeno contro Malfoy, ma non puoi dar la colpa al principe. Lui non ha scritto provalo, è ottimo. Prendeva solo appunti per sé, no, non per qualcun altro. Mi stai dicendo? chiese Ermione. Che tornerai a prendermi il libro? Certo, affermò Harry con decisione. Senti, senza il principe non avrei mai vinto la Felix Felicis, non avrei mai saputo come salvare Ron dall'avvelenamento, non avrei mai ottenuto una fama di abile pozionista che non meriti, concluse Ermione perfida. Piantala Ermione, intervenne Ginny. Harry fu così stupito, così grato, che alzò lo sguardo. A quanto pare Malfoy stava cercando di usare una maledizione senza perdono. Dovresti essere contenta che Harry avesse una buona contromossa. Beh, naturalmente sono felice che Harry non sia stato maledetto, ribatté Ermione, chiaramente colpita. Ma non puoi definire buono l'incantesimo sectum sempra. Ginny, guarda che cosa è successo, e avrei pensato che, visto quel che ha fatto alle vostre possibilità di vittoria. Oh, non far finta di capire il Quidditch, sbottò Ginny. Farai solo una figuraccia. Harry e Ron rimasero esterrefatti. Ermione e Ginny, che erano sempre andate molto d'accordo, erano sedute a braccia incrociate e guardavano torve in direzioni opposte. Ron scrutò nervosamente Harry, poi aprì un libro a casaccio e vi si nascose dietro. Harry però, pur sapendo quanto poco se lo meritava, si sentì tutto d'un tratto incredibilmente allegro, anche se nessuno di loro disse più una parola per il resto della serata. Il suo buon umore non durò a lungo. Il giorno dopo dovette sopportare le frecciate dei Serpeverde per non parlare della rabbia dei Grifondoro, inviperiti che il loro capitano si fosse fatto bandire dalla partita decisiva della stagione. Ora, di sabato mattina, anche se non avrebbe mai ammesso con Ermione, Harry avrebbe scambiato con gioia tutta la felix felicis del mondo per poter scendere in campo con Ron, Ginny e gli altri. Fu quasi insopportabile allontanarsi dalla massa di studenti che sciamavano fuori nel sole, carichi di coccarde, cappelli, stendardi e sciarpe, e scendere invece gli scalini che portavano ai sotterranei finché i rumori della folla furono cancellati, sapendo che non sarebbe riuscito a sentire né una parola della cronaca né un grido di esultanza o di disperazione. Ah, Potter! lo accolse Peton quando Harry ebbe bussato alla sua porta e fu entrato nell'ufficio sgradevolmente familiare che il professore, nonostante ormai insegnasse parecchi piani più su, non aveva abbandonato. Era illuminato fiocamente, come sempre, e i soliti visci di oggetti morti erano sospesi in pozioni colorate lungo le pareti. Molte scatole coperte di ragnatele erano minacciosamente accatastate sul tavolo destinato a Harry. Emanavano un alone di lavoro noioso, duro e inutile. Il signor Filch cercava qualcuno che riordinasse questi vecchi archivi, continuò Piton soave. Sono i registri di altri malfattori di Hogwarts e delle loro punizioni. Dove l'inchiostro è sbiadito o le schede sono state danneggiate dai topi, Vorremmo che ricopiassi i misfatti e le punizioni e, assicurandoti che siano in ordine alfabetico, rimettessi le schede nei contenitori. Non devi usare la magia. Certamente, professore, rispose Harry con tutto il disprezzo che riuscì a infondere nelle ultime quattro sillabe. Pensavo che potresti cominciare, proseguì Piton con un sorriso malvagio, con le scatole da 1012 a 1056. Vi troverai dei nomi familiari che dovrebbero accrescere in te l'interesse per il compito che ti aspetta. Ecco, vedi, estrasse con gesto teatrale una scheda da una delle scatole in cima e lesse James Potter e Sirius Black, sorpresi a usare una fattura illegale contro Bertram Obrey. Testa di Obrey raddoppiata. Doppia punizione. Piton sorrise beffardo. Deve essere di grande conforto sapere che anche se sono morti, resta una testimonianza delle loro gloriose imprese. Harry provò la familiare sensazione di bollore in fondo allo stomaco. Si morse la lingua per non rispondere. Sedette davanti alle scatole e ne prese una. Era, come Harry aveva previsto, un lavoro inutile e noioso, inframezzato, evidentemente secondo i desideri di Piton, da una morsa allo stomaco ogni volta che leggeva il nome di suo padre o quello di Sirius, di solito in coppia in varie malefatte minori, qualche volta accompagnati da Remus Lupin e Peter Pettigrew, e mentre ricopiava tutti i vari crimini e le punizioni, si chiedeva che cosa stava succedendo là fuori. La partita doveva essere appena cominciata. Ginny giocava da cercatrice contro ciò. Harry continuava a guardare il grande orologio che ticchettava appeso alla parete. Sembrava che avanzasse a velocità dimezzata. Forse Piton l'aveva stregato. Non era possibile che fosse lì solo da mezz'ora. Un'ora, un'ora e mezzo. Lo stomaco di Harry cominciò a borbottare quando l'orologio segnò le dodici e mezzo. Piton, che non aveva aperto bocca dopo avergli affidato il compito, all'una e dieci finalmente alzò lo sguardo. «Credo che basti», annunciò gelido. «Metti un segno dove sei arrivato. Continuerai alle dieci di sabato prossimo». «Sì, signore». Harry infilò a caso nella scatola una scheda piegata e corse fuori dalla porta prima che Piton cambiasse idea. Salì a rotta di collo i gradini di pietra, tendendo le orecchie per sentire qualche rumore dal campo, ma tutto taceva. Allora era già finita. Esitò fuori dalla sala grande affollata, poi corse su per la scalinata di marmo, che Grifondoro avesse vinto o perso, la squadra di solito festeggiava o si leccava le ferite in sala comune. Quid agis? fece incerto alla signora grassa, chiedendosi che cosa avrebbe trovato dentro. Lo vedrai, rispose lei con espressione indecifrabile, e scattò in avanti. Un ruggito di gioia si levò dal buco alle sue spalle. Harry rimase a bocca aperta. Parecchie mani lo trascinarono dentro la stanza. Abbiamo vinto! gridò Ron, balzandogli davanti e brandendo la coppa d'argento. Abbiamo vinto! 450 a 140! Abbiamo vinto! Harry si guardò intorno. C'era Ginny che gli correva incontro, aveva un'espressione dura, splendente, e lo abbracciò. E senza riflettere, senza averlo premeditato, senza preoccuparsi del fatto che cinquanta persone li stavano guardando. Harry la baciò. Dopo parecchi lunghi istanti, o forse mezz'ora, o forse parecchi giorni di sole, si separarono. Nella stanza era calato il silenzio. Poi partì una serie di fischi d'ammirazione e ci fu un'esplosione di risatine nervose. Harry guardò sopra la testa di Ginny e vide Dean Thomas che teneva in mano un bicchiere infranto e Romilda Vane che sembrava pronta a scagliare qualcosa. Hermione era raggiante, ma lo sguardo di Harry cercò Ron. Alla fine lo trovò, ancora aggrappato alla coppa, e con l'espressione di chi ha appena preso una bastonata in testa. Per una frazione di secondo si guardarono, poi Ron fece un piccolo cenno col capo, che Harry interpretò come un Beh. Se proprio devi, mentre la creatura nel petto ruggiva trionfante, Harry rivolse un gran sorriso a Ginny e fece cenno senza parlare al buco del ritratto. Una lunga passeggiata nel parco sembrava appropriata, durante la quale, se ne avessero avuto il tempo, avrebbero anche potuto discutere della partita. La veggente spiata. Il fatto che Harry Potter stesse con Ginny Weasley parve interessare un sacco di gente, soprattutto ragazze, ma nelle settimane che seguirono Harry si scoprì impermeabile in un modo tutto nuovo ai pettegolezzi. In fondo era un bel cambiamento essere sulla bocca di tutti per qualcosa che lo rendeva più felice di quanto fosse stato da molto tempo, invece che per orripilanti fatti di magia oscura. Verrebbe da dire che ci sono cose più importanti su cui spettegolare, osservò Ginny, seduta sul pavimento della sala comune, appoggiata alle gambe di Harry e intenta a leggere la gazzetta del profeta. Tre attacchi di dissennatori in una settimana, e Romilda Vane mi chiede se è vero che hai un ippogrifo tatuato sul petto. Ron e Hermione si sbellicarono dalle risate. Harry li ignorò. E tu che cosa le hai risposto? Che è un ungaro spinato disse Ginny, voltando pigramente una pagina del giornale. Fa molto più macio. Grazie, ribatté Harry con un gran sorriso. E Ron, che cosa le hai detto che si è fatto tatuare? Una puffola pigmea! Ma non le ho detto dove. Ermione si rotolò dalle risate. Ron si rabbuiò. Attenti, minacciò lui indicando Harry e Ginny. Solo perché vi ho dato il permesso non vuol dire che non posso riprendermelo. Il permesso? lo schernì Ginny. Da quand'è che mi dai il permesso di fare qualcosa? Non l'hai detto tu che preferisci Harry a Michael o Dean? Certo, ammise Lonna a malincuore, e finché non cominciate a pomiciare in pubblico. Schifoso ipocrita! E tu e lavanda che vi contorcevate dappertutto come due anguille? chiese Ginny. Ma una volta arrivato giugno, la tolleranza di Ron non dovette essere messa molto alla prova, perché il tempo che Harry e Ginny passavano insieme diventò sempre più limitato. I GUFO di Ginny si avvicinavano e lei era costretta a ripassare per ore, fino a notte fonda. Una sera si ritirò in biblioteca e Harry si sistemò accanto alla finestra nella sala comune, in teoria per finire il compito di erbologia, ma in realtà a rivivere un'ora particolarmente felice, passata con Ginny sulla riva del lago. Ermione si lasciò cadere nel posto vicino a lui e a Ron, con un'espressione sgradevolmente risoluta. Voglio parlarti, Harry. Di cosa? chiese lui sospettoso. Solo il giorno prima Ermione l'aveva sgridato perché distraeva Ginny, che doveva lavorare sodo per gli esami, del cosiddetto principe mezzo sangue. Oh, non di nuovo, gemette lui. Per favore, vuoi finirla una buona volta? Non aveva osato tornare nella stanza delle necessità a recuperare il libro, e il suo rendimento in pozioni ne soffriva alquanto anche se Lumacorno, che approvava la relazione con Ginny, aveva scherzosamente attribuito il calo al fatto che Harry era innamorato. Ma Harry era sicuro che Piton non avesse ancora rinunciato a mettere le mani sul libro del principe ed era deciso a lasciarlo dov'era finché Piton fosse stato allerta. «Non lascerò perdere», ribatté Hermione decisa, «finché non mi avrai ascoltato fino in fondo». Allora sto cercando di scoprire chi potrebbe essersi divertito a inventare incantesimi oscuri. Lui non si è divertito a inventarli. Lui, lui. Chi dice che sia un lui? Ne abbiamo già parlato, rispose Harry imbronciato. Principe, Hermione, Principe! Appunto! esclamò Hermione, rossa in viso mentre si sfilava di tasca un vecchio frammento di giornale e lo schiaffava sul tavolo davanti a Harry. Guarda qui! Guarda la foto! Harry prese il pezzo di carta mezzo stracciato e fissò la foto animata, ingiallita dal tempo. Anche Ron si chinò a guardare. La foto mostrava una ragazza magra sui quindici anni. Non era carina, pareva insieme imbronciata e cupa, con pesanti sopracciglia e un lungo volto pallido. Sotto la foto la didascalia recitava: Aileen Prince, capitano della squadra di gobiglie di Hogwarts. E allora chiese Harry scorrendo la breve notizia a cui era riferita la foto. Era un articolo noioso sui tornei tra scuole. «Si chiamava Aileen Prince. Prince, come principe, Harry!» Si guardarono e Harry capì quello che Hermione stava cercando di dire. Scoppiò a ridere. «Impossibile!» «Cosa? Tu credi che lei fosse il principe? Oh, andiamo!» Beh, perché no, Harry? Non esistono principi nel mondo magico, o è un soprannome, un titolo che qualcuno si è attribuito, oppure è un vero nome, ti pare? No, senti. Se diciamo suo padre fosse stato un mago di cognome Prince e sua madre una Babbana, questo avrebbe fatto di lei una Prince mezzo sangue. Sì, molto ingegnoso, Hermione. Ma è così, forse era fiera di essere una mezza Prince. «Ascolta, Hermione, so che non era una ragazza, lo so e basta». «La verità è che non credi che una ragazza sarebbe stata abbastanza intelligente», ribatte Hermione adirata. «Come faccio a essere tuo amico da cinque anni e a pensare che le ragazze non siano intelligenti?» insorse Harry ferito. «È il modo in cui scrive. Io so che il principe era un maschio, lo capisco. Questa ragazza non c'entra. Dove l'hai trovato, comunque?» «In biblioteca». Rispose Hermione prevedibilmente. Ci sono tutti i vecchi numeri della Gazzetta del Profeta. Beh, ho intenzione di scoprire qualcos'altro su Aileen Prince. Divertiti, fece Harry seccato. Esattamente, replicò Hermione, E il primo posto dove andrò a guardare, aggiunse con veemenza, avvicinandosi al buco del ritratto, sono i registri dei vecchi premi di pozioni. Harry la seguì per un attimo, accigliato, poi riprese a contemplare il cielo che si scuriva. Non ha mai accettato il fatto che tu l'abbia superata in pozioni, commentò Ron, tornando alla lettura di Mille erbe e funghi magici. Tu non credi che io sia pazzo a volere indietro quel libro, vero? Certo che no, affermò Ron convinto. Era un genio quel principe. E tra l'altro, senza quel suggerimento sul besoar, si passò il dito sulla gola con un gesto eloquente, non sarei qui a parlarne, no? Insomma, non dico che quell'incantesimo che hai usato contro Malfoy sia grandioso. «Nemmeno io!» convenne subito Harry. «Ma comunque è guarito, no? È tornato in piedi in un baleno!» «Già!» mormorò Harry. Era verissimo, ma la coscienza gli si contorse lo stesso. «Grazie a Piton!» «Sei ancora in punizione con lui, sabato?» continuò Ron. «Certo, è il sabato dopo, e quello dopo ancora!» sospirò Harry, e ha lasciato intendere che se le scatole non saranno terminate per la fine del trimestre, continueremo il prossimo anno trovava le punizioni particolarmente gravose perché gli sottraevano il tempo già limitato che poteva passare con Ginny, e in effetti si chiedeva se Piton non lo sapesse, perché ogni volta lo tratteneva più a lungo, facendo maligne digressioni su come Harry perdesse le belle giornate e le possibilità che offrivano. A riscuoterlo da queste amare riflessioni fu l'apparizione al suo fianco di Jimmy Pix che gli tendeva una pergamena. «Grazie, Jimmy», Ehi, è di silente! esclamò Harry emozionato scorrendo il foglio. Vuole che vada nel suo ufficio appena posso. Si fissarono turbati. Accidenti! sussurrò Ron. Credi che abbia trovato... Meglio che vada a vedere, no? rispose Harry e balzò in piedi. Corse fuori dalla sala comune e attraversò a razzo il settimo piano, incrociando solo Peeves, che con aria annoiata gli gettò addosso pezzetti di gesso e ridacchiò sonoramente, scansando la sua fattura difensiva. Quando Peeves fu sparito, il silenzio calò nei corridoi. Mancavano solo quindici minuti al coprifuoco e quasi tutti erano già tornati nelle sale comuni. Harry udì un urlo e un tonfo. Si fermò, le orecchie tese. «Oh sì!» ah! Il rumore proveniva da un corridoio vicino. Harry corse da quella parte, la bacchetta pronta, girò un altro angolo e vide la professoressa Trelone istesa a terra, la testa coperta da uno scialle, con diverse bottiglie di sherry accanto a lei, una delle quali rotta. «Professoressa!» Harry si precipitò verso di lei e l'aiutò a rialzarsi. Alcune delle collane luccicanti le si erano impigliate negli occhiali. Singhiozzò sonoramente, si sistemò i capelli e si appoggiò al braccio di Harry. Che cosa è successo, professoressa? È proprio il caso di chiederlo! strillò. Stavo passeggiando e meditavo su certi portenti oscuri che ho intravisto. Ma Harry non le badò. Si era appena accorto di dove si trovavano. Sulla destra c'era l'arazzo dei troll ballerini e sulla sinistra la parete di pietra liscia e impenetrabile che celava... «Professoressa, stava cercando di entrare nella stanza delle necessità!» «Presagi che mi sono stati affidati!» «Cosa?» All'improvviso si fece guardinga. «La stanza delle necessità!» ripete Harry. «Stava cercando di entrare là dentro!» «Io... beh...» Non sapevo che gli studenti fossero al corrente. Non tutti lo sono. Ma che cosa è successo? Lei ha urlato. Sembrava che fosse ferita. Io. Beh. rispose la stringendosi addosso gli scialli come per proteggersi e fissandolo con gli occhi enormi. Io desideravo depositare. Oh. certi. Mm, effetti personali nella stanza e borbottò qualcosa a proposito di perfide accuse. Capisco, fece Harry guardando le bottiglie di Sherry sul pavimento. Ma non è riuscita a entrare e a nasconderli. Lo trovò assai strano. La stanza si era aperta per lui quando aveva voluto nascondere il libro del principe mezzo sangue. Oh, sì che sono entrata! rispose la trelonei guardando accigliata la parete. Ma dentro c'era già qualcuno. Qualcuno dentro! Chi? chiese Harry. Chi c'era dentro? Non ne ho idea! ribatté lei, un po' spiazzata dall'insistenza di Harry. «Sono entrata e ho sentito una voce, cosa che non era mai successa in tutti gli anni da che nascondo… Uh, uso la stanza, volevo dire». «Una voce? E che cosa diceva?» «Non so se stesse dicendo qualcosa. Stava schiamazzando». «Schiamazzando?» «E molto allegramente», aggiunse la trelone, iannuendo. Harry la fissò. «Era un maschio o una femmina?» «Oserei dire un maschio». E sembrava felice. Molto felice. confermò lei sdegnosa, come se stesse festeggiando. Assolutamente sì. E poi. E poi io ho gridato. Chi è là? Non poteva scoprirlo, senza chiederlo. le domandò Harry, frustrato. L'occhio interiore. Ribatté la Trelonei con dignità, riassestandosi gli scialli e i molti fili di collane. Era concentrato su faccende ben lungi dai banali mondi di voci schiamazzanti. "D'accordo", tagliò corto Harry. Aveva sentito fin troppo spesso la Trelonei parlare del suo occhio interiore e le ha detto chi era. "No", rispose lei. È calato il buio, buio pesto, e un attimo dopo sono stata scaraventata fuori dalla stanza. E non lo ha visto prima? chiese Harry, incapace di trattenersi. No, come ho detto, era buio. Si interruppe e lo guardò, sospettosa. Credo che farebbe bene a raccontarlo al professor Silente. Dovrebbe sapere che Malfoy sta festeggiando. Voglio dire che qualcuno l'ha buttata fuori dalla stanza. Con sua sorpresa la professoressa Trelone si raddrizzò altera. Il preside ha dichiarato che gradirebbe meno visite da parte mia, rispose gelida. Non sono tipo da imporre la mia presenza a chi non l'apprezza. Se silente decide di ignorare gli avvertimenti delle carte, la sua mano ossuta si chiuse all'improvviso attorno al polso di Harry, più e più volte, per quante volte le disponga ed estrasse con gesto teatrale una carta da sotto gli scialli. La torre, sussurrò, calamità, disastro, è sempre più vicino. D'accordo, la interruppe Harry. Beh, secondo me dovrebbe raccontare a silente di questa voce e del buio che è calato e di come è stata buttata fuori dalla stanza. Tu credi? Latrelone i soppesò la faccenda per un attimo, ma Harry capì che l'idea di ripetere la sua piccola avventura la attirava molto. Io sto andando da lui adesso, proseguì Harry, ho un appuntamento. Potremmo andarci insieme. Oh, beh, in questo caso... La i sorrise, si chinò, raccolse le bottiglie di Sherry e le gettò, senza tante cerimonie, in un grande vaso bianco e blu, posto in una nicchia lì accanto. Mi manca la tua presenza alle lezioni, Harry, dichiarò con sentimento mentre si avviavano. Non sei mai stato un gran veggente, ma eri un meraviglioso oggetto. Harry non rispose. Aveva sempre detestato essere l'oggetto delle ripetute previsioni di sventura della professoressa Treloni. Temo, riprese lei, che il Ronzino, o oh, scusa, il Centauro, non sappia nulla di cartomanzia. Gli ho chiesto da veggente a veggente se non aveva avvertito anche lui le remote vibrazioni della catastrofe che incombe, ma sembrava che mi ritenesse quasi ridicola. Sì, ridicola! La sua voce crebbe d'intensità, facendosi quasi isterica, e Harry colse un potente sentore di sherry, anche se le bottiglie erano ormai lontane. Forse il cavallo ha sentito dire che non ho ereditato il dono della mia bis nonna Da anni persone gelose mettono in circolazione simili voci. E lo sai che cosa dico io a questa gente, Harry? Silente mi avrebbe permesso di insegnare in questa scuola così importante. Mi avrebbe concesso tanta fiducia in tutti questi anni, se non gli avessi dimostrato il mio valore. Harry borbottò qualcosa di indistinto. Ricordo bene il primo incontro con Silente? continuò la con voce gutturale. Rimase molto colpito, è naturale molto colpito. Alloggiavo alla testa di porco, che non consiglio, tra parentesi, certe pulci, caro ragazzo, ma avevo poco denaro. Silente mi fece la cortesia di venirmi a trovare nella mia stanza alla locanda, mi interrogò, devo confessare che all'inizio credetti che fosse mal disposto nei confronti della divinazione, e ricordo che mi sentivo un po strana, non avevo mangiato granché quel giorno, ma poi. Harry le stava prestando attenzione per la prima volta perché sapeva che cosa era successo allora. La professoressa Treloni aveva rivelato la profezia su lui e Voldemort, che aveva cambiato tutta la sua vita, ma poi fummo interrotti con autentica insolenza da Severus Piton. Cosa? Sì, si sentì un rumore fuori dalla porta che si spalancò e c'era quel rozzo oste con Piton che cianciava di aver sbagliato strada, anche se io penso che fosse stato sorpreso a origliare. Sai, allora cercava lavoro anche lui e senza alcun dubbio sperava di cogliere qualche dritta. Beh, dopodiché Silente parve molto più incline a offrirmi un lavoro e io non potei non pensare, Harry, che fosse perché apprezzava il netto contrasto fra i miei modi modesti e il mio tranquillo talento rispetto all'insistenza di quell'uomo agitato, pronto a origliare dal buco della serratura. Eh, Harry Caro, si guardò indietro. Si era appena accorta che Harry non era più accanto a lei. Aveva smesso di camminare tre metri prima. Harry ripeté, incerta dall'aria preoccupata e spaventata della Trelonei, Harry capì di essere pallidissimo. Era immobile, investito da ondate di orrore che una dopo l'altra cancellavano tutto tranne l'informazione che gli era stata taciuta tanto a lungo. Era stato Piton a origliare la profezia. Era stato Piton a riferirla a Voldemort. Piton e Peter Pettigrew insieme avevano messo Voldemort sulle tracce di Lily e di James e del loro figlio. Al momento a Harry non importava altro. «Harry!» insistette la professoressa Trelonei. «Harry, non stavamo andando dal preside?» «Lei, resti qui!» biascicò Harry con la bocca intorpidita ma caro, dovevo raccontargli di come sono stata aggredita nella stanza delle lei resti qui, ripeté Harry brusco. Corse avanti, voltò l'angolo e si ritrovò nel corridoio dove il gargoyle faceva la guardia. Harry gli gridò la parola d'ordine e corse su per la scala a chiocciola tre gradini alla volta. Non bussò alla porta di silente, la martellò e la voce calma rispose: "Avanti". Dopo che Harry si era già precipitato nella stanza, Fox la fenice si voltò, i lucidi occhi neri che riflettevano l'oro del tramonto oltre i vetri. Silente era in piedi alla finestra e guardava il parco con un lungo mantello nero da viaggio tra le braccia. Allora, Harry, ti avevo promesso che saresti potuto venire con me. Per qualche istante Harry non capì. La conversazione con la Trelonei gli aveva svuotato la testa di qualunque altra cosa e il suo cervello reagiva molto lentamente. Venire con lei. Solo se lo desideri, è ovvio. Se lo... E poi Harry si ricordò il primo motivo che l'aveva spinto a correre da silente. Ne ha trovato uno. Ha trovato un orcrux. Credo di sì. Rabbia e rancore lottarono contro sorpresa ed eccitazione. Per parecchi istanti Harry non riuscì a parlare. È naturale avere paura, osservò silente. Io non ho paura ribatté subito Harry, ed era assolutamente vero la paura era un'emozione che non provava affatto in quel momento. Qual è? Dov'è? Non so qual è con precisione, anche se direi che possiamo escludere il serpente, ma credo che sia a molti chilometri da qui, in una caverna sulla costa che da lunghissimo tempo cerco di individuare. La caverna in cui Tom Riddle un giorno terrorizzò due bambini del suo orfanotrofio durante la gita annuale. Ricordi? Sì, rispose Harry. Come protetto? Non lo so. Nutro sospetti che potrebbero rivelarsi assolutamente errati. Silente esitò, poi aggiunse. Harry, ti ho promesso che saresti potuto venire con me e mantengo la promessa. Ma sarebbe molto scorretto da parte mia non avvertirti che questa faccenda sarà straordinariamente pericolosa. Vengo! esclamò Harry quasi ancor prima che Silente finisse di parlare. Rabbioso com'era nei confronti di Piton, il suo desiderio di fare qualcosa di estremo e rischioso era aumentato di dieci volte negli ultimi minuti. Glielo si doveva leggere in volto perché Silente si allontanò dalla finestra e lo guardò più da vicino con una ruga sottile tra le sopracciglia d'argento. Che cosa ti è successo? Niente, mentì Harry con prontezza. Che cosa ti ha sconvolto? Io non sono sconvolto. Harry, non sei mai stato un buon occlumante. Quella parola fu la scintilla che incendiò la rabbia di Harry. Piton! urlò quasi, e Fox emise un roco basso grido alle loro spalle. «Piton! ecco che cosa è successo. È stato lui a dire a Voldemort della profezia. È stato lui, lui, ha ascoltato fuori dalla porta. Me l'ha detto la Treloni. L'espressione di silente non cambiò, ma Harry si accorse che sbiancava sotto la sfumatura rossastra del sole al tramonto. Per un lungo istante il preside non disse nulla. Quando l'hai scoperto? chiese infine. Adesso. esclamò Harry, trattenendosi con enorme difficoltà dall'urlare. Poi all'improvviso non ce la fece più. E lei gli ha permesso di insegnare qui. E lui ha detto a Voldemort di dare la caccia ai miei genitori. Col respiro affannato, come se stesse lottando, Harry voltò le spalle a Silente, che non aveva ancora mosso un muscolo, e marciò su e giù per lo studio, sfregandosi le nocche della mano e cercando di trattenersi dal rovesciare oggetti. Voleva scatenare la sua collera contro Silente, ma voleva anche andare con lui a distruggere l'Orcrux. Voleva dirgli che era un vecchio stupido per essersi fidato di Piton, ma aveva il terrore che Silente non lo portasse con sé se non fosse riuscito a controllarsi. Harry, mormorò Silente, per favore, ascoltami. Smettere di camminare fu difficile quanto trattenersi dall'urlare. Harry si fermò, mordendosi un labbro. E guardò il volto segnato di Silente. Il professor Piton ha commesso un terribile. Non mi dica che è stato un errore! Stava origliando dietro la porta. Per favore, lasciami finire. Silente attese che Harry annuisse con un cenno asciutto, poi riprese. Il professor Piton ha commesso un terribile errore. Era ancora al servizio di Lord Voldemort la sera che sentì la prima metà della profezia. Naturalmente si affrettò a riferire al suo padrone quanto aveva udito, perché la cosa riguardava Voldemort in prima persona. Ma non sapeva, non aveva alcun modo di sapere a quale ragazzo Voldemort avrebbe dato la caccia da allora in poi, o che i genitori che avrebbe ucciso nella sua impresa assassina erano persone che conosceva, che erano tua madre e tuo padre. Harry scoppiò in una risata senza gioia. «Odiava mio padre quanto odiava Sirius! Non ha notato, professore, che la gente che Piton odia, in genere, finisce per morire?» «Non hai idea del rimorso che provò il professor Piton quando capì come Lord Voldemort aveva interpretato la profezia, Harry. Credo che sia il rimpianto più grande della sua vita e la ragione per cui tornò. Ma lui è un ottimo occlumante, vero, signore?» Lo interruppe Harry con la voce tremante per lo sforzo di mantenerla calma. E Voldemort non è forse convinto che Piton stia dalla sua parte anche adesso? Professore, come fa a essere sicuro che Piton stia con noi? Silente non parlò per un attimo. Sembrava che cercasse di prendere una decisione. Infine rispose: Ne sono sicuro. Ho piena fiducia in Severus Piton. Harry respirò a fondo per qualche istante, tentando di calmarsi. Inutile. Beh, io no! gridò come prima. Sta tramando qualcosa con Draco Malfoy in questo stesso momento, proprio sotto il suo naso, e lei continua... Ne abbiamo già parlato, Harry, ribatté silente di nuovo, inflessibile. Ti ho detto la mia opinione. Stasera lei si allontana dalla scuola, e scommetto che non ha nemmeno pensato che Pito e Malfoy potrebbero decidere di. Di fare che cosa? chiese silente, le sopracciglia inalcate. Di che cosa li sospetti di preciso? Io. hanno in mente qualcosa, sbottò Harry, e le sue mani si chiusero a pugno. La professoressa Treloni è appena stata nella stanza delle necessità per nascondere le sue bottiglie di Sherry, e ha sentito Malfoy che schiamazzava e festeggiava. «Sta cercando di aggiustare qualcosa di pericoloso là dentro, e secondo me alla fine c'è riuscito, e lei sta per lasciare la scuola senza...» «Basta così!» lo interruppe silente. Lo disse in tono tranquillo, eppure Harry tacque all'istante. Sapeva di aver varcato una linea invisibile. «Credi che abbia lasciato una sola volta la scuola in difesa durante le mie assenze quest'anno?» «No.» Questa sera, quando me ne andrò, verranno attivate altre protezioni. Ti prego di non insinuare che non prendo sul serio la sicurezza dei miei studenti, Harry. Io non. borbottò Harry un po' confuso, ma Silente lo interruppe. Non desidero discuterne oltre. Harry si rimangiò la replica, timoroso di essersi spinto troppo in là, di essersi bruciato la possibilità di accompagnare Silente, ma il preside continuò. Desideri venire con me stasera? Sì, rispose subito Harry. Molto bene, allora. Ascolta. Silente si erse in tutta la sua altezza. Ti porto con me a una condizione, che tu obbedisca all'istante a qualunque mio ordine, senza discutere. Certo. Cerca di comprendermi, Harry. Intendo dire che devi eseguire anche ordini come fuggi, nasconditi o torna indietro. Ho la tua parola? Io? Sì, certo. Se ti dirò di nasconderti, lo farai? Sì. Se ti dirò di fuggire, obbedirai? Sì. Se ti dirò di abbandonarmi e metterti in salvo, farai come ti dico? Io? Harry. Si guardarono per un attimo. Sì, signore. Molto bene. Allora desidero che tu vada a prendere il tuo mantello e ti trovi nella sala d'ingresso tra cinque minuti. Silente si voltò per guardare fuori dalla finestra infuocata. Il sole era un riverbero rosso rubino lungo l'orizzonte. Harry uscì rapido dall'ufficio e discese la scala a chiocciola. All'improvviso il suo cervello era stranamente sgombro. Sapeva che cosa fare. Ron e Hermione erano seduti nella sala comune quando lui vi fece ritorno. «Che cosa vuole, Silente?» Chiese subito Ermione. Harry, tutto a posto? aggiunse preoccupata. Sto bene, rispose asciutto Harry e li oltrepassò di corsa. Sfrecciò su per le scale fino al dormitorio, dove spalancò il baule ed estrasse la mappa del malandrino e un paio di calzini appallottolati. Poi corse di nuovo in sala comune e con una scivolata si fermò davanti a Ron e Ermione, che lo guardarono esterrefatti. Non ho molto tempo, Ansimò. Silente crede che sia venuto a prendere il mantello dell'invisibilità. Sentite, disse loro in fretta dove stava andando e perché. Non si interruppe né per i sussulti d'orrore di Ermione, né per le domande affrettate di Ron. Avrebbero scoperto i particolari da soli, più tardi. Capite che cosa vuol dire? concluse Harry, concitato. Silente non sarà qui stanotte, quindi Malfoy avrà un'ottima possibilità di tentare qualunque cosa abbia in mente. No, ascoltatemi, sibilò rabbioso quando sia Ron che Hermione diedero segno di volerlo interrompere. So che era Malfoy quello che festeggiava nella stanza delle necessità. Ecco, ficcò in mano a Hermione la mappa del malandrino. Dovete sorvegliarlo, lui e anche Piton. Usate chiunque altro riusciate a mettere insieme dell'ES. Hermione, quei galeoni per comunicare funzionano ancora, giusto? Silente dice che ha imposto alla scuola una protezione supplementare, ma se Pitone è coinvolto saprà di quale protezione si tratta e come evitarla. Però non si aspetterà che tutti voi stiate in guardia, no? Harry, cominciò Hermione gli occhi dilatati dalla paura. Non c'è tempo per discutere, la interruppe Harry secco. Prendete anche questi e ficcò i calzini in mano a Ron. Grazie, rispose Ron. Ehm, perché mi servono dei calzini? Ti serve quello che c'è dentro, è la Felix Felicis. Dividetela tra voi e Ginny. Salutatela da parte mia. È meglio che vada. Silente mi sta aspettando. No, esclamò Hermione, mentre Ron, intimorito, toglieva la bottiglietta di pozione dorata dai calzini. Noi non la vogliamo. Prendila tu. Chissà che cosa dovrai affrontare. Io sarò con Silente, ribatté Harry. Voglio essere sicuro che voi stiate bene. Non fare quella faccia, Hermione. Ci vediamo più tardi. E se ne andò, attraversando di corsa il buco del ritratto, diretto alla sala d'ingresso. Silente lo aspettava accanto al portone di Quercia. Si voltò quando Harry arrivò, pattinando al gradino più alto, ansante, con una fitta nel fianco. Per favore, indossa il mantello, disse il preside. Harry se lo gettò addosso e silente aggiunse: "Molto bene. Andiamo". E cominciò a scendere gli scalini di pietra. Il suo mantello da viaggio era quasi immobile nella ferma aria estiva. Harry si affrettò a seguirlo sotto il mantello dell'invisibilità, senza smettere di ansimare e sudare. "Ma che cosa diranno vedendola partire, professore?", chiese Harry pensando a Malfoy e Piton. "Che vado a bere qualcosa, Hogsmith". Rispose silente in tono leggero: Vado spesso da Rosberta oppure faccio visita alla testa di porco, o così pare. È un modo come un altro per coprire la mia vera destinazione. Discesero il viale nel crepuscolo che si addensava. L'aria era carica dell'aroma di erba calda, acqua di lago e fumo di legna proveniente dalla capanna di Agrid. Era difficile credere che fossero diretti verso qualcosa di pericoloso o terrificante. Professore, mormorò Harry quando apparvero i cancelli in fondo al viale. Ci materializzeremo? Sì, confermò Silente. Ormai sei capace di materializzarti, suppongo. Sì, rispose Harry. Ma non ho ancora fatto l'esame. Sentì che era meglio essere sincero. Se avesse rovinato tutto sbucando a cento chilometri di distanza da dove avrebbe dovuto? Non importa, lo rassicurò Silente. Posso accompagnarti di nuovo. Uscirono dai cancelli e imboccarono il viottolo per Oxmid, deserto e semibuio. L'oscurità calò in fretta, e quando ebbero raggiunto High Street era quasi notte. Le luci balluginavano dalle finestre sopra i negozi, dai tre manici di scopa provenivano rauche grida. E resta fuori! urlò Madame Rosmerta, gettando fuori dal locale un mago dall'aria trasandata. «Oh, buonasera, Albus, sei in giro tardi!» «Buonasera, Rosmerta, buonasera. Perdonami, sto andando alla testa di porco. Non avertene a male, ma stasera preferisco un'atmosfera più tranquilla». Un minuto dopo voltavano l'angolo per entrare nella stradina laterale, dove l'insegna della testa di porco cigolava piano, anche se non c'era vento, a differenza dei tre manici di scopa, il pub sembrava assolutamente vuoto. Non sarà necessario entrare, mormorò silente guardandosi intorno, purché nessuno ci veda partire. Ora posa la mano sul mio braccio, Harry. Senza stringere troppo, mi limiterò a guidarti. Al mio tre. Uno, due, tre. Harry si voltò, provò subito l'orribile sensazione di venire ficcato in un tubo di gomma. Non riusciva a respirare, si sentiva comprimere in modo quasi intollerabile e poi, quando stava per soffocare, i lacci invisibili parvero esplodere e lui si ritrovò in una fredda oscurità, a respirare grandi boccate di fresca aria salmastra. La caverna. Harry sentiva odore di salsedine e udiva il rumore delle onde. Una leggera brezza gelata gli scompigliava i capelli. Guardò il mare illuminato dalla luna e il cielo trapunto di stelle. Si trovava su un grosso scoglio di roccia scura, con l'acqua che schiumava e ribolliva sotto di lui. Dietro si levava un'altissima scogliera, un precipizio nero e informe da cui sembravano essersi staccati in qualche era passata, enormi massi, come quello sul quale si trovavano Harry e Silente. Era uno spettacolo brullo e aspro, mare e roccia privi del conforto di alberi o declivi erbosi o sabbia. Che cosa ne pensi? domandò silente, come valutando se quello fosse un buon posto per un picnic. È qui che hanno portato i bambini dell'orfanotrofio? chiese Harry, che non riusciva a immaginare un luogo meno piacevole per una gita. Non proprio, rispose silente. C'è un villaggio a metà della scogliera, dietro di noi. Credo che gli orfani siano stati accompagnati là per godersi un po d'aria di mare e una vista sulle onde. No. Devono essere stati solo Tom Riddle e le sue giovani vittime ad aver visitato questo luogo. Nessun babbano avrebbe potuto raggiungere questa roccia a meno di non essere uno scalatore straordinariamente abile. E le barche non riescono ad avvicinarsi alla scogliera. Le acque sono troppo pericolose. Immagino che Riddle si sia calato giù. La magia sarà stata più utile delle funi. E ha portato con sé due bambini, probabilmente per il piacere di terrorizzarli. Penso che sia bastato il viaggio, non ti pare? Harry guardò di nuovo verso la scogliera e gli venne la pelle d'oca. Ma la sua destinazione finale, e la nostra, è un po' più in là. Vieni! Indicò a Harry il margine esterno del masso, dove una serie di rientranze frastagliate permetteva di raggiungere certe rocce, semi sommerse dall'acqua e più vicine alla scogliera. Era una discesa insidiosa e Silente, un po' impedito dalla mano rattrapita, procedette con lentezza. Gli scogli erano scivolosi. Fredde goccioline salate schizzarono sul viso di Harry. «Lumos!» Disse Silente, raggiungendo il masso più vicino alla parete della scogliera. Mille macchioline di luce dorata scintillarono sulla superficie scura dell'acqua, poche decine di centimetri più in basso, dove il mago si era accovacciato. Anche la nera parete di roccia accanto a lui era illuminata. Vedi? mormorò Silente, levando un po' più sulla bacchetta. Harry scorse una spaccatura nella parete, dentro la quale vorticava acqua scura. Non ti dispiace bagnarti un po'? No, rispose Harry. Allora togliti il mantello dell'invisibilità. Adesso non serve. E tuffiamoci! E con l'improvvisa agilità di un uomo molto più giovane si lanciò in mare e nuotò con un impeccabile stile a rana verso la fessura buia nella superficie rocciosa. La bacchetta accesa tra i denti. Harry si sfilò il mantello, se lo ficcò in tasca e lo seguì. L'acqua era gelata. Gli abiti zuppi di Harry gli fluttuavano attorno e lo tiravano verso il basso. Respirando profondamente l'odore di sale e alghe, seguì a nuoto la tremula luce che si inoltrava sempre più nella scogliera. Poco dopo la fenditura si aprì su una buia galleria di roccia. Harry pensò che si sarebbe riempita d'acqua con l'alta marea. Le pareti scivolose distavano meno di un metro l'una dall'altra e brillavano come catrame fresco al passaggio della bacchetta illuminata. Poco più avanti la galleria piegò a sinistra, incuneandosi profondamente nella scogliera. Harry continuò a nuotare nella scia di Silente, sfiorando la roccia ruvida e bagnata con le dita intorpidite. Poi Silente emerse dall'acqua davanti a lui i capelli argentati e gli abiti scuri scintillanti. Harry lo raggiunse, scoprì dei gradini che conducevano in una vasta caverna li salì a tentoni con l'acqua che colava dai vestiti zuppi e affiorò, scosso da brividi violenti, nell'aria immobile e gelata. Silente era al centro della caverna, la bacchetta levata, e girava piano su se stesso, osservando le pareti e il soffitto. Sì, il posto è questo, affermò. Come fa a dirlo? sussurrò Harry. Ha conosciuto la magia, rispose Silente con semplicità. Harry non riusciva a capire se stava tremando per il gelo che lo penetrava fin nel midollo o perché avvertiva la traccia degli incantesimi. Silente continuava a guardarsi intorno, concentrato su cose che lui non riusciva a vedere. Questa è solo l'anticamera, l'ingresso, annunciò poco dopo. Dobbiamo entrare nella sala interna. Ora dovremo superare gli ostacoli di Lord Voldemort invece di quelli creati dalla natura. Si avvicinò alla parete e la accarezzò con le dita annerite, mormorando parole in una strana lingua che Harry non capì. Due volte fece il giro della caverna, toccando la nuda roccia, fermandosi ogni tanto, facendo scorrere le dita avanti e indietro su un punto in particolare, finché si bloccò la mano aperta contro la parete. Qui, stabilì. Passeremo di qui. L'ingresso è nascosto. Harry non chiese come facesse a saperlo. Non aveva mai visto un mago captare gli incantesimi solo guardando e toccando, ma aveva appreso da tempo che esplosioni e fumo erano più spesso segnali di inettitudine che di abilità. Silente arretrò e puntò la bacchetta contro la roccia. Per un attimo apparvero i contorni di un arco di un bianco vivido, come se dietro la fessura ci fosse una luce accecante. C'eri riuscito! esclamò Harry battendo i denti, ma prima che le parole avessero abbandonato le sue labbra, i contorni erano svaniti, lasciando la roccia nuda e solida come prima. Silente si voltò. Perdonami, Harry, mi sono dimenticato. Si scusò, gli puntò addosso la bacchetta e in un attimo gli abiti di Harry furono caldi e asciutti, come se fossero stati appesi davanti a un fuoco. Grazie, rispose Harry, ma Silente era tornato a esaminare la compatta parete della caverna. Non tentò un'altra magia, ma rimase a fissare la roccia con intensità, come se vi fosse scritto qualcosa di estremo interesse. Harry rimase immobile, non voleva disturbarlo. Poi, dopo due minuti buoni, Silente mormorò, Oh no, questo no, che cattivo gusto! Che cosa c'è, professore? Temo spiegò Silente, infilando la mano sana nella veste ed estraendo un corto pugnale d'argento, come quello che Harry usava per tritare gli ingredienti delle pozioni, che ci venga richiesto un pedaggio. Un pedaggio? chiese Harry. Dobbiamo pagare la porta? Sì, rispose Silente, con il sangue, se non mi sbaglio. Sangue? L'ho detto che era di cattivo gusto ribattessi lente, che sembrava indignato, perfino deluso, come se Voldemort non fosse stato all'altezza delle sue aspettative. L'idea, come sono certo avrai compreso, è che il nemico debba indebolirsi per entrare. Ancora una volta, Lord Voldemort non riesce ad afferrare che vi sono cose ben più terribili delle ferite fisiche. Sì, ma comunque se si può evitarlo tentò Harry, che aveva provato abbastanza dolore da non desiderarne altro. A volte, tuttavia, è inevitabile, osservò Silente. Alzò la manica della veste e scoprì l'avambraccio della mano ferita. Professore, protestò Harry, correndo verso Silente, che già levava il pugnale. Lo faccio io, io sono... Non sapeva che cosa voleva dire, più giovane, più sano, ma Silente sorrise. Ci fu un lampo d'argento e uno schizzo scarlatto. La superficie della roccia era macchiata da scure gocce scintillanti. Sei molto gentile, Harry, rispose silente, passandosi sul braccio la punta della bacchetta. Il profondo taglio si rimarginò all'istante, come le ferite di Malfoy guarite da Piton. Ma il tuo sangue vale più del mio. Ah, pare che abbia funzionato, eh? Il vivido contorno bianco di un arco era ricomparso nella parete e questa volta non sbiadì. La roccia spruzzata di sangue scomparve, lasciando un varco sull'oscurità più totale. Dopo di me direi soggiunse silente e attraversò l'arco. Harry alle sue spalle si affrettò ad accendere la bacchetta. Ai loro occhi apparve un panorama sinistro si trovavano sulle sponde di un lago nero così ampio, che Harry non riusciva a distinguere la riva opposta, in una caverna così grande, che anche il soffitto si perdeva nel buio. Una nebulosa luce verdastra brillava lontana, in quello che poteva essere il centro del lago, riflettendosi nell'acqua immobile. Insieme alla luce delle bacchette era la sola cosa che interrompeva l'altrimenti vellutata oscurità, senza comunque penetrarla quanto Harry si sarebbe aspettato. Il buio era in qualche modo più denso del normale. Camminiamo, sussurrò silente. Fai molta attenzione a non mettere piede nell'acqua. Stammi vicino. Si avviò sul bordo del lago. Harry lo seguì. I loro passi risuonavano sullo stretto orlo di roccia. Camminarono e camminarono, ma lo scenario non mutò. Da un lato la ruvida parete della caverna, dall'altro la sconfinata distesa di nero liscio e vitreo, al centro della quale riduceva quel misterioso bagliore verdastro. Harry trovava il luogo e il silenzio opprimenti, snervanti. Professore, chiese infine. Crede che Lord Crux si trovi qui? Oh, sì, rispose Silente. Sì, ne sono certo. La domanda è: come ci arriviamo? Non potremmo, non potremmo provare con un incantesimo di appello, suggerì Harry, certo che fosse un'idea stupida, ma desideroso di andar via di lì molto più di quanto fosse disposto ad ammettere. Sì, potremmo rispose Silente fermandosi così di botto che Harry quasi gli sbatté contro perché non ci provi? Io ah! Va bene! Non se l'era aspettato, ma si schiarì la voce e declamò, la bacchetta levata, Accio Horcrux! Con un fragore simile a un'esplosione, qualcosa di molto grosso e pallido affiorò dall'acqua scura a pochi metri da loro. Prima che Harry riuscisse a vedere che cos'era, era sparito di nuovo con un tonfo fragoroso che provocò cerchi ampi e profondi sulla superficie. Harry balzò indietro, spaventato, e urtò la parete. Il suo cuore tuonava ancora quando si voltò verso Silente: Che cos'era? Qualcosa, credo, pronto a reagire se dovessimo tentare di prendere l'Orcrux. Harry tornò a guardare l'acqua. Il lago era di nuovo un lucido vetro nero, le onde erano sparite con una velocità innaturale, il suo cuore però non aveva smesso di martellare. Sapeva che sarebbe successo, signore. Pensavo che qualcosa sarebbe successo se avessimo fatto un tentativo ovvio di impadronirci dell'Orcrux. È stata una buonissima idea, Harry, di gran lunga il modo più semplice di scoprire cosa ci troviamo di fronte. Ma non sappiamo che cos'era quello, ribatté Harry, guardando l'acqua sinistramente piatta. Che cosa sono quelli? Vuoi dire? Lo corresse silente. Dubito che ve ne sia uno solo. Continuiamo. Professore. Sì, Harry. Crede che dovremo entrare nel lago. Dentro? Solo se saremo molto sfortunati. Ma crede che l'orcrux si trovi sul fondo? Oh no, io credo che l'orcrux sia al centro. E silente indicò la nebulosa luce verde. Quindi dovremo attraversare il lago per prenderlo? Sì, temo di sì. Harry non replicò. Pensava a mostri acquatici, serpenti giganti, demoni, kelpi e folletti. Ah <ride> ah. fece silente e si fermò di nuovo. Questa volta Harry gli finì davvero addosso. Per un momento vacillò sull'orlo dell'acqua scura e la mano sana di Silente si strinse attorno al suo braccio, trattenendolo. Scusa, Harry, avrei dovuto avvertirti. Appoggiati alla parete, per favore. Forse ho trovato. Harry non capì. Per quello che poteva vedere, quel tratto di riva buia era identico a tutti gli altri. Stavolta Silente non toccò la parete, ma alzò la mano in aria, come per afferrare qualcosa di invisibile. Oh oh! esclamò Allegro qualche istante più tardi. Chiuse la mano e si avvicinò all'acqua. Harry osservò con una certa ansia la punta delle scarpe del preside sfiorare il limite estremo della riva. Tenendo la destra stretta in alto, Silente levò la bacchetta con la sinistra e si toccò il pugno. Una spessa catena verde di rame apparve dal nulla, un'estremità sprofondata negli abissi, un'altra stretta nella mano di Silente. Lui la colpì e quella gli scorse tra le dita come un serpente, quindi si arrotolò a terra con un tintinnio che echeggiò fragoroso contro le pareti di roccia, tirandosi dietro qualcosa dal fondo dell'acqua nera. Harry trattenne il respiro mentre la prua spettrale di una minuscola barca infrangeva la superficie con un baluginio verde come la catena e scivolava verso di loro senza quasi increspare l'acqua. Come faceva a sapere che c'era? chiese Harry esterrefatto. La magia lascia sempre tracce, rispose silente, mentre la barca urtava morbida contro la riva, a volte molto evidenti. Io sono stato l'insegnante di Tom Riddle, conosco il suo stile. Questa... questa barca è sicura? Oh sì, credo di sì. Voldemort aveva bisogno di creare un mezzo per attraversare il lago senza suscitare l'ira delle creature che vi aveva collocato, nel caso avesse voluto vedere o portar via il suo orcrux. Quindi le cose là dentro non ci faranno nulla se attraversiamo il lago con la barca di Voldemort. Temo che prima o poi capiranno comunque che non siamo lui. Finora tuttavia siamo stati bravi. Ci hanno permesso di recuperare la barca. Ma perché? chiese Harry, che non riusciva a non pensare a tentacoli che sorgevano dalle acque, nel momento stesso in cui la riva fosse sparita alle loro spalle. Voldemort doveva essere abbastanza sicuro che solo un grandissimo mago sarebbe riuscito a trovare la barca, spiegò silente. Deve aver sfidato quella che secondo lui era un'infima probabilità che qualcun altro la trovasse, sapendo di aver disposto altri ostacoli più avanti che solo lui sarebbe stato in grado di superare. Vedremo se ha ragione. Harry guardò dentro la barca. Era davvero molto piccola. Non sembra fatta per due persone. Ci reggerà tutti e due. Non saremo troppo pesanti insieme. Silente ridacchiò. Voldemort non avrà pensato al peso, ma alla quantità di potere magico che attraversava il suo lago. Immagino che questa barca sia stata incantata perché un mago alla volta possa usarla. Ma allora... tu non dovresti contare, Harry. Sei minorenne e non hai il diploma. Voldemort non si sarebbe mai aspettato che un sedicenne raggiungesse questo luogo. Ritengo improbabile che i tuoi poteri si notino paragonati ai miei. Queste parole non aiutarono a sollevare il morale di Harry. Forse Silente lo capì, perché aggiunse Errore di Voldemort, Harry, errore di Voldemort. L'adulto è sciocco e immemore quando sottovaluta la giovinezza. Questa volta vai prima tu e attento a non toccare l'acqua. Harry salì cauto sulla barca. Poi entrò anche silente, arrotolando la catena sul fondo. Stavano davvero molto stretti. Harry non era seduto, ma rannicchiato, con le ginocchia che sporgevano dalla bassa fiancata. La barca si mosse subito senza il loro aiuto, come se una fume invisibile li tirasse verso la luce al centro. Non si udiva alcun rumore, a parte il fruscio setoso della prua, che fendeva l'acqua. Ben presto non riuscirono più a vedere le pareti della caverna avrebbero potuto trovarsi in mare se non fosse stato per l'assenza di onde. Harry guardò in basso e vide il riflesso della sua bacchetta sulla distesa nera. La barca scavava increspature profonde nella superficie vitrea, solchi nello specchio oscuro e poi Harry la vide, bianca come il marmo, galleggiare pochi centimetri sotto il pelo dell'acqua. Professore esclamò e la sua voce spaventata echeggiò, sonora nel silenzio pesante. Sì, Harry, credo di aver visto una mano, una mano umana. Sì, esatto, rispose silente tranquillo. Harry guardò di nuovo nell'acqua in cerca della mano e una sensazione di nausea gli salì in gola. Quindi, quella cosa che è balzata fuori? Ma Harry sapeva la risposta prima che silente potesse dargliela. La luce della bacchetta aveva illuminato un nuovo tratto d'acqua, mostrandogli un uomo morto, disteso a faccia in su, appena sotto la superficie, gli occhi aperti velati come da ragnatele, capelli e abiti vorticanti come fumo, attorno a lui. Qui dentro ci sono dei cadaveri, esclamò Harry, e la sua voce suonò molto più acuta del solito, quasi irriconoscibile. Sì, rispose silente e tranquillo. Ma non dobbiamo preoccuparcene al momento. Al momento! ripeté Harry voltandosi a guardarlo, non finché scorrono tranquilli sotto di noi. Non c'è niente da temere da un cadavere, Harry, non più di quanto si debba aver paura del buio. Lord Voldemort, che segretamente li teme entrambi, non è d'accordo, ma anche questo rivela la sua mancanza di saggezza. È l'ignoto che temiamo quando guardiamo la morte e il buio. Nient'altro. Harry non rispose, ma trovava terribile l'idea che ci fossero cadaveri galleggianti attorno e sotto a loro e non era nemmeno convinto che non fossero pericolosi. Ma uno ha fatto un salto, osservò, cercando di mantenere la voce bassa e tranquilla come quella di Silente. Quando ho cercato di appellare l'Orcrux, un corpo è balzato fuori dal lago. Sì, annuì Silente. Sono sicuro che quando avremo preso l'Orclux saranno meno pacifici. Tuttavia, come molte creature che vivono al freddo e al buio, temono la luce e il calore, che di conseguenza chiameremo il nostro aiuto se dovesse essercene bisogno. Il fuoco, Harry, aggiunse con un sorriso in risposta all'espressione sconvolta di Harry. Oh, ecco, disse in fretta Harry. Si girò per guardare la luce verdastra verso cui la barca procedeva inesorabile. Ormai non poteva fingere di non aver paura. L'enorme lago nero, pullulante di morti, sembrava che fossero passate ore e ore da quando aveva incontrato la professoressa Trelonei. Aveva dato a Ron e a Hermione la Felix Felicis. All'improvviso rimpianse di non averli salutati meglio e non aveva nemmeno visto Ginny. «Ci siamo quasi!» annunciò silente e allegro. E in effetti la luce verdastra parve ingrandirsi, e pochi minuti dopo la barca si fermò, cozzando dolcemente contro qualcosa che Harry non vide subito, ma quando alzò la bacchetta accesa, si accorse che avevano raggiunto un isolotto di roccia liscia, al centro del lago. Attento a non toccare l'acqua, lo ammonì di nuovo silente mentre scendevano. L'isola non era più grande del suo ufficio una distesa di piatta roccia scura sulla quale si trovava soltanto la fonte della luce verdognola, che da vicino era molto più brillante. Harry la scrutò a occhi socchiusi. All'inizio pensò a una sorta di lampada, ma poi si accorse che la luce proveniva da un bacile di pietra, simile al pensatoio, posto in cima a un piedistallo. Silente si avvicinò al bacile. E Harry lo seguì. Fianco a fianco guardarono dentro. Il bacile era pieno di un liquido smeraldino da cui emanava il bagliore fosforescente. Che cos'è? chiese piano Harry. Non ne sono sicuro, rispose Silente. Qualcosa di più preoccupante, di sangue e cadaveri però. Rimboccò la manica della mano annerita e tese le dita bruciate verso la superficie della pozione. Signore, no, non tocchi! Non posso. Silente sorrise appena. Visto? Non riesco ad avvicinarmi più di così. Prova tu. Con lo sguardo fisso, Harry abbassò la mano nel bacile e cercò di toccare la pozione. Una barriera invisibile, che sembrava fatta di aria solida, gli impedì di avvicinarsi anche solo di un centimetro. Spostati per favore, Harry, disse silente. Levò la bacchetta e fece complicati movimenti sulla superficie della pozione, mormorando parole senza suono. Non accadde nulla, a parte forse il fatto che la superficie brillò un po di più. Harry rimase in silenzio mentre Silente era all'opera, ma dopo un po' questi ritrasse la bacchetta e Harry capì che poteva parlare di nuovo. Crede che l'orcrux sia lì dentro, signore? Oh, sì. Silente scrutò il contenuto del bacile più da vicino. Harry ne vide il volto riflesso alla rovescia sulla liscia superficie verde. Ma come raggiungerlo? Questa pozione non può essere penetrata da una mano, svanita, separata, raccolta o risucchiata, e non può essere nemmeno trasfigurata, incantata o comunque indotta a mutare la sua natura. Quasi come sovrappensiero, alzò di nuovo la bacchetta, la fece roteare una volta a mezz'aria e poi afferrò il calice di cristallo che aveva evocato dal nulla. Posso solo concludere che questa pozione debba essere bevuta. Che cosa? esclamò Harry. No, sì, credo di sì. Solo bevendola posso vuotare il bacile e vedere che cosa c'è sul fondo. Ma se se la ucciderà, ne dubito, rispose Silente tranquillo. Lord Voldemort non può voler uccidere la persona che riesca a raggiungere quest'isola. Harry non riusciva a crederci. Era un'altra manifestazione dell'insano accanimento di Silente nel voler vedere il buono in chiunque? Signore, replicò, cercando di mantenere un tono ragionevole, Signore, è di Voldemort che stiamo... Scusa, Harry, intendevo che non può volerla uccidere subito, si corresse Silente. Vorrà mantenerla in vita abbastanza a lungo, da scoprire come sia riuscita a superare le sue difese. E cosa più importante di tutte, perché sia tanto decisa a vuotare il bacile? Non dimenticare che Lord Voldemort è convinto di essere il solo a sapere dei propri orcrux. Harry fece per parlare di nuovo, ma questa volta silente alzò la mano per farlo tacere, osservando accigliato il liquido smeraldino. Senza dubbio, disse infine, questa pozione mi impedirà di prendere l'orcrux. Potrebbe paralizzarmi, farmi dimenticare perché sono qui, farmi impazzire di dolore o mettermi fuori gioco in un altro modo. Se così fosse, Harry, sarà tuo compito assicurarti che io continui a bere, anche se tu dovessi obbligarmi con la forza. Hai capito? I loro sguardi si incontrarono sopra il bacile, i due volti pallidi accesi da quella strana luce verde. Harry non parlò. Era venuto per questo, per far inghiottire a Silente una pozione che avrebbe potuto provocargli un dolore insopportabile? Ricordi, riprese Silente, a quale condizione ti ho portato con me? Harry esitò, guardando gli occhi azzurri che erano diventati verdi alla luce del bacile. Ma se non hai giurato di eseguire qualunque mio ordine, sì, ma non ti ho avvertito che avrebbe potuto essere pericoloso? Sì, rispose Harry, ma... Bene, allora, concluse Silente, rimboccandosi le maniche e levando il calice vuoto, conosci i miei ordini. Perché non posso berla io la pozione? chiese Harry disperato. Perché io sono molto più vecchio, molto più capace e molto meno prezioso di te, rispose Silente. Per l'ultima volta, Harry. Mi dai la tua parola che farai tutto quel che potrai per costringermi a bere. Non posso. Mi dai la tua parola, ma la tua parola, Harry. Io. d'accordo, ma... Prima che Harry potesse aggiungere altro, silente immerse il calice di cristallo nella pozione. Per un breve istante Harry sperò che nemmeno il calice riuscisse a toccarla, ma il cristallo affondò nella superficie, come nient'altro era riuscito a fare. Quando il bicchiere fu colmo fino all'orlo, Silente lo portò alla bocca. Alla tua salute, Harry. E lo vuotò. Harry rimase a guardare, terrorizzato, le mani aggrappate al bordo del bacile, in una stretta così serrata che la punta delle dita divenne insensibile. Professore, proruppe angosciato, mentre Silente abbassava il bicchiere vuoto. Come sta? Silente scosse il capo a occhi chiusi. Harry si chiese se provava dolore. Silente tuffò di nuovo il calice alla cieca nel liquido, lo riempì e bevve. In silenzio bevve tre bicchieri colmi di pozione. Poi, a metà del quarto, barcollò e cadde in avanti contro il bacile. Aveva ancora gli occhi chiusi, il respiro affannoso. Professore! esclamò Harry, la voce tesa. Mi sente! Silente non rispose, il suo volto si contorceva come se fosse addormentato, ma in balia di un sogno orribile. La presa sul calice si stava allentando, la pozione stava per rovesciarsi, Harry si fece avanti e afferrò la coppa di cristallo per raddrizzarla. Professore, mi sente? ripeté forte, e le sue parole echeggiarono nella caverna. Silente ansimò. E poi parlò con una voce che Harry non riconobbe perché non l'aveva mai sentito così spaventato. Non voglio, non voglio! Harry fissò il volto sbiancato che conosceva tanto bene, il naso adunco e gli occhiali a mezzaluna, e non seppe che fare. Basta voglio smettere. Si lamentò Silente. Lei, lei non può smettere, professore, ribatté Harry. Deve continuare a bere. Ricorda, mi ha detto che doveva continuare a bere. Ecco, odiandosi per quanto stava facendo, Harry spinse ancora il calice verso le labbra di Silente e lo inclinò per vuotarglielo in gola. "No!" gemette il mago, mentre Harry immergeva il calice nel bacile e lo riempiva un'altra volta. "Non voglio! Non voglio! Lasciami!" Va tutto bene, professore, replicò Harry con la mano che tremava. Va tutto bene, sono qui. Fallo smettere, fallo smettere, implorò silente. Sì, sì, questo lo farà smettere, mentì Harry. Gli versò nella bocca aperta il contenuto del calice pieno. Silente urlò, il rumore che giò per la vasta sala, sulla nera acqua morta. No, 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 non posso, non posso, non costringermi, non voglio. Va tutto bene, professore, va tutto bene! gridò Harry. Le mani gli tremavano così forte che riuscì a stento a riempire il sesto calice di pozione. Il bacile era vuoto per metà. Non le sta succedendo niente, è al sicuro. Tutto questo non è reale. Giuro che non è reale. Prenda ora, prenda! Silente, bevve come se Harry gli stesse offrendo un antidoto, ma nel vuotare il calice cadde in ginocchio, scosso da tremiti incontrollabili. È tutta colpa mia, colpa mia! si inghiozzò. Ti prego, fallo smettere. So che ho sbagliato. Oh, ti prego, fallo smettere. E io mai, mai più. Questo lo farà smettere, professore, rispose Harry con la voce spezzata, versandogli in bocca il settimo bicchiere di pozione. Silente si rannicchiò come se invisibili torturatori lo circondassero. Agitando la mano fece quasi cadere il calice colmo dalle dita tremanti di Harry e intanto gemeva: Non far del male a loro, ti prego, ti prego! È colpa mia, fai male a me invece! Ecco, beva questo, beva questo e starà bene, lo incalzò Harry disperato e ancora una volta Silente gli obbedì, aprendo la bocca ma tenendo chiusi gli occhi, in preda ai brividi da capo a piedi. E poi cadde in avanti e urlò, picchiò i pugni a terra, mentre Harry riempiva il nono calice. Ti prego, ti prego, ti prego, no, quello no, quello no, farò tutto quello che beva, professore, beva. Silente bevve come un bambino che muore di sete, ma quando ebbe finito urlò di nuovo, come se avesse le viscere in fiamme. Basta, per favore, basta. Harry raccolse un decimo calice di pozione e sentì il cristallo grattare il fondo di pietra. Ci siamo quasi, professore. Beva questo. Lo beva. Sostenne silente che beve. Poi Henry si rialzò in piedi a riempire il calice e silente cominciò a gridare, più straziato che mai. Voglio morire! Voglio morire! Fallo smettere! Fallo smettere! Voglio morire! Beva questo, professore! Beva questo! Silente bevve e non aveva ancora finito che urlò. Uccidemi! Questo! Questo la ucciderà! Ansimò Henry. Beva solo questo e sarà finita, tutto finito! Silente vuotò il calice fino all'ultima goccia e poi, con un enorme sospiro rantolante, cadde in avanti. No! urlò Harry, che si era alzato per riempire il calice. Invece lo lasciò cadere nel bacile, si gettò a terra accanto a Silente e lo rivoltò sulla schiena. Silente aveva gli occhiali storti, la bocca spalancata, gli occhi chiusi. No! Supplicò Harry scuotendolo. No, lei non è morto. Aveva detto che non era veleno. Si svegli, si svegli! Rei Nerva! gridò con la bacchetta puntata verso il petto di Silente. Ci fu un lampo di luce rossa, ma non accadde nulla. Rei Nerva! Signore, la prego! Gli occhi di Silente guizzarono. Il cuore di Harry fece un balzo. Signore, sta. Acqua! gracchiò Silente. Acqua! ripeté Harry. Sì. Balzò in piedi e afferrò il calice che aveva lasciato cadere nel bacile. Quasi non notò il medaglione d'oro sul fondo. Aguamenti! urlò e colpì il calice con la bacchetta. Il calice si riempì di acqua limpida. Harry cadde in ginocchio accanto a Silente, gli sorresse la testa e gli avvicinò il bicchiere alle labbra. Ma era vuoto. Silente gemette e prese ad ansimare. Ma io avevo... Aspetti. Aguamenti! ripeté Harry puntando la bacchetta sul calice. Per un secondo l'acqua trasparente brillò nel bicchiere, ma quando lo avvicinò alla bocca di Silente, svanì di nuovo. Signore, ci sto provando! ci sto provando! gridò disperato, ma Silente non poteva sentirlo. Era disteso su un fianco e rantolava come in agonia. Aguamenti! 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 Il calice si riempì e si vuotò un'altra volta, e il respiro di Silente si faceva più rado. In preda al panico, Harry capì distinto qual era il solo modo per ottenere l'acqua, quello che aveva stabilito Voldemort. Si gettò sul bordo della roccia e affondò il calice nel lago, ritirandolo pieno di acqua gelida che non svanì. Signore, ecco! urlò, e lanciandosi in avanti versò goffamente l'acqua sul volto di Silente. Non poté fare di meglio, perché il tocco gelido sul braccio non era quello dell'acqua. Una scivolosa mano bianca l'aveva afferrato per un polso. Una creatura lo stava trascinando lentamente indietro. La superficie del lago non era più liscia come uno specchio. Ribolliva e ovunque Harry guardasse, teste e mani bianche affioravano dall'acqua scura. Uomini e donne e bambini con occhi sprofondati e ciechi avanzavano verso la roccia. Un esercito di morti che emergeva dal nero lago. Petrificus totalus. urlò Harry, cercando di aggrapparsi alla liscia pietra bagnata e puntando la bacchetta contro l'inferius, che lo aveva afferrato. Quello lo lasciò andare e ricadde nell'acqua con un tonfo. Harry si rialzò, ma molti altri inferi già si arrampicavano sulla roccia, le mani ossute e artigliate alla superficie scivolosa, gli occhi vacui e urlati di ghiaccio fissi su di lui, trascinando stracci grondanti d'acqua, le facce scavate aperte in orribili ghigni. Petrificus totalus! urlò di nuovo Harry, arretrando e agitando la bacchetta. Sei o sette si afflosciarono, ma molti altri continuavano ad avanzare. Impedimenta «Scalceramus!» Alcuni inciamparono, uno o due legati da corde, ma quelli che salivano sulla roccia alle loro spalle scavalcavano i corpi morti o li calpestavano. Sciabolando senza sosta la bacchetta, Harry gridò «Sectum sempre! Sectum sempre!» Ma anche se apparvero delle ferite nei loro stracci inzuppati e sulla pelle gelata, non avevano sangue da versare continuavano a marciare, inesorabili, le mani raggrinzite tese verso di lui. Harry arretrò ancora e sentì braccia stringerlo da dietro, sottili braccia prive di muscoli e fredde come la morte. I suoi piedi si staccarono dal suolo, gli inferi lo sollevarono e cominciarono a trasportarlo, lenti e decisi, verso l'acqua, e lui capì che non c'era scampo, che sarebbe annegato per diventare un altro morto a guardia di un frammento dell'anima di Voldemort. Ma poi nel buio esplose il fuoco rosso e oro. Un anello di fuoco che circondò la roccia e gli inferi che stringevano Harry inciamparono e barcollarono, senza osare attraversare le fiamme per raggiungere l'acqua. Lasciarono andare Harry che urtò il suolo, scivolò sulla roccia e cadde, sbucciandosi le braccia, ma si tirò su vacillando, alzò la bacchetta e si guardò intorno. Silente era di nuovo in piedi, pallido come un inferius, ma molto più alto, col fuoco che gli danzava negli occhi. La sua bacchetta era levata come una torcia e dalla punta scaturivano come un enorme lazzo le fiamme che li abbracciavano col loro calore. Gli inferi urtarono l'uno contro l'altro, cercando a tentoni di sfuggire al fuoco che li imprigionava. Silente raccolse il medaglione dal fondo del bacile di pietra e lo ripose dentro la veste. Poi fece segno a Harry di mettersi al suo fianco. Impazziti dal terrore per le fiamme, gli inferi parvero non accorgersi che la loro preda stava fuggendo. Silente guidò Harry alla barca, e l'anello di fuoco si muoveva con loro, attorno a loro, e gli inferi confusi li accompagnarono fino al limitare dell'acqua, dove scivolarono grati nei loro oscuri abissi. Tremando da capo a piedi, Harry pensò per un attimo che Silente non fosse in grado di salire sulla barca. Il mago barcollò. Tutti i suoi sforzi parevano concentrati nel mantenere attorno a loro l'anello di fiamme. Harry lo sorresse e lo aiutò a sedersi. Appena furono dentro, la barca si mosse a ritroso sull'acqua nera, lontano dalla roccia ancora circondata dal fuoco. Gli inferi non sembravano avere il coraggio di riaffiorare. Signore, ansimò Harry, signore, mi ero dimenticato del fuoco. Mi stavano attaccando e sono stato preso dal panico. Piuttosto comprensibile, mormorò Silente. Harry si spaventò nell'udire la sua voce così fioca. Toccarono terra con un lieve urto e Harry balzò fuori, poi si voltò rapido per aiutare Silente. Non appena ebbe raggiunto la riva, Silente abbassò la bacchetta. L'anello di fuoco sparì, ma gli inferi non riemersero. La barca affondò di nuovo negli abissi. Sbatacchiando e tintinnando, anche la catena scivolò nel lago. Silente trasse un gran sospiro e si appoggiò alla parete. Sono debole, mormorò. Non si preoccupi, signore, rispose subito Harry, in ansia per il suo estremo pallore e la sua aria sfinita. Non si preoccupi, farò in modo di riportarci indietro. Si appoggi a me, signore. E passatosi il braccio sano di Silente attorno alle spalle, Harry guidò il vecchio mago, sostenendone il peso, lungo la riva. La protezione era, dopo tutto, ben congegnata, bisbigliò Silente. Una persona sola non ci sarebbe riuscita. Sei stato bravo, molto bravo, Harry. Adesso non parli, replicò Harry, angosciato da come silente farfugliava, da come trascinava i suoi passi. Risparmi le forze, signore. Presto saremo lontani da qui. L'arco si sarà richiuso. Il mio pugnale non serve. Mi sono tagliato sulla roccia, ribatté Harry deciso. Mi dica solo dove. qui. Harry passò l'avambraccio graffiato sopra la pietra. Ottenuto il suo tributo di sangue, l'arco si riaprì all'istante. Attraversarono la caverna più esterna e Harry aiutò Silente a tornare dentro la gelida acqua di mare che riempiva la fenditura nella scogliera. Andrà tutto bene, signore, ripeté ancora e ancora, più preoccupato dal mutismo di Silente di quanto lo fosse stato dalla sua voce indebolita. Ci siamo quasi. Posso farci materializzare tutte e due. Non si preoccupi. Non sono preoccupato, Harry, rispose Silente, la voce un po' più forte, nonostante l'acqua gelata. Sono con te. La torre. Di nuovo sotto il cielo stellato, Harry trascinò Silente sulla cima del masso più vicino e poi lo rimise in piedi. Suppo e tremante sotto il peso del vecchio mago, si concentrò sulla propria destinazione. Ogsmid chiuse gli occhi, strinse il braccio di Silente più forte possibile e scivolò nella solita orribile compressione. Seppe che aveva funzionato ancora prima di riaprire gli occhi. L'odore di salsedine e il vento di mare erano svaniti. Lui e Silente rabbrividivano nel cuore di una buia high street a Oxmith. Per un terribile istante Harry immaginò altri inferi che strisciavano verso di lui dai negozi, ma batté le palpebre e vide che tutto era immobile. L'oscurità era totale, a parte qualche lampione e qualche finestra accesa al primo piano. Ce l'abbiamo fatta, professore! sussurrò Harry a fatica. All'improvviso si rese conto di provare una fitta lacerante al petto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso l'orcrux. Silente si appoggiò a lui barcollando. Harry credette per un attimo che fosse colpa della sua maldestra materializzazione, poi lo guardò in faccia, più pallido e bagnato che mai, alla luce vaga di un lampione lontano. Signore, sta bene? Sono stato meglio di così, mormorò Silente, ma gli angoli della bocca si arricciarono. Quella pozione non era una tisana della salute. E con orrore di Harry si afflosciò a terra. Signore, è tutto a posto, signore. Starà benissimo, non si preoccupi. Si guardò intorno disperato, ma non vedeva nessuno. Riuscì a pensare solo che doveva portare Silente in fretta in infermeria. Devo riportarla a scuola, signore. Madame Pomfrey. No, rispose Silente. Oh, ho bisogno del professor Piton, ma non credo di poter andare molto lontano adesso. D'accordo. Signore, ascolti. Busserò a una porta, troverò un posto dove lei possa aspettare. Poi posso correre a chiamare Madame Severus. Scandì silente. Ho bisogno di Severus. D'accordo, allora, Piton. Ma dovrò lasciarla qui per un momento, in modo da riuscire a. Ma prima che potesse muoversi, sentì un rapido rumore di passi. Il suo cuore sussultò. Qualcuno aveva visto. Qualcuno sapeva che avevano bisogno di aiuto. Guardandosi intorno, scorse Madame Rosmerta che si affrettava verso di loro lungo la via buia, con soffici ciabattine dai tacchi alti ai piedi, avvolta in una vestaglia di seta ricamata a draghi. Vi ho visto materializzarvi mentre tiravo le tende? Grazie al cielo, grazie al cielo. Non riuscivo a pensare a cosa. Ma che cosa, ha, Albus? Si fermò ansimando e fissò silente con gli occhi sgranati. Sta male spiegò Harry. Madame Rosmerta può entrare ai tre manici di scopa mentre io vado a scuola a cercare aiuto. Non puoi andare lassù da solo. Non capisci. Non hai visto. Se mi aiuta, proseguì Harry senza darle retta, riusciremo a portarlo dentro. Che cosa è successo? chiese silente. Rosmerta, cosa c'è che non va? Il. il marchio nero, Albus? e indicò il cielo su Hogwarts. Il terrore si impadronì di Harry. Si voltò a guardare. Sospeso nel buio, sopra la scuola, c'era il vivido teschio verde con la lingua di serpe, il marchio lasciato dai mangiamorte, tutte le volte che entravano in un edificio, tutte le volte che uccidevano. Quando è comparso? domandò silente e cercò di rialzarsi stringendo dolorosamente la spalla di Harry. Deve essere stato pochi minuti fa. Non c'era quando ho fatto uscire il gatto, ma quando sono andata di sopra... Dobbiamo tornare subito al castello, ribatté silente, e pur malfermo sulle gambe parve del tutto padrone della situazione. Rosmerta, abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto. Scope. Ne ho un paio dietro il bancone, rispose lei molto spaventata. Devo correre a prenderle? No, può farlo, Harry. Harry alzò subito la bacchetta. Accio scope di Rosmerta. Un attimo dopo la porta del pub si spalancò con un tonfo e due scope schizzarono in strada, gareggiando per raggiungere Harry. Quando furono al suo fianco si immobilizzarono, vibrando appena a un metro di altezza. Rosmerta, per favore, manda un messaggio al ministero, continuò silente, montando sulla scopa più vicina. Può darsi che nessuno a Hogwarts si sia ancora accorto che qualcosa non va. Harry, mettiti il mantello dell'invisibilità. Harry si sfilò di tasca il mantello e se lo gettò addosso prima di inforcare la sua scopa. Madame Rosmerta stava già caracollando verso il pub quando Harry e Silente decollarono. Durante il volo verso il castello, Harry tenne d'occhio Silente, pronto ad afferrarlo nel caso cadesse. Ma la vista del marchio nero pareva averlo rinvigorito. Era chino sulla scopa, lo sguardo puntato avanti, i lunghi capelli e la barba argentei fluttuanti nell'aria della notte. Anche Harry guardò, vide il teschio e la paura si gonfiò dentro di lui come una bolla velenosa, premendogli i polmoni, scacciandogli dalla mente ogni altra pena. Quanto erano stati via, la fortuna di Ron, Hermione e Ginny era ormai esaurita. Il marchio era per uno di loro, o per Neville, o Luna, o un altro membro dell'es, e in tal caso era stato lui a dar l'ordine di pattugliare i corridoi, a chiedere che lasciassero il rifugio sicuro dei loro letti sarebbe stato ancora una volta responsabile della morte di un amico. Mentre volavano sopra il buio viottolo serpeggiante che avevano percorso prima, Harry udì, oltre il sibilo dell'aria notturna nelle orecchie, Silente che borbottava di nuovo in una lingua sconosciuta. Capì il perché quando, varcando i muri di cinta per entrare nel parco, sentì fremere la propria scopa. Silente stava sciogliendo gli incantesimi da lui stesso posti a difesa della scuola. Il marchio nero scintillava proprio sopra la torre di astronomia, la più alta del castello. Significava che lassù era giunta la morte. Silente aveva già varcato i bastioni merlati e stava smontando. Pochi secondi dopo, Harry atterrò accanto a lui sulla torre e si guardò intorno. I bastioni erano deserti. La porta della scala a chiocciola che scendeva all'interno era chiusa. Non c'era traccia di lotta, di combattimento mortale, di un corpo. Che cosa significa? chiese Harry a Silente, alzando gli occhi verso il teschio verde con la lingua di serpe che scintillava malvagio sopra di loro. È il vero marchio. Qualcuno è davvero stato professore. Nel tenue bagliore, Harry vide Silente afferrarsi il petto con la mano annerita. Vai a svegliare Severus gli ordinò debolmente ma con chiarezza. Raccontagli che cosa è successo e portalo da me. Non fare altro, non parlare con nessun altro e non toglierti il mantello. Io aspetterò qui. Ma hai giurato di obbedirmi, Harry. Vai. Harry corse alla porta, ma aveva appena chiuso la mano sull'anello di ferro quando udì dei passi correre dall'altra parte. Si voltò a guardare silente, che gli fece segno di arretrare. Harry obbedì ed estrasse la bacchetta. La porta si spalancò e qualcuno ne uscì urlando: Expelliarmus! Il corpo di Harry si irrigidì all'istante e cadde all'indietro contro la parete della torre, appoggiato come una statua instabile, incapace di muoversi o parlare. Non riusciva a capire come fosse successo. L'expelliarmus non era un incantesimo congelatore. Poi vide la bacchetta di Silente precipitare nel vuoto oltre il bordo dei bastioni e capì. Silente l'aveva immobilizzato senza parlare e l'istante necessario per eseguire l'incantesimo gli era costato la possibilità di difendersi. Sorreggendosi ai bastioni, molto pallido, Silente non mostrava panico né tensione. Guardò l'aggressore e disse Buonasera, Draco. Malfoy si fece avanti, controllando in fretta che lui e Silente fossero soli. Il suo sguardo si posò sulla seconda scopa. Chi altro c'è? È la domanda che potrei fare io. O agisci da solo? Harry vide gli occhi pallidi di Malfoy spostarsi di nuovo su Silente nel bagliore del marchio. No, rispose. Ho dei rinforzi. Ci sono i mangiamorte nella sua scuola stanotte. Bene, bene. Commentò Silente, come se Malfoy gli stesse mostrando un ambizioso progetto scolastico. Molto bene, davvero. Hai trovato un modo per fargli entrare, allora? Sì, ansimò Malfoy, proprio sotto il suo naso, e non se n'è nemmeno accorto. Ingegnoso, osservò silente. Eppure, perdonami, dove sono adesso? Non li vedo. Hanno incontrato alcuni della sua guardia, stanno combattendo di sotto. Non ci metteranno molto. Io sono venuto avanti, io... Ho un compito da svolgere. Beh, allora devi sbrigarti, mio caro ragazzo, disse il preside con dolcezza. Silenzio. Harry era imprigionato nel proprio corpo, invisibile, paralizzato, e fissava entrambi, le orecchie tese, nello sforzo di cogliere i rumori della battaglia lontana dei mangiamorte. Davanti a lui, Draco Malfoy guardava Albus, silente, che, cosa incredibile, sorrise. Draco, Draco, tu non sei un assassino? Come fa a saperlo? reagì Malfoy. Parve accorgersi di quanto sembrassero infantili le sue parole. Harry lo vide arrossire alla luce verdognola del marchio. Lei non sa di che cosa sono capace, insistette Malfoy con più forza. Lei non sa che cosa ho fatto. E invece sì, rispose silente in tono mite. Hai quasi ucciso Katie Bell e Ronald Weasley. È tutto l'anno che con crescente disperazione cerchi di uccidermi. Perdonami, Draco, ma sono stati deboli tentativi, così deboli in verità, che mi chiedo se tu ci metta davvero tutto te stesso. Ma certo, ribatté Malfoy con veemenza, è tutto l'anno che ci lavoro e stanotte... Da qualche parte nelle profondità del castello, Harry udì un urlo soffocato, Malfoy si irrigidì e si guardò alle spalle. "Qualcuno sta proprio dando battaglia", commentò Silente affabile. "Ma stavi dicendo? Sì, sei riuscito a far entrare i mangiamorte nella mia scuola, cosa che, lo devo ammettere, ritenevo impossibile. Come hai fatto?" Malfoy però non rispose. Stava ancora cercando di ascoltare ciò che accadeva di sotto e sembrava paralizzato, quasi quanto Harry. «Forse ti conviene continuare la tua missione da solo», suggerì Silente, «e se i tuoi rinforzi sono stati fermati dalla mia guardia? Come avrai capito, stanotte ci sono anche membri dell'Ordine della Fenice. E del resto non hai veramente bisogno di aiuto. Non ho la bacchetta al momento». Non posso difendermi. Malfoy non si mosse né parlò. Capisco, continuò Silente con gentilezza. Hai paura di agire finché loro non sono con te. Io non ho paura, ringhiò Malfoy, ma non fece nulla per colpire Silente. Dovrebbe averne lei. Perché? Non credo che mi ucciderai, Draco. Uccidere non è nemmeno lontanamente tanto facile quanto credono gli innocenti. Quindi dimmi. Mentre aspettiamo i tuoi amici, come li hai fatti entrare? Sembra che ci sia voluto molto tempo a trovare un modo. Malfoy sembrava lottare contro il bisogno di urlare o di vomitare. Deglutì e respirò a fondo, scrutando Torvo silente, puntandogli la bacchetta sul cuore. Poi, come se non potesse evitarlo, rispose. Ho dovuto aggiustare quell'armadio svanitore rotto che nessuno usava da anni. Quello nel quale si è perso Montague l'anno scorso. Ah. Il sospiro di Silente fu quasi un gemito. Chiuse gli occhi per un momento. Molto astuto. Ce n'è una coppia, suppongo. L'altro si trova da Burgin e Burke, continuò Malfoy. Formano una specie di passaggio. Montague mi ha detto che quando è rimasto chiuso in quello di Hogwarts era come intrappolato in una specie di limbo. Non riusciva a farsi sentire da nessuno, ma a volte ascoltava quello che succedeva a scuola e altre volte quello che succedeva nel negozio, come se l'armadio viaggiasse dall'una all'altra. Alla fine è riuscito a materializzarsi e a venir fuori, anche se non aveva mai dato l'esame. Per poco non ci lasciava le penne. Hanno pensato tutti che fosse una bellissima storia, ma io sono stato l'unico a capire cosa significasse. Nemmeno Borgin lo sapeva. L'unico a capire che si poteva raggiungere Hogwarts attraverso gli armadi se avessi aggiustato quello rotto. Molto bene, mormorò silente. Così mangiamorte, passando da Borgin e Burke, sono riusciti a entrare nella scuola per aiutarti. Un piano astuto un piano molto astuto e come hai detto tu stesso proprio sotto il mio naso esatto affermò malfoy che bizzarramente parve trarre coraggio e conforto dalla lode del preside proprio così ma ci sono stati momenti continuò silente in cui non eri più sicuro di riuscire a riparare l'armadio vero e sei ricorso a mezzucci volgari e sconsiderati come mandarmi una collana maledetta che è finita nelle mani sbagliate. Avvelenare un idromele che aveva pochissime probabilità di essere bevuto da me. Sì, beh, ma lei comunque non ha capito chi c'era dietro, no? Lo schernì Malfoy mentre Silente scivolava un po' più giù lungo il muro, le gambe sempre più deboli, e Harry lottava invano in silenzio contro l'incantesimo che lo legava. A dire il vero, sì. Lo contraddisse Silente. «Ero sicuro che fossi tu!» «Perché non mi ha fermato, allora?» chiese Malfoy. «Ho provato, Draco. Il professor Piton ti tiene d'occhio per mio ordine.» «Non esegui i suoi ordini! Ha promesso a mia madre!» «Naturalmente è quello che ha detto a te, Draco. Ma...» «Fai il doppio gioco, stupido vecchio! Non lavora per lei!» «Dobbiamo rassegnarci a dissentire su questo punto, Draco.» Si dà il caso che io mi fidi del professor Peton. Beh, allora sta perdendo colpi, sogghignò Malfoy. Peton mi ha offerto aiuto perché vuole tutta la gloria per sé, perché vuole partecipare. Che cosa stai combinando? Sei stato tu con la collana, è stato stupido. Avrebbe potuto far saltare tutto quanto. Ma io non gli ho detto cosa facevo nella stanza delle necessità. Domani si sveglierà e sarà tutto finito e non sarà più il prediletto del signore oscuro. Non sarà nulla in confronto a me, nulla! Una vera gratificazione replicò Silente con calma. A tutti noi piace essere elogiati per il nostro duro lavoro, ma tu devi aver avuto comunque un complice. Qualcuno a Hogsmith, qualcuno che ha consegnato a Katie la. la. Ah! Silente chiuse di nuovo gli occhi e chinò il capo, come se stesse per addormentarsi. Ma è ovvio, Rosmerta, da quanto tempo si trova sotto la maledizione Imperius? C'è arrivato finalmente, eh? Lo derise Malfoy. Di sotto si levò un altro urlo, più intenso. Malfoy si guardò di nuovo nervosamente alle spalle, poi tornò a fissare Silente che riprese. E così la povera Rosmerta è stata costretta ad appostarsi nel suo stesso bagno per passare quella collana alla prima studentessa di Hogwarts che fosse entrata da sola. E l'idromele avvelenato? Beh, naturalmente Rosmerta è riuscita ad avvelenarlo prima di mandare la bottiglia all'Umacorno, convinta che dovesse essere il mio regalo di Natale. Sì, perfetto, perfetto. Il povero signor Filch non ha pensato di dover controllare una bottiglia di rosmerta. Dimmi, come facevi a comunicare con lei? Credevo che avessimo sotto controllo tutti i canali da e per la scuola. Monete stregate, rivelò Malfoy, come se non potesse smettere di parlare. La sua bacchetta tremava violentemente. Io ne avevo una e lei l'altra, e potevo mandarle dei messaggi. Non è il sistema usato l'anno scorso dal gruppo che si faceva chiamare esercito di silente? chiese il preside. La sua voce era leggera e amabile, ma Harry lo vide scivolare un po' più in basso, lungo il muro. Sì, ho preso l'idea da loro, rispose Malfoy con un sorriso perverso. Ho preso anche l'idea di avvelenare il da quella sangue marcio della Granger. L'ho sentita dire in biblioteca che Filch non sa riconoscere le pozioni. Ti prego di non usare quel linguaggio davanti a me. Lo interruppe silente. Malfoy fece una risata rauca. Le importa che io dica sangue marcio quando sto per ucciderla? Sì, rispose silente. Harry lo vide sdrucciolare appena nello sforzo di rimanere in piedi. Ma quanto a uccidermi, Draco, stai lasciando passare molti lunghi minuti. Siamo soli. Sono indifeso. Oltre le tue più rosee previsioni, e non hai ancora agito. La bocca di Malfoy si contorse involontariamente, come se avesse assaggiato qualcosa di molto amaro. Ora, per tornare a stanotte, continuò silente, non capisco bene com'è andata. Sapevi che avevo lasciato la scuola? Ma certo, si rispose da solo. Rosmerta mi ha visto andar via e ti ha informato con le tue ingegnose monete. Infatti. Soggiunse Malfoy, però pensava che stesse solo andando a bere qualcosa, che sarebbe tornato. Beh, ho bevuto qualcosa e sono tornato, in un certo senso, borbottò silente. Così hai deciso di tendermi una trappola. Abbiamo deciso di mettere il marchio nero sopra la torre e di costringerla a tornare subito per scoprire chi era stato ucciso, ribatté Malfoy. E ha funzionato. Beh, sì e no replicò silente, ma devo comunque dedurre che non è stato assassinato nessuno. Qualcuno è morto, rispose Malfoy, e la sua voce salì di un'ottava. Uno dei suoi, non so chi, era buio. Ho scavalcato il corpo. Dovevo aspettare quassù il suo ritorno, solo che quelli del suo ordine si sono intromessi. Sì, hanno questa abitudine. Si udì un'esplosione, poi urla, più alte che mai. Sembrava che la battaglia infuriasse sulla scala a chiocciola lì sotto, e il cuore di Harry tuonò inascoltato nel suo petto invisibile. Qualcuno era morto. Malfoy ne aveva scavalcato il corpo. Ma chi? Resta poco tempo, a ogni modo, riprese silente. Quindi consideriamo le tue alternative, Draco. Le mie alternative, gridò Malfoy. Sono qui con una bacchetta. Sto per ucciderla. Mio caro ragazzo, smettiamo di prenderci in giro. Se fossi in grado di uccidermi, l'avresti fatto subito dopo avermi disarmato. Non ti saresti fermato a fare questa piacevole chiacchierata. Io non ho alternative! esclamò Malfoy, all'improvviso bianco come Silente. Devo farlo! Lui mi ucciderà ucciderà tutta la mia famiglia! Mi rendo conto della gravità della tua posizione, convenne Silente. Perché credi che non ti abbia affrontato prima d'ora, se no? Perché sapevo che saresti stato ucciso se Lord Voldemort avesse compreso che sospettavo di te. Malfoy sussultò sentendo pronunciare quel nome. Sapevo della tua missione, ma non ho osato parlartene nel caso usasse la legilimanzia contro di te. Continuò silente. Ma ora possiamo parlare chiaro: Non è stato fatto alcun male, non hai ferito nessuno. Anche se devi solo alla fortuna, se le tue vittime sono sopravvissute, io posso aiutarti, Draco. Non può, invece, ribatté Malfoy. Ormai la sua bacchetta tremava incontrollabilmente. Nessuno può aiutarmi. Mi ha detto che se non lo faccio, mi ucciderà. Non ho scelta. Passa dalla parte giusta, Draco. Possiamo nasconderti meglio di quanto tu possa immaginare. E cosa più importante, manderò dei membri dell'ordine da tua madre stanotte per nascondere anche lei. Tuo padre per ora è al sicuro ad Azkaban. Quando verrà il momento potremo proteggere anche lui. Passa dalla parte giusta, Draco. Tu non sei un assassino. Malfoy fissò il preside, sbalordito. Ma sono arrivato fino a qui, no? disse lentamente Credevano che sarei morto e invece sono qui e lei è in mio potere ho la bacchetta in pugno lei è qui a chiedermi pietà No Draco ribatté silente tranquillo è la mia pietà non la tua che conta adesso Malfoy non parlò aveva la bocca aperta e la mano con la bacchetta tremava ancora Harry credette di vederla abbassarsi ma all'improvviso dei passi rimbombarono per le scale e un attimo dopo Malfoy fu spinto da parte. Quattro persone vestite di nero si precipitarono fuori, sui bastioni. Sempre paralizzato, gli occhi fissi, senza poter battere ciglio, Harry vide terrorizzato quattro sconosciuti. A quanto pareva i mangiamorte avevano vinto la battaglia di sotto. Un uomo goffo con uno strano sguardo sbilenco scoppiò in una risatina affannosa. Silente in trappola! esclamò. Si rivolse a una donna bassa e tozza dal sorriso avido che avrebbe potuto essere sua sorella. Silente disarmato! Silente solo! Ben fatto, Draco! Ben fatto! Buonasera, Amicus! lo salutò silente, come se gli stesse dando il benvenuto a una festa. E hai portato anche Alecto! Incantevole! Anche la donna ridacchiò rabbiosa. Credi che le tue battutine ti aiuteranno sul letto di morte? lo dileggiò. Battutine? No, no. Queste sono buone maniere, ribatté silente. Fallo. Ringhiò lo sconosciuto più vicino a Harry, un omone dalle gambe lunghe, con grigi capelli arruffati e le basette. Era a disagio nella stretta veste nera da mangiamorte. Aveva una voce come Harry non ne aveva mai udite, una sorta di abbaiare rasposo. Emanava un forte odore misto di polvere, sudore e inconfondibile sangue. Le mani sudice avevano lunghe unghie giallastre. Tu, Fenrir, chiese silente. Proprio così? rispose l'altro con voce stridula. «Contento di vedermi, Silente!» «No, non posso dire di esserlo.» Fenrir Greybeck sorrise, scoprendo i denti appuntiti. Del sangue gli colò sul mento e si leccò le labbra lentamente, in un gesto osceno. «Però sai quanto mi piacciono i ragazzi, Silente! Devo dedurre che adesso attacchi anche senza la luna piena. Questo è del tutto insolito.» Hai sviluppato un gusto per la carne umana che non può essere soddisfatto una volta al mese? Già, affermò Greybeck. Ti sconvolge questo silente? Ti terrorizza? Beh, non posso fingere che non mi disgusti. Eh sì, mi sconcerta un po' che il nostro draco abbia portato proprio te nella scuola dove vivono i suoi amici. Non sono stato io, esalò Malfoy. Non guardò Greybeck. Sembrava che non volesse nemmeno sfiorarlo con lo sguardo. Non sapevo che sarebbe venuto. Non mi perderei una gita a Hogwarts per nulla al mondo, silente. Latrò Greybeck con la sua voce aspra. Non quando ci sono gole da lacerare. Buonissime. Alzò un'unghia gialla e si ripulì i denti davanti, rivolgendo uno sguardo goloso a silente. Potrei averti come dessert, silente. No. Intervenne il quarto mangiamorte in tono secco. Aveva una faccia greve e crudele. Abbiamo ricevuto degli ordini. Deve farlo Draco. Ora, Draco, sbrigati! Malfoy era meno risoluto che mai. Fissò terrorizzato Silente, che era ancora più pallido e molto più basso del solito, poiché era scivolato di un bel tratto lungo la parete del bastione. Non gli resta molto da vivere, comunque, mi pare esclamò l'uomo strabico tra le risatine affannose della sorella. «Guardatelo! Che cosa ti è successo, Silly?» «Oh, meno resistenza, riflessi più lenti, amicus», rispose Silente. «La vecchiaia, insomma. Un giorno forse succederà anche a te, se sarai fortunato». Che vuol dire? Eh? che vuol dire? urlò il mangiamorte a un tratto violento. Sempre lo stesso, eh, Silli. Parli, parli e non fai niente, niente. Non so nemmeno perché il signore oscuro si prende la briga di ucciderti. Avanti, Draco. Fallo. Ma in quel momento dal basso salirono nuovi scalpiccii e una voce gridò. Hanno bloccato le scale. Reducto. Reducto. A Harry balzò il cuore in petto. Allora quei quattro non avevano annientato ogni resistenza, si erano solo aperti un varco nella battaglia per raggiungere la cima della torre ed evidentemente avevano creato una barriera dietro di sé. "Ora, Draco, presto!" ripeté rabbioso l'uomo dalla faccia crudele, ma la mano di Malfoy tremava tanto che riuscì a stento a prendere la mira. "Lo farò io," ringhiò Greyback e avanzò verso Silente con le mani tese e i denti scoperti. Ho detto no! gridò l'uomo. Ci fu un lampo di luce e il lupo mannaro fu scaraventato lontano. Urtò contro i bastioni e barcollò furente. Il cuore di Harry martellava così forte che pareva impossibile che nessuno lo sentisse, imprigionato nell'incantesimo di silente. Se solo fosse riuscito a muoversi, avrebbe potuto scagliare una maledizione da sotto il mantello. Draco, fallo, spostati! Uno di noi! Strillò la donna, ma in quel preciso istante la porta si spalancò ancora una volta e apparve Piton, la bacchetta in pugno. Guardò la scena, da Silente accasciato contro il muro ai quattro mangiamorte a Malfoi. Abbiamo un problema, Piton, disse il goffo amicus, senza distogliere da Silente lo sguardo e la bacchetta. Il ragazzo non sembra in grado. Ma qualcun altro aveva pronunciato il nome di Piton con dolcezza: Severus. Quel suono atterrì Harry più di ogni altra cosa che aveva vissuto quella sera. Per la prima volta, Silente supplicava. Piton non rispose. Avanzò e spinse rudemente Malfoy di lato. I tre mangiamorte si ritrassero senza una parola. Perfino il lupo Mannaro era intimorito. Piton scrutò per un attimo Silente e incisi nei suoi duri lineamenti c'erano disgusto e odio. «Severus, ti prego!» Piton levò la bacchetta e la puntò contro Silente. Avada, che davra! Uno zampillo di luce verde schizzò dalla punta della bacchetta di Piton e colpì Silente in pieno petto. L'urlo di orrore non uscì mai dalla bocca di Harry. Silenzioso e immobile, fu costretto a guardare Silente scagliato in aria. Per un istante parve restare sospeso sotto il teschio lucente, poi cadde lentamente all'indietro. Oltre le merlature, come un'enorme bambola di pezza, e scomparve. La fuga del principe. Anche Harry si sentì come scaraventare nello spazio. Non è vero, non può essere vero. Fuori di qui, sbrigatevi, ordinò Piton. Afferrò Malfoy per il colletto e lo spinse oltre la porta, davanti agli altri. Graybeck e i due fratelli tarchiati li seguirono, gli ultimi due ansanti di eccitazione. Harry si rese conto che riusciva di nuovo a muoversi. Ciò che ora lo teneva paralizzato contro la parete non era magia, ma orrore e raccapriccio. Scagliò da parte il mantello dell'invisibilità, nello stesso momento in cui il mangiamorte, dalla faccia crudele, l'ultimo a lasciare la cima della torre, spariva oltre la porta. Petrificus totalus! Il mangiamorte si contorse come se fosse stato colpito nella schiena da qualcosa di duro e cadde, rigido come una statua di cera. Non aveva ancora toccato terra quando Harry lo scavalcò e corse giù per la scala buia. Il terrore gli lacerava il petto. Doveva raggiungere Silente e doveva prendere Piton. In qualche modo le due cose erano legate. Se le avesse ottenute entrambe avrebbe potuto invertire gli eventi. Silente non poteva essere morto. Superò con un balzo gli ultimi dieci scalini e si fermò, la bacchetta alzata. Il corridoio illuminato fiocamente era pieno di polvere. Metà del soffitto sembrava essere crollata e davanti a lui impazzava una battaglia, ma mentre cercava di capire chi combatteva contro chi, udì l'odiata voce gridare È finita, andiamo! e vide Pitono sparire dietro l'angolo in fondo al corridoio. Lui e Malfoy evidentemente si erano fatti strada incolumi nella battaglia. Harry si lanciò dietro di loro, ma uno dei combattenti si allontanò dalla mischia e si scagliò su di lui. Era il lupo Mannaro, Greybeck. Gli fu addosso prima che riuscisse ad alzare la bacchetta. Harry cadde all'indietro, sentendo i sudici capelli arruffati premergli sul volto, mentre il puzzo di sudore e sangue gli riempiva naso e bocca, l'avido fiato caldo sulla gola. Petrificus totalus! Harry sentì Greybeck crollargli addosso. Con uno sforzo immane lo spinse via da sé e si chinò appena in tempo per evitare uno spruzzo di luce verde. Si gettò a capofitto nella mischia. I suoi piedi finirono su qualcosa di molle e scivoloso e barcollò. Due corpi erano distesi a faccia in giù in una pozza di sangue. Non c'era tempo per indagare. Harry vide una massa di capelli rossi che danzava come una fiamma davanti a lui. Ginny stava scansando una dopo l'altra le fatture scagliate da Amicus, il mangiamorte goffo, che ridacchiava Crucio. Crucio. Non puoi ballare per sempre, carina. Impedimenta. urlò Harry. La sua maledizione colpì in pieno petto Amicus, che squittì come un maiale. Lo sollevò da terra e lo scagliò contro la parete opposta, dove cadde alle spalle di Ron, della professoressa McGonagall e di Lupin, ciascuno impegnato contro un mangiamorte. Più in là, Harry vide Tonks combattere contro un enorme mago biondo che scagliava anatemi ovunque. Rimbalzavano sulle pareti, spaccavano la pietra, mandavano in frantumi la finestra più vicina. Harry, da dove sei spuntato? gridò Ginny, ma non ci fu tempo per risponderle. Harry abbassò la testa e scattò in avanti, evitando di un soffio un'esplosione sopra di lui, che li investì di una pioggia di frammenti di pietra. Piton non doveva fuggire, doveva raggiungere Piton. Prendi quella! urlò la professoressa McGonagall e Harry scorse la mangiamorte, Alecto, che sfrecciava lungo il corridoio con le braccia sopra la testa e il fratello alle calcagna. Harry si lanciò all'inseguimento, ma il suo piede si impigliò in qualcosa e un attimo dopo era steso sulle gambe di qualcuno. Vide il pallido volto tondo di Neville a terra. Neville, stai. sto bene! mugolò Neville stringendosi lo stomaco. Harry! Pito, né Malfoy? Di qui! Lo so, li seguo! esclamò Harry scagliando una fattura contro l'enorme mangiamorte biondo che provocava gran parte dello scompiglio. L'incantesimo lo colpì al volto e l'uomo ululò di dolore. Si voltò, barcollò e poi scappò via dietro fratello e sorella. Harry si rimise in piedi e si lanciò lungo il corridoio, ignorando le esplosioni dietro di lui, i richiami degli altri e il muto appello dei corpi a terra, la cui sorte gli era ancora ignota. Scivolò oltre l'angolo, le scarpe rese sdrucciolevoli dal sangue. Piton aveva un vantaggio immenso, possibile che fosse già entrato nell'armadio dentro la stanza delle necessità, o l'ordine era riuscito a conquistarlo, impedendo ai mangiamorte la ritirata da quella parte. Non udiva altro che i propri passi e il proprio cuore martellante, ma infine individuò un'impronta insanguinata, prova che almeno uno dei mangiamorte era diretto verso la porta principale, forse la stanza delle necessità era davvero bloccata. Girò un altro angolo e una maledizione gli volò addosso, si tuffò dietro un'armatura che esplose. Vide i due fratelli Mangiamorte imboccare la scalinata di marmo e scagliò delle fatture, ma riuscì solo a colpire alcune streghe imparruccate in un ritratto sul pianerottolo, che scapparono strillando nei dipinti vicini. Balzò oltre l'armatura in pezzi e udì urlare ancora. Altri nel castello sembravano essersi svegliati. Si precipitò verso una scorciatoia, sperando di superare i due mangiamorte in fuga e di avvicinarsi a Pitone e Malfoi, che ormai dovevano aver raggiunto il parco. Ricordandosi di saltare il gradino evanescente a metà della scala nascosta, attraversò un arazzo in fondo e uscì in un corridoio occupato da diversi tassofrasso sconvolti in pigiama. Harry, abbiamo sentito un rumore e qualcuno ha parlato del marchio nero, cominciò Ernie Macmillan. Fuori dai piedi, urlò Harry, spingendo da un lato due ragazzi, sfrecciò verso il pianerottolo e scese il resto della scalinata di marmo. Avevano fatto saltare il portone di quercia, c'erano macchie di sangue sulle lastre di pietra e parecchi studenti terrorizzati si schiacciavano contro le pareti, uno o due ancora rannicchiati con le braccia sulla testa. La clessidra gigante di Grifondoro era stata colpita da una maledizione e i rubini continuavano a cadere con un fragoroso acciottolio sul pavimento di pietra. Harry attraversò di corsa la sala d'ingresso e uscì nel parco buio. Distinse appena tre figure che correvano sul prato, dirette ai cancelli oltre i quali avrebbero potuto smaterializzarsi. A giudicare dal loro aspetto erano l'enorme mangiamorte biondo e un po' più avanti Pitone Malfoy. La fredda aria notturna lacerò i polmoni di Harry che si slanciò verso i tre. In lontananza un lampo di luce delineò per un attimo la sagoma della sua preda. Non sapeva che cosa l'avesse provocato, ma continuò a correre. Non era ancora abbastanza vicino da poter prendere bene la mira per una maledizione. Un altro lampo, urla, fiotti di luce, e Harry capì. Hagrid era sbucato dalla sua capanna e stava cercando di bloccare i mangiamorte. Anche se ogni respiro pareva squarciargli i polmoni e la fitta nel petto era come fuoco, Harry accelerò mentre una voce nella testa gli ripeteva: Agrid no, anche Hagrid no! qualcosa lo colpì forte nella schiena e lui cadde in avanti. Sbatté la faccia a terra, il sangue schizzò dalle narici. Rotolò la bacchetta in pugno, sapendo che i mangiamorte superati con la scorciatoia si stavano avvicinando. «Impedimenta!» urlò, rotolandosi ancora, rannicchiato contro il suolo buio, e miracolosamente la sua fattura colpì uno dei due, che barcollò e cadde, sbilanciando l'altro. Harry balzò in piedi e corse avanti, dietro a Piton. E poi vide la vasta sagoma di Agrid, illuminata dalla luce della mezzaluna, sbucata all'improvviso da dietro le nuvole. Il mangiamorte biondo cercava di colpirlo con una maledizione dopo l'altra, ma la forza immane e la pelle indurita che aveva ereditato dalla madre gigantessa proteggevano Agrid. Pitone e Malfoy, tuttavia, continuavano a correre. Ben presto sarebbero stati al di là dei cancelli, in grado di smaterializzarsi. Harry corse oltre Agri del suo avversario, mirò alla schiena di Piton e gridò Stupeficium! Lo mancò, il getto di luce rossa planò oltre la testa di Piton, che urlò Corri Draco! e si voltò. Separati da venti metri, lui e Harry si guardarono, prima di alzare le bacchette nello stesso momento. Cru! Ma Piton schivò la maledizione, facendo cadere Harry prima che riuscisse a completarla. Harry si rialzò mentre il mangiamorte alle sue spalle urlava Incendio! Udì un'esplosione e una luce arancione si riversò su di loro. La casa di Hagrid era in fiamme. C'è dentro Zanna, brutto! urlò Hagrid. Cru! gridò Harry per la seconda volta, mirando all'ombra di fronte a lui. Ma Piton lo parò ancora. Harry lo vide ridere beffardo. Niente maledizioni senza perdono da te, Potter. Urlò sopra il rombo delle fiamme le grida di Agrid e gli uggiolii selvaggi di Zanna imprigionato Non ne ha il coraggio né l'abilità. In carcere ruggì Harry, ma Piton deviò l'incantesimo con un cenno quasi pigro del braccio. Reagisci gli urlò Harry, reagisci vigliacco! Mi hai chiamato Vigliacco Potter, gridò Piton di rimando. Tuo padre non mi attaccava mai se non erano quattro contro uno. Mi chiedo come lo definiresti? Stupe! Bloccato ancora. E ancora, e ancora, finché non imparerai a tenere la bocca sigillata e la mente chiusa, Potter, lo canzonò Piton, deviando ancora una volta la maledizione. Adesso, vieni! Urlò al mangiamorte biondo. È ora di andare prima che arrivino dal ministero. Impedi! Ma prima che Harry riuscisse a finire la formula, sentì un dolore lancinante. Cadde nell'erba. Qualcuno urlava, sarebbe certamente morto di quel dolore. Piton l'avrebbe torturato fino alla morte o alla follia. No!, ruggì la voce di Piton e il dolore cessò improvviso, com'era arrivato. Harry rimase rannicchiato stringendo la bacchetta ansante. Da qualche parte sopra di lui Piton urlava «Hai dimenticato gli ordini? Potter appartiene al Signore Oscuro! Dobbiamo lasciarlo stare! Via! Via!» Harry sentì il suolo tremare sotto il suo viso, mentre fratello, sorella e il mangiamorte biondo obbedivano e correvano verso i cancelli un urlo inarticolato di rabbia gli sfuggì. In quel momento non gli importava di vivere o morire. Si rialzò e barcollò alla cieca verso Piton, l'uomo che ormai odiava quanto Voldemort stesso. «Sectum!» Piton agitò la bacchetta e la maledizione venne respinta. Ma Harry era a pochi metri da lui e finalmente lo vide bene in volto. Non era più beffardo o ghignante. Le fiamme roventi mostravano un viso sconvolto dalla rabbia. Raccogliendo tutta la concentrazione possibile, Harry pensò «Levi! No, Potter!» gridò Piton. Si udì un'esplosione e Harry fu scagliato indietro. Batté di nuovo a terra e questa volta la bacchetta gli volò via di mano. Udì le grida di Hagrid e gli ululati di Zanna. Piton si avvicinò, sovrastando Harry, disarmato e indifeso come lo era stato Silente. Il volto pallido di Piton, illuminato dalla capanna in fiamme, era intriso di odio proprio come quando aveva scagliato la maledizione su Silente. Tu hai il coraggio di usare i miei incantesimi contro di me, Potter? Sono stato io a inventarli! Io, il principe mezzosangue! E tu rivolti le mie invenzioni contro di me, come il tuo schifoso padre? Non credo, no! Harry si era tuffato per recuperare la bacchetta. Piton la colpì con una fattura e quella volò a parecchi metri di distanza e sparì nel buio. «Mi uccida allora!» ansimò Henry. Non provava paura, ma solo rabbia e disprezzo. «Mi uccida come ha ucciso lui, vigliacco!» «Non!» urlò Piton e il suo viso si fece all'improvviso folle, disumano, come se provasse tanto dolore quanto il cane che guaiva e ululava, rinchiuso nella casa incendiata, alle loro spalle. «Chiamarmi vigliacco!» e sferzò l'aria, Harry sentì come una frusta incandescente colpirlo in volto e fu scaraventato di nuovo al suolo. Macchie di luce gli esplosero davanti agli occhi e per un attimo rimase senza fiato. Poi udì un battito d'ali e qualcosa di enorme oscurò le stelle. Fiero becco si era avventato su Piton, che quasi cadde all'indietro, sfregiato dagli artigli affilati come rasoi. Harry si alzò a sedere, la testa che gli girava dopo l'urto, e vide Piton correre a più non posso, e l'enorme bestia volare dietro di lui, strillando come non mai. Harry si mise in piedi a fatica, si guardò intorno, stordito, in cerca della bacchetta, ma anche mentre tastava l'erba e scartava legnetti, sapeva che era troppo tardi per riprendere l'inseguimento, e infatti, trovata la bacchetta, si voltò e vide l'ippogrifo volare in cerchio sul cancello. Peeton era riuscito a smaterializzarsi appena fuori dai confini della scuola. Agrid! borbottò ancora intontito. Agrid! avanzò barcollando verso la casa in fiamme. Una gigantesca ombra affiorava dall'incendio trasportando Zanna sulla schiena. Con un urlo di gratitudine Harry cadde in ginocchio, tremava, il corpo gli faceva male dappertutto e il fiato gli usciva in fitte dolorose. "Stai bene, Harry? Stai bene? Dimmi qualcosa, Harry." Il faccione peloso di Hagrid galleggiava sopra di lui, bloccando la vista delle stelle. Harry sentì odore di legno bruciato e peli di cane. Tese una mano e avvertì il corpo di Zanna, tiepido e vivo, rassicurante, tremare accanto a lui. Sto bene, Ansimò. E tu? Figurati, mica basta questo a farmi fuori. Agrid prese Harry sotto le ascelle e lo sollevò con tanta forza da staccarlo da terra per un attimo, prima di tirarlo in piedi. Harry vide un rivolo di sangue colargli lungo la guancia. Aveva un taglio profondo sotto un occhio, che si stava rapidamente gonfiando. Dobbiamo spegnere la tua casa, disse Harry. La formula è Aguamenti. Mi pareva che era una roba così, borbottò Hagrid. Levò un bruciacchiato ombrello a fiori rosa e disse: Aguamenti! Un getto di acqua schizzò dal puntale dell'ombrello. Harry alzò il braccio della bacchetta che gli parve di piombo e anche lui mormorò: Aguamenti! Insieme gettarono acqua sulla casa finché l'ultima fiamma non fu domata. Non è proprio malissimo, commentò Hagrid speranzoso qualche minuto dopo, guardando la rovina fumante. Silente, l'aggiusterà in un baleno. Harry provò un dolore straziante allo stomaco. Nel silenzio, nell'immobilità, fu invaso dall'orrore. Hagrid. Stavo lì a legare un paio di gambe di asticelli quando li ho sentiti arrivare, raccontò Agrid triste, lo sguardo ancora fisso sulla capanna distrutta. Saranno bruciati fino all'ultimo bastoncino. Poverini! Agrid, ma cos'è successo, Harry? Ho visto quei mangiamorte che scappavano dal castello. Ma che cosa diavolo ci faceva, Piton con loro? Dove è andato? Ci stava correndo dietro? Ah. Harry si schiarì la gola, era asciutta per il panico e il fumo. «Hagrid ha ucciso, ucciso", ripeté Agrid ad alta voce, spostando lo sguardo su Harry. "Python ha ucciso. Ma cos'è che dici, Harry?" "Silente", concluse Harry. "Python ha ucciso. Silente." Agrid lo guardò senza capire, la poca faccia visibile del tutto priva di espressione. "Silente cosa, Harry?" È morto. Piton l'ha ucciso. Non dire storie! sbottò Agrid. Piton uccidere Silente, non fare l'idiota, Harry! Come ti vengono queste robe? L'ho visto! Non è mica possibile! Io l'ho visto, Agrid! Agrid scosse il capo. Era incredulo ma comprensivo. E Harry capì che pensava che avesse preso una botta in testa, che fosse confuso, forse per una maledizione. Deve essere così, che silente ha detto a Pitton di andare con i mangiamorte, ragionò tranquillo. Mica deve farsi scoprire, dai, ti riporto a scuola. Andiamo, Harry. Harry non cercò di ribattere né di spiegarsi. Stava ancora tremando senza riuscire a fermarsi. Agrid avrebbe saputo la verità presto, troppo presto. Risalendo verso il castello, vide molte finestre illuminate. Immaginò i ragazzi che andavano di stanza in stanza, raccontandosi che i mangiamorte erano entrati, che il marchio brillava sopra Hogwarts, che qualcuno doveva essere stato ucciso. Le porte di quercia erano aperte, la luce inondava il viale e il prato. Lenti, incerti, ragazzi in vestaglia scendevano cauti i gradini, guardandosi intorno nervosi, in cerca di tracce dei mangiamorte che erano fuggiti nella notte. Gli occhi di Harry erano fissi sul terreno ai piedi della torre più alta. Credette di scorgere una sagoma scura, raggomitolata nell'erba, anche se era davvero troppo lontano. Mentre fissava muto il punto in cui pensava che si trovasse il corpo di Silente, vide un gruppo di persone avanzare da quella parte. Ma che guardano laggiù? chiese Agrid. Si stavano avvicinando all'entrata del castello e Zanna si stringeva a loro sempre più. Ma che c'è sull'erba? aggiunse bruscamente, puntando ai piedi della torre di astronomia, dove si stava radunando una piccola folla. Vedi, Harry! Proprio lì vicino alla torre, sotto al marchio. Accidenti! Non sarà mica che qualcuno è stato buttato! Agrid tacque. Il pensiero era evidentemente troppo terribile per essere formulato ad alta voce. Harry procedette al suo fianco, dolorante al volto e nelle gambe, dove le varie fatture dell'ultima mezz'ora l'avevano colpito, anche se con uno strano distacco, come se a soffrire fosse qualcuno vicino a lui. Ciò che era vero e ineluttabile era l'orribile senso di oppressione al petto. Si fecero strada come in sogno tra la folla mormorante e arrivarono dove gli studenti e gli insegnanti sconvolti avevano lasciato uno spazio. Harry udì il gemito di dolore e paura di Hagrid, ma non si fermò, avanzò ad agio fino a raggiungere il punto in cui giaceva silente e si accovacciò accanto a lui. Aveva saputo che non c'era alcuna speranza, fin dal momento in cui si era riscosso dalla maledizione Petrificus. Sapeva che era svanita solo perché chi l'aveva formulata era morto. Ma non c'era modo di prepararsi alla vista di Silente, a braccia aperte, spezzato, il più grande mago che Harry avesse e avrebbe mai conosciuto. Silente aveva gli occhi chiusi. A parte la strana angolatura di gambe e braccia, sembrava addormentato. Harry si protese raddrizzò gli occhiali a mezzaluna sul naso adunco e asciugò con la manica un rivolo di sangue che scendeva dalla bocca. Poi guardò il vecchio volto saggio e cercò di assorbire l'enorme, incomprensibile verità. Che mai più Silente gli avrebbe parlato, mai più l'avrebbe aiutato. La folla mormorava alle spalle di Harry. Dopo quella che parve un'eternità, lui si rese conto di essersi inginocchiato su qualcosa di duro e guardò in basso. Il medaglione che erano riusciti a rubare poche ore prima era caduto dalla tasca di Silente e si era aperto, forse per la violenza della caduta. E anche se Harry non poteva essere più addolorato, straziato o triste di quanto già fosse, capì subito che qualcosa non andava. Si rigirò il medaglione fra le dita. Non era grande come quello che aveva visto nel pensatoio e non recava segni. Nessuna traccia della S elaborata del marchio di Serpe Verde. Per giunta, dentro non c'era nulla, tranne un pezzetto di pergamena ripiegata, infilato con cura nel posto in cui avrebbe dovuto esserci un ritratto. Meccanicamente, senza pensare, Harry sfilò il frammento di pergamena, lo aprì e alla luce delle tante bacchette che ormai si erano accese alle sue spalle, lesse. Al Signore Oscuro. So che avrò trovato la morte molto prima che tu legga queste parole, ma voglio che tu sappia che sono stato io ad aver scoperto il tuo segreto. Ho rubato il vero Orcrux e intendo distruggerlo appena possibile. Affronto la morte nella speranza che quando incontrerai il tuo degno rivale sarai di nuovo mortale. R.A.B. Harry non sapeva che cosa volesse dire il messaggio e non gli importava. Solo una cosa contava: quello non era un Orcrux. Bevendo quella terribile pozione, Silente si era indebolito per nulla. Harry accartocciò la pergamena e i suoi occhi bruciarono di lacrime, mentre dietro di lui Zanna cominciava a ululare. Il lamento della fenice: Vieni, Harry! No, non puoi restare qui, Harry! Andiamo su! No! Non voleva lasciare silente, non voleva andare da nessuna parte. La mano di Agrid sulla sua spalla tremava, poi un'altra voce disse, Harry, andiamo! Una mano molto più piccola e calda aveva stretto la sua e la tirava verso l'alto. Obedì senza pensarci, solo attraversando la folla, senza guardare, capì da un leggero profumo di fiori nell'aria che era Ginny a guidarlo verso il castello. Voci incomprensibili lo circondavano, singhiozzi e urla e gemiti trafiggevano la notte, ma Harry e Ginny andarono avanti, salirono i gradini fino alla sala d'ingresso. Facce galleggiavano ai margini del campo visivo di Harry. Ragazzi lo guardavano furtivi, interrogativi e i rubini di Grifondoro scintillavano sul pavimento come gocce di sangue, mentre i due si facevano strada verso la scalinata di marmo. Andiamo in infermeria, disse Ginny. Non sono ferito. Ordini della McGonagall. Sono tutti lassù, Ron, e Hermione e Lupin e gli altri. La paura si risvegliò nel petto di Harry. Aveva dimenticato le sagome immobili che si era lasciato alle spalle. Ginny, chi altro è morto? Non preoccuparti, nessuno di noi. Ma il marchio nero? Malfoy ha detto che aveva scavalcato un corpo. Ha scavalcato Bill, ma è tutto a posto. È vivo però c'era qualcosa nella sua voce che non lasciava presagire niente di buono. «Sei sicura?» «Ma certo che sono sicura. È un... un po' rovinato, tutto qui.» Greyback l'ha aggredito. Madame Pomfrey dice che non... che non avrà più lo stesso aspetto. La voce di Ginny tremò appena. «Non sappiamo bene quali saranno le conseguenze. Voglio dire, Greybeck è un lupo mannaro, ma in quel momento non era trasformato. E gli altri? C'erano altri colpi a terra.» Neville è in infermeria, però Madame Pomfrey pensa che si riprenderà completamente. E il professor Flitwick è stato steso, ma sta bene, è solo un po' scosso. Ha insistito per andare a prendersi cura dei corvo nero. Ed è morto un mangiamorte. È stato colpito da una maledizione mortale di quelle che il grosso biondo scagliava da tutte le parti. Harry, se non avessimo avuto la tua pozione, Felix, credo che saremmo stati uccisi. Tutte le maledizioni ci mancavano. Erano arrivati all'infermeria. Harry spinse la porta e vide Neville addormentato in un letto lì accanto. Ron, Ermione, Luna, Tonks e Lupin, riuniti attorno a un altro letto in fondo alla corsia, alzarono tutti gli occhi. Hermione corse da Harry e lo abbracciò. Anche Lupin venne avanti preoccupato. Tutto a posto, Harry? Io sto bene. E Bill? Nessuno rispose. Harry guardò oltre Hermione e vide un volto irriconoscibile su un cuscino, lacerato e squarciato in modo grottesco. Madame Pomfrey gli stava applicando un unguento verde dall'odore acre sulle ferite. Harry ricordò che Piton aveva guarito con gran facilità le ferite del Sectum Sempra su Malfoy usando la bacchetta. «Non può curarle con un incantesimo?» domandò. Nessun incantesimo funziona con queste, rispose Madame Pomfrey. Ho tentato tutto quello che so, ma non c'è cura per i morsi di Lupo Mannaro. Ma non è stato morso con la luna piena, obiettò Ron, che fissava il viso del fratello, come se in qualche modo potesse costringerlo a guarire con la sola forza dello sguardo. Graybeck non si era trasformato, quindi Bill non diventerà un... un vero? guardò Lupin incerto. No. Non credo che Bill diventerà un vero lupo, Mannaro, replicò Lupin. Ma questo non significa che non ci sarà un qualche contagio. Quelle sono ferite maledette. È improbabile che guariscano del tutto e. e Bill d'ora in poi potrebbe avere alcune caratteristiche da lupo. Silente potrebbe conoscere qualcosa che funzioni, però soggiunse Ron. Dov'è? Bill ha lottato contro quei pazzi per ordine di Silente. Silente glielo deve, non può lasciarlo in questo stato, Ron. Silente è morto, disse Ginny. No! Lupin spostò lo sguardo da Ginny a Harry, sconvolto, come se sperasse che lui potesse contraddirla, ma quando Harry tacque, crollò in una sedia accanto al letto di Bill, le mani sul volto. Harry non aveva mai visto Lupin perdere il controllo. Gli sembrò come di invadere qualcosa di intimo, quasi di sconveniente. Si voltò e incrociò lo sguardo di Ron e in silenzio confermò le parole di Ginny. Com'è morto? sussurrò Tonks. «Com'è successo?» «L'ha ucciso Piton», rispose Harry. «Io c'ero, l'ho visto. Siamo tornati e siamo atterrati sulla Torre di Astronomia, perché c'era il marchio. Silente non stava bene, era debole, ma deve aver capito che era una trappola quando abbiamo sentito dei passi lungo le scale. Mi ha immobilizzato, non ho potuto far niente. Ero sotto il mantello dell'invisibilità, e poi è arrivato Malfoy e l'ha disarmato». Permione si portò le mani alla bocca e Ron gemette. Le labbra di Luna tremarono. Sono arrivati altri mangiamorte. E poi Piton. È stato Piton. Con la vada che davra. Harry non riuscì a continuare. Madame Pomfrey scoppiò in lacrime. Nessuno le fece caso, a parte Ginny che sussurrò «St! Ascoltate!». Madame Pomfrey deglutì. Si premette le dita sulla bocca, gli occhi dilatati. Da qualche parte, fuori, nella notte, una fenice cantava in un modo che Harry non aveva mai sentito prima, un doloroso lamento di terribile bellezza. Harry capì, come aveva capito altre volte ascoltando una fenice cantare, che la musica era dentro di lui, non fuori, era il suo stesso strazio, mutato per magia e incanto, che echeggiava nel parco e attraverso le finestre del castello. Non avrebbe saputo dire quanto rimasero in ascolto, né perché il suono del loro rutto lenisse un po il dolore, ma sembrava che fosse passata un'eternità quando la porta dell'infermeria si riaprì ed entrò la professoressa McGonagall. Come tutti gli altri, recava tracce della recente battaglia, graffi sul volto e la veste strappata. Moglie e Arthur stanno arrivando, disse, e l'incanto della musica fu spezzato. Tutti si riscossero come da uno stato di trance. Chi riprese a guardare Bill, chi si stropicciò gli occhi, chi scosse la testa. Harry, che cosa è successo? Stando a agrideri con il professor silente, quando lui... quando è successo. Dice che il professor Piton è stato coinvolto in qualche... Pitton ha ucciso silente, rispose Harry. Lei lo fissò attonita per un attimo, poi ondeggiò in maniera allarmante. Madame Pomfrey, ripreso il controllo di sé, accorse, evocò una sedia dal nulla e la spinse sotto la McGonagall. «Piton!» ripeté questa con voce debole, lasciandosi cadere sulla sedia. «Ci chiedevamo tutti, ma lui si fidava, sempre. Piton! Non posso crederci!» «Piton è un occlumante molto abile!» osservò Lupin con voce stranamente aspra. «L'abbiamo sempre saputo!» «Ma Silente giurava che era dalla nostra», sussurrò Tonks. «Ho sempre pensato che dovesse sapere qualcosa di Piton che noi ignoravamo». «Ha sempre lasciato intendere che aveva una ragione inoppugnabile per fidarsi di lui», mormorò la McGonagall, premendosi gli angoli degli occhi traboccanti di lacrime con un fazzoletto scozzese. «Voglio dire, con la storia che aveva, chiunque avrebbe dubitato». Ma silente mi disse a chiare lettere che il pentimento di Piton era sincero e non voleva sentir nulla contro di lui. Mi piacerebbe sapere che cosa gli ha detto Piton per convincerlo, fece Tonks. Io lo so, intervenne Harry e tutti si voltarono verso di lui. Piton ha passato a Voldemort l'informazione che l'ha indotto a dare la caccia ai miei genitori. Poi Piton ha detto a Silente che non aveva capito che cosa stava facendo, che era dispiaciuto di averlo fatto, dispiaciuto della loro morte. E Silente ci ha creduto, sbottò Lupin incredulo. Silente ha creduto che a Piton dispiacesse della morte di James. Piton odiava James. E pensava che nemmeno mia madre valesse un accidente, proseguì Harry, perché era nata babbana. Nessuno chiese come facesse a saperlo. Tutti sembravano smarriti in un terrore orripilato, cercando di accettare la mostruosa verità di quanto era successo. È tutta colpa mia. proruppe all'improvviso la professoressa McGonagall. Era disorientata e tormentava il fazzoletto umido. Colpa mia. Io ho mandato Filius a cercare Piton stanotte. L'ho fatto chiamare perché venisse ad aiutarci. Se non l'avessi avvertito di quanto stava succedendo, forse non si sarebbe mai alleato con i mangiamorte. Non credo che sapesse che erano qui prima che glielo dicesse Filius. Non è colpa tua, Minerva, ribatté Lupi indeciso. Avevamo tutti bisogno di aiuto. Siamo stati tutti contenti di sapere che Piton stava arrivando e quando è arrivato nel cuore della battaglia si è messo con i mangiamorte chiese Harry che voleva tutti i particolari della doppiezza e dell'infamia di Piton febbrilmente deciso a mettere insieme altre ragioni per odiarlo e giurargli vendetta non so di preciso come sia andata raccontò la professoressa McGonagall con aria assente è tutto così confuso silente ci aveva detto che avrebbe lasciato la scuola per qualche ora e che dovevamo pattugliare i corridoi per sicurezza Remus, Bill e Ninfa d'Ora dovevano unirsi a noi, e così abbiamo fatto. Sembrava tutto tranquillo. Tutti i passaggi segreti che portavano fuori erano coperti. Sapevamo che nessuno poteva arrivare in volo. C'erano potenti incantesimi a proteggere tutti gli ingressi al castello. Non so ancora come siano potuti entrare i Mangiamorte. Lo so io. la interruppe Harry, e spiegò in breve della coppia di armadi svanitori e del percorso magico. Quindi sono entrati passando dalla stanza delle necessità. Quasi contro la sua volontà, guardò Ron e poi Hermione. Erano entrambi devastati. Ho combinato un pasticcio, Harry? borbottò Ron cupo. Abbiamo fatto come ci avevi detto. Abbiamo controllato la mappa del Malandrino e non vedevamo Malfoy. Allora abbiamo pensato che fosse nella stanza delle necessità, così io, Ginny e Neville siamo andati a fare la guardia là davanti, ma Malfoy ci ha fregato. È uscito dalla stanza un'ora dopo che avevamo cominciato a fare la guardia, aggiunse Ginny. Era da solo e stringeva quell'orrendo braccio raggrinzito. La sua mano della gloria, completò Ron, dà luce solo a chi la regge, ricordi? Comunque, riprese Ginny, evidentemente stava controllando che la via fosse libera per far uscire i mangiamorte, perché non appena ci ha visto ha gettato qualcosa per aria ed è diventato buio, buio pesto. Polvere buio pesto peruviana, spiegò Ron amareggiato, di Fred e George. Dovrò dirgli di fare più attenzione ai loro clienti. Le abbiamo tentate tutte, l'umo, s'incendio, proseguì Ginny, ma non è servito a niente. Siamo riusciti solo a venir fuori a tentoni dal corridoio, e nel frattempo sentivamo rumori di passi. Invece Malfoy vedeva bene per via di quella roba, di quella mano, e li guidava. Ma non abbiamo osato scagliare maledizioni per non colpirci tra noi, e quando siamo arrivati in un corridoio illuminato erano spariti. Per fortuna, intervenne Lupin Rauco, Ron, Ginny e Neville ci hanno incrociato quasi subito e ci hanno raccontato tutto. Abbiamo trovato i mangiamorte qualche minuto dopo, diretti verso la torre di astronomia. Malfoy evidentemente non si aspettava che ci fossero altri di guardia e a quanto pare aveva finito la sua scorta di polvere buio pesto. È scoppiata una battaglia. Loro si sono divisi e noi li abbiamo inseguiti. Uno di loro, Gibbon, è fuggito e ha cominciato a salire le scale della torre. Per accendere il marchio? chiese Harry. Deve essere stato lui, sì. Dovevano averlo concordato prima di uscire dalla stanza delle necessità. Continuò Lupin, ma non credo che a Gibbon piacesse l'idea di aspettare Silente lassù, tutto solo, perché è sceso di corsa ed è stato colpito da una maledizione mortale che ha mancato di poco a me. Ma se Ron sorvegliava la stanza delle necessità con Ginny e Neville, fece Harry a Hermione. Tu ero fuori dall'ufficio di Piton.» Sì, mormorò Ermione, gli occhi scintillanti di lacrime. Con Luna siamo rimaste lì per un secolo e non è successo niente. Non sapevamo come stava andando di sopra. Ron aveva preso la mappa del malandrino. Era quasi mezzanotte quando il professor Flitwick è sceso di corsa nei sotterranei. Gridava qualcosa sui mangiamorte nel castello. Non credo che si sia nemmeno accorto che io e Luna eravamo lì. È corso nell'ufficio di Piton e abbiamo sentito che gli diceva di seguirlo e aiutare gli altri. E poi c'è stato un tonfo sordo e Piton è uscito di corsa dalla sua stanza e ci ha visto e. E. Cosa? la incalzò Harry. Sono stata una stupida, Harry! esclamò Ermione con un sussurro acuto. Ha detto che il professor Flitwick era svenuto e che dovevamo andare ad aiutarlo, mentre lui. mentre lui andava a combattere contro i mangiamorte! Si coprì il volto per la vergogna e continuò a parlare tra le dita, con voce soffocata. Siamo entrate per vedere se potevamo aiutare il professor Fritwick e l'abbiamo trovato a terra, privo di sensi. E. oh, è così ovvio adesso! Piton doveva avergli fatto uno stupeficium, ma non l'abbiamo capito, Harry! Non abbiamo capito! Abbiamo lasciato andare Piton! Hermione, la consolò Lupin: Se non avessi obbedito a Piton e se non ti fossi tolta di mezzo, probabilmente avrebbe ucciso te e Luna. Così è salito! Proseguì Harry che nella mente vedeva Piton salire di corsa la scalinata di marmo, la nera veste ondeggiante come al solito, ed estrarre la bacchetta da sotto il mantello. E ha trovato il posto dove tutti voi stavate combattendo. Eravamo in difficoltà, stavamo perdendo, mormorò Tonks. Gibbon era a terra, ma gli altri sembravano pronti a lottare fino alla morte. Neville era ferito, Bill era stato assalito da Greyback. Era tutto buio, maledizioni che volavano dappertutto. Il giovane Malfoy era scomparso, doveva essersela svignata su per le scale della torre. Poi altri l'hanno seguito, ma uno di loro ha bloccato le scale dietro di sé con una maledizione. Neville l'ha rincorso ed è stato scagliato in aria. Nessuno di noi è riuscito a passare, continuò Ron. E quel mangiamorte grosso continuava a sparare fatture dappertutto, rimbalzavano sui muri e ci mancavano per un soffio. E poi c'era Piton, aggiunse Tonks. E poi non c'era. L'ho visto correre verso di noi, ma subito dopo la fattura del mangiamorte gigante mi ha sfiorato e mi sono abbassata, e non ho capito più niente, intervenne Ginny. L'ho visto attraversare di corsa la barriera stregata, come se non ci fosse, proseguì Lupin. Ho cercato di seguirlo, ma sono stato scagliato indietro, come Neville. Evidentemente conosceva un incantesimo a noi ignoto sussurrò la McGonagall. Dopotutto era l'insegnante di difesa contro le arti oscure. Ho pensato solo che avesse fretta di inseguire i mangiamorte fuggiti sulla torre. Infatti, ringhiò Harry furioso, ma per aiutarli, non per fermarli. Scommetto che bisognava avere il marchio nero per attraversare la barriera. E poi cos'è successo quando è tornato lì sotto? Beh, il mangiamorte grosso aveva appena scagliato una fattura che aveva fatto crollare metà del soffitto, e aveva anche infranto l'incantesimo che bloccava le scale, rispose Lupin. Ci siamo tutti lanciati avanti, quelli che erano ancora in piedi, cioè. E allora Piton e il ragazzo sono emersi dalla polvere. Naturalmente nessuno di noi li ha attaccati. Li abbiamo lasciati passare, confermò Tonks con voce sepolcrale. Pensavamo che fossero inseguiti. Un attimo dopo, gli altri Mangiamorte e Greybeck sono tornati e abbiamo ripreso a combattere. Credo di aver sentito Piton gridare qualcosa, ma non so cosa. Ha gridato, è finita, rispose Harry. Aveva fatto quello che doveva. Cadde il silenzio. Il lamento di Fox echeggiava ancora nel parco buio. Ascoltando la musica vibrare nell'aria, pensieri indesiderati e spiacevoli si insinuarono nella mente di Harry. Avevano già spostato il corpo di Silente dai piedi della torre, che cosa sarebbe successo? Dove avrebbe riposato? Strinse forte i pugni in tasca, avvertiva la piccola forma fredda del falso Orcrux nel palmo della mano destra. Ci fu un sussulto generale, quando si spalancarono le porte dell'infermeria. I signori Weasley entrarono con Fleur alle loro spalle, il bel viso sconvolto dal terrore. Molly, Arthur, li accolse la professoressa McGonagall, balzò in piedi e andò loro incontro. Mi spiace. Bill, sussurrò la signora Weasley, strecciando oltre la professoressa McGonagall non appena vide il volto sfigurato di Bill. Oh, Bill! Lupin e Tonks si fecero da parte, così che i signori Weasley potessero avvicinarsi al letto. La signora Weasley si chinò sul figlio e gli premette le labbra sulla fronte insanguinata. Ha detto che Greybeck l'ha aggredito? chiese il signor Weasley alla McGonagall. Ma non si era trasformato, quindi che cosa significa? Che cosa gli succederà? Non lo sappiamo ancora, rispose lei guardando impotente Lupin. È probabile che ci sarà qualche forma di contagio, Arthur, spiegò Lupin. È un caso strano, forse unico. Non sappiamo quale sarà il suo comportamento al risveglio. La signora Weasley prese l'unguento maleodorante da Madame Pomfrey e cominciò a spalmarlo sulle ferite di Bill. «E' silente, Minerva, è vero, è davvero...» La McGonagall annui. Harry sentì Ginny muoversi al suo fianco e si girò a guardarla. I suoi occhi ridotti a fessure erano puntati su Fleur, che fissava Bill agghiacciata. «Silente, morto...» Sussurrò il signor Weasley, ma sua moglie aveva occhi solo per il figlio. Cominciò a singhiozzare e le lacrime caddero sul volto ferito di Bill. Naturalmente non importa il suo aspetto, non fa niente, ma era un bambino così carino, sempre stato un bel ragazzo e stava per sposarsi. Cosa vuol dire? gridò Flora all'improvviso. Perché dice che stava per sposarsi? La signora Weasley alzò il viso coperto di lacrime, stupita. Beh, solo che... pensa che Bill non mi vuole più, continuò Fleur. Pensa che per colpa di quei morsi cesserà di amarmi. No, non volevo dire. E invece mi amerà, esclamò Fleur, ergendosi in tutta la sua altezza e gettando indietro la lunga chioma argentea. Ci vuole altro che un uomo lupo per impedire a Bill di amarmi. «Beh, sì, ne sono certa», balbettò la signora Weasley, «ma pensavo che forse, visto come... come lui... pensa che io non lo voglio più, o forse lo spera», incalzò Fleur, le narici dilatate. «Cosa importa il suo aspetto? Io sono abbastanza bella per tutti e due. Tutte quelle cicatrici sono il segno del courage di mio marito. Faccio io», aggiunse con forza, spingendo da parte la signora Weasley e strappandole di mano l'unguento. La signora Weasley si appoggiò al marito e guardò Fleur curare le ferite di Bill con un'espressione assai curiosa. Nessuno disse nulla. Harry non osò muoversi. Come tutti gli altri, stava aspettando l'esplosione. La nostra prozia, Muriel, esordì la signora Weasley dopo una lunga pausa, ha un diadema molto bello fatto dai goblin e sono sicura che te lo presterà per le nozze. È molto affezionata, Bill, sai, e il diadema starà benissimo coi tuoi capelli. Grazie, ribatté Fleur, rigida. Sono certa che sarà delizioso. E poi, Harry non capì com'era successo, le due donne si stavano abbracciando in lacrime. Sconcertato, chiedendosi se il mondo fosse impazzito, si voltò. Ron era esterrefatto quanto lui, e Ginny e Hermione si scambiavano sguardi perplessi. Visto? fece una voce nervosa. Tonks guardava torva Lupin. Lei vuole sposarlo lo stesso, anche se è stato morso. Non le importa? È diverso! ribatté Lupin, muovendo appena le labbra ad un tratto agitato. Bill non sarà un vero lupo Mannaro. I casi sono completamente... Ma anche a me non importa, non mi importa! esclamò Tonks, scuotendo Lupin per la veste. Te l'ho detto un milione di volte. E il significato del patronus di Tonks e dei suoi capelli color topo, e la ragione per cui era venuta di corsa a cercare silente quando aveva sentito dire che qualcuno era stato aggredito da Greybeck, tutto all'improvviso fu chiaro a Harry. Non era di Sirius che Tonks era innamorata allora. E io ti ho detto un milione di volte, replicò Lupin, rifiutandosi di guardarla, che sono troppo vecchio per te, troppo povero, troppo pericoloso. Ho sempre pensato che la tua sia una posizione ridicola, Remus, intervenne la signora Weasley da sopra la spalla di Fleur, senza smettere di darle pacche sulla schiena. Niente affatto, ribadì Lupin con fermezza. Tonks merita uno giovane e sano. Ma lei vuole te, osservò il signor Weasley con un sorrisetto. E dopo tutto, Remus, gli uomini giovani e sani non restano necessariamente tali, e fece un gesto triste verso il figlio che giaceva tra loro. Questo non è il momento di discuterne, tagliò corto Lupin, evitando gli sguardi di tutti e guardandosi attorno, tormentato. Silente è morto. «Silente sarebbe stato più felice di chiunque altro, nel sapere che c'è un po' più d'amore nel mondo», dichiarò asciutta la professoressa McGonagall. In quel momento le porte si aprirono di nuovo ed entrò Hagrid. Aveva la faccia bagnata e gonfia, era scosso dai singhiozzi e teneva in mano un enorme fazzoletto a pallini. «L'ho... l'ho fatto, professoressa», bofonchiò. «L'ho spo, spostato... «La professoressa Sprout ha rimandato i ragazzi a dormire. Il professor Fritwick è a letto, ma dice che si riprende in un baleno. E il professor Lumacorno dice che il ministero è stato informato.» «Grazie, Hagrid», rispose la McGonagall. Si alzò e si voltò verso il gruppo riunito attorno al letto di Bill. Dovrò vedere quelli del ministero quando arriveranno. Agrid, per favore, di' ai direttori delle case, l'Umacorno può rappresentare Serpe Verde, che voglio vederli nel mio ufficio immediatamente. Vorrei che venissi anche tu. Agrid annui, si voltò e uscì trascinando i piedi. La professoressa McGonagall guardò Harry. Prima di incontrarli, vorrei scambiare due parole con te, Harry. Se vuoi seguirmi... Harry si alzò, mormorò ci vediamo fra poco, a Ron, Ermione e Ginny, e seguì la professoressa McGonagall lungo la corsia. I corridoi erano deserti e l'unico suono era il canto remoto della Fenice. Passarono parecchi minuti prima che Harry si rendesse conto che non erano diretti nell'ufficio della McGonagall, ma in quello di Silente, e qualche altro secondo prima che capisse che naturalmente lei era la vicepreside, quindi ora era la preside. La stanza dietro il gargoyle adesso era sua. In silenzio salirono la scala mobile a chiocciola ed entrarono nell'ufficio circolare. Non sapeva che cosa si fosse aspettato, che la stanza fosse adorna di paramenti neri forse, o perfino che il corpo di Silente si trovasse lì disteso. In realtà aveva quasi lo stesso aspetto di quando lui e Silente l'avevano lasciata poche ore prima. Gli strumenti d'argento ronzavano e sbuffavano sui tavoli dalle gambe sottili. La spada di grifondoro nella teca di vetro scintillava alla luce lunare, il cappello parlante stava sulla mensola dietro la scrivania, ma il posatoio di Fox era vuoto. La fenice stava ancora cantando il suo lamento nel parco, e un nuovo ritratto si era unito ai vecchi presidi di Hogwarts. Silente, dormiva in una cornice d'oro sopra la scrivania, gli occhiali a mezzaluna in bilico sul naso adunco, tranquillo e indisturbato. Dopo aver lanciato un'occhiata al ritratto, la professoressa McGonagall fece uno strano movimento, come per armarsi di coraggio. Poi guardò Harry, il volto teso e segnato. Harry, cominciò. Vorrei sapere che cosa stavate facendo tu e il professor Silente questa sera, quando avete lasciato la scuola. Non posso dirglielo, professoressa, rispose Harry. Si aspettava la domanda e aveva la risposta pronta. Era lì, in quella stessa stanza, che Silente gli aveva detto di non rivelare i contenuti delle loro lezioni a nessuno, a parte Ron Ermione. Harry potrebbe essere importante, insistette la professoressa McGonagall. Lo è, convenne Harry, e molto, ma lui non voleva che lo dicesse a nessuno. La McGonagall lo guardò torva. Potter, Harry notò il ritorno all'uso del cognome. Alla luce della morte del professor Silente, credo che tu debba capire che la situazione è cambiata. Non trovo, ribatté Harry stringendosi nelle spalle. Il professor Silente non mi ha mai detto di smettere di seguire i suoi ordini se fosse morto. Ma... c'è una cosa che lei dovrebbe sapere prima che arrivino quelli del ministero, però. Madame Rosmerta è vittima della maledizione Imperius stava aiutando Malfoy e i Mangiamorte. È così che la collana e l'idromele avvelenato Rosmerta? Ripeté la professoressa McGonagall incredula, ma non riuscì ad aggiungere altro perché qualcuno bussò alla porta e i professori Sprout, Flitwick e Lumacorno si trascinarono nella stanza, seguiti da Hagrid che continuava a piangere come una fontana, il gran corpo scosso dal dolore. Piton! sbottò Lumacorno, il più turbato. Era pallido e sudava. Piton! È stato mio allievo! Credevo di conoscerlo! Ma prima che qualcuno potesse replicare, una voce aspra parlò dall'alto della parete. Un mago dal volto incavato, con una corta frangetta nera, era appena tornato nella sua tela vuota. Minerva! Il ministro sarà qui tra pochi secondi. Si è appena smaterializzato dal ministero. Grazie Everard, la professoressa McGonagall si voltò verso gli altri insegnanti. Voglio parlarvi di ciò che accadrà a Hogwarts prima del suo arrivo, disse in fretta. Personalmente non credo che la scuola debba riaprire il prossimo anno. La morte del preside per mano di uno dei nostri colleghi è una macchia terribile per la storia di Hogwarts. Terribile. Sono certa che Silente avrebbe voluto che la scuola restasse aperta, la contraddisse la professoressa Sprout. Penso che, se anche un solo allievo volesse venire, allora la scuola dovrebbe restare aperta per quell'allievo. Ma avremo anche un solo allievo, dopo questo? Domandò Lumacorno, asciugandosi la fronte sudata con un fazzoletto di seta. I genitori vorranno tenere i figli a casa? E non posso certo biasimarli. Non credo che siamo più in pericolo a Hogwarts che in qualunque altro luogo. Ma non ci si può aspettare che una madre ragioni così. Vorranno tenere unite le famiglie, è naturale. Sono d'accordo, dichiarò la professoressa McGonagall. In ogni caso non si può dire che Silente non abbia mai previsto che Hogwarts potesse chiudere. L'ho prese in considerazione quando la Camera dei Segreti venne riaperta e l'assassinio del professor Silente mi turba assai più dell'idea che il mostro di serpe verde abitasse nelle viscere del castello. «Dobbiamo parlare con i consiglieri», intervenne il professor Flitwick con la sua vocetta stridula. Aveva un grosso livido sulla fronte, ma a parte questo sembrava illeso dopo lo svenimento nell'ufficio di Piton. «Dobbiamo seguire le procedure stabilite. Non dobbiamo prendere una decisione affrettata». Agrid, tu non hai detto niente», osservò la McGonagall. «Qual è la tua opinione? Hogwarts dovrebbe restare aperta?» Hagrid, che per tutta la conversazione aveva continuato a piangere in silenzio nel suo enorme fazzoletto, alzò gli occhi gonfi e arrossati e gracchiò. «Non lo so, professoressa. Devono decidere i direttori delle case e la preside». «Il professor Silente ha sempre tenuto in conto il tuo parere», ribatté la McGonagall con dolcezza, «e io anche». «Beh, io resto» rispose Agrid. Grosse lacrime gli scendevano dagli angoli degli occhi fin dentro la barba arruffata. È la mia casa, è la mia casa da quando avevo tredici anni. E se ci sono dei ragazzi che vogliono che io ci insegno, lo farò. Ma non so, Hogwarts senza silente. deglutì e scomparve di nuovo nel suo fazzoletto. Molto bene, dichiarò la McGonagall, guardando il parco fuori dalla finestra per controllare se il ministro si avvicinava. Allora devo concordare con Filius. La cosa giusta è chiedere ai consiglieri che prenderanno la decisione definitiva. Ora, quanto a mandare a casa gli studenti, c'è ragione di farlo al più presto. Potremmo fare in modo che l'Hogwarts Express arrivi domani, se necessario. E il funerale di Silente? chiese Harry, prendendo finalmente la parola. Beh, fece la professoressa McGonagall, perse un po del suo tono brusco e la sua voce si inclinò. Io... Io so che era desiderio di silente essere sepolto qui, a Hogwarts. Quindi sarà così, no? incalzò Harry. Se il ministero lo ritiene opportuno, rispose la professoressa McGonagall, nessun altro preside è mai stato... Nessun altro preside ha dato di più a questa scuola, ringhiò Hagrid. Hogwarts dovrebbe essere il luogo del riposo eterno di Silente», aggiunse Flitwick. «Assolutamente sì», confermò la professoressa Sprout. «E in questo caso», continuò Harry, «non dovrebbe mandare a casa gli studenti prima del funerale. Vorranno dirgli...» L'ultima parola gli rimase impigliata in gola, ma la professoressa Sprout finì la frase al posto suo. «Addio!» «Bendetto!» ben detto, squittì il professor Flitwick. «Bendetto, davvero!» «I nostri studenti dovrebbero rendergli omaggio! È appropriato! Possiamo organizzare successivamente il loro ritorno a casa!» «Approvato!» abbaiò la professoressa Sprout. «Suppongo di sì!» balbettò l'umacorno agitato, mentre Agrid levava un singhiozzo strangolato di assenso. «Arriva!» annunciò all'improvviso la McGonagall, scrutando il parco. «Il ministro, a quanto pare, ha portato una delegazione.» Posso andare, professoressa? chiese subito Harry. Non aveva alcuna voglia di vedere Rufus Scrimgeour o di essere interrogato da lui quella notte. Sì, rispose la McGonagall e fa presto. Andò alla porta e gliela aprì. Harry corse giù per la scala a chiocciola e lungo il corridoio deserto. Aveva lasciato il mantello dell'invisibilità in cima alla torre di astronomia, ma non gli importava. Nessuno lo vide passare nei corridoi, nemmeno Filch, Mrs. Norris o Peeves. Non incontrò anima viva finché non svoltò nel corridoio che portava alla sala comune di Grifondoro. È vero? sussurrò la signora grassa. È proprio vero? Silente? Morto? Sì, rispose Harry. Lei gemette e senza aspettare la parola d'ordine, scattò in avanti per lasciarlo passare. Come Harry aveva sospettato, la sala comune era affollatissima. Al suo arrivo calò il silenzio. Vide Dean e Simus seduti lì vicino. Il dormitorio doveva essere vuoto o quasi. Senza rivolgere la parola a nessuno, senza incrociare lo sguardo di nessuno, attraversò la stanza e varcò la porta, diretto di sopra. Come aveva sperato, Ron lo stava aspettando ancora vestito, seduto sul letto. Harry sedette sul proprio e per un attimo non fecero che guardarsi. Parlano di chiudere la scuola, disse infine Harry. Lupin ha detto che l'avrebbero fatto replicò Ron. Ci fu una pausa. Allora chiese Ron a voce molto bassa, come se pensasse che i mobili potessero ascoltare: "Lo hai trovato? L'hai preso un un Horcrux?". Harry scosse la testa. Tutto quel che era successo attorno a quel lago nero sembrava un vecchio incubo. Era davvero accaduto e solo poche ore prima. "Non l'hai preso", fece Ron abbattuto. "Non c'era". "No" rispose Harry. Qualcuno l'aveva già preso e ne aveva lasciato uno falso al suo posto. Già preso? Senza parlare, Harry estrasse dalla tasca il medaglione falso, lo aprì e lo diede a Ron. Il resto della storia poteva aspettare. Non importava quella notte, niente importava, eccetto la fine, la fine della loro inutile avventura, la fine della vita di Silente. R.A.B., sussurrò Ron. Ma chi è? Non lo so. Harry si distese sul letto vestito e fissò il vuoto. Non provava alcuna curiosità per RAB, dubitava che avrebbe mai più provato curiosità per qualcosa. All'improvviso si rese conto che il parco era silenzioso. Fox aveva cessato di cantare e seppe, senza sapere come, che la Fenice era andata, che aveva lasciato Hogwarts per sempre, proprio come silente aveva lasciato la scuola, aveva lasciato il mondo. Aveva lasciato lui. La tomba bianca. Tutte le lezioni furono sospese, tutti gli esami posticipati. Alcuni studenti furono portati frettolosamente via da Hogwarts dai genitori nei due giorni che seguirono. Le gemelle Patil partirono prima di colazione la mattina dopo la morte di Silente, e Zacharias Smith fu scortato fuori dal castello dal suo altezzoso padre. Simus Finnigan invece si rifiutò categoricamente di seguire la madre a casa. Fecero a chi urlava di più nella sala d'ingresso e la sfida si risolse quando lei acconsentì a lasciarlo a scuola per il funerale. Ebbe difficoltà a trovare un letto a Oxmith, raccontò Simus a Harry e Ron, perché maghi e streghe si riversavano nel villaggio, preparandosi a rendere l'ultimo tributo a Silente. Tra gli studenti più giovani corse una certa agitazione quando una carrozza che non avevano mai visto, azzurra e grande come una casa, trainata da una dozzina di immensi cavalli palomino alati, planò dal cielo nel tardo pomeriggio, prima del funerale, e atterrò al limitare della foresta. Harry vide dalla finestra una bella donna gigantesca, con la pelle olivastra e i capelli neri, scendere i gradini della carrozza e gettarsi tra le braccia di Hagrid che la aspettava. Nel frattempo una delegazione di funzionari del Ministero, compreso il Ministro della Magia in persona, veniva alloggiata nel castello. Harry evitò accuratamente ogni contatto con loro. Era sicuro che prima o poi avrebbe dovuto di nuovo rendere conto dell'ultima escursione di silente fuori da Hogwarts. Harry, Ron, Ermione e Ginny non si lasciavano mai. Il bel tempo sembrava prendersi gioco di loro. Harry immaginava come sarebbe stato se Silente non fosse morto e avessero trascorso quel periodo insieme la fine della scuola, gli esami di ginny alle spalle, il sollievo di non avere più compiti, e ora dopo ora rimandava quello che sapeva di dover dire, di dover fare, perché era troppo difficile rinunciare al conforto più dolce. Andavano in infermeria due volte al giorno. Neville era stato dimesso, ma Bill era ancora ricoverato da Madame Pomfrey. Le sue cicatrici non erano migliorate, anzi, ormai somigliava molto a Malocchio Mudi, anche se grazie al cielo possedeva tutti e due gli occhi e le gambe, ma per il resto era lo stesso di sempre. Il solo cambiamento sembrava la nuova smodata passione per le bistecche molto al sangue. «Perciò è una fortuna che sposi me», concluse Flora allegramente, sprimacciandogli i cuscini. «Perché gli inglesi cuociono troppo la carne, lo son predetto». «Dovrò abituarmi all'idea che la sposerà sul serio», sospirò Ginny quella sera, seduta con Harry, Ron e Hermione accanto alla finestra aperta della sala comune a guardare fuori, verso il parco al crepuscolo. «Non è poi così male», commentò Harry. «Brutta però», aggiunse in fretta quando Ginny alzò le sopracciglia e lei fece una risatina. «Beh, immagino che se lo posso portare mamma posso farlo anch'io. È morto qualcun altro che conosciamo» chiese Ronna a Hermione, che stava scorrendo il profeta della sera. Hermione sussultò per la durezza forzata nella sua voce. «No», rispose in tono di rimprovero, ripiegando il giornale, «stanno ancora cercando Piton, ma non c'è traccia». «Naturalmente», sbottò Harry, che si scaldava ogni volta che si toccava l'argomento. «Non troveranno Piton finché non trovano Voldemort, e visto che non ci sono mai riusciti in tutto questo tempo...» Io vado a dormire, sbadigliò Ginny. Non dormo bene da quando... Beh, mi serve un po di sonno. Baciò Harry. Ron distolse ostentatamente lo sguardo, salutò con la mano gli altri due e si diresse verso il dormitorio femminile. Non appena la porta si fu chiusa, Ermione si protese verso Harry con un'espressione assolutamente ermionesca. Harry, ho scoperto una cosa questa mattina in biblioteca. R.A.B., chiese Harry, rizzandosi a sedere. Non era più come in passato quando era emozionato, incuriosito, desideroso di risolvere un mistero. Ora scoprire la verità sull'autentico Orcrux era un compito da portare a termine prima di procedere sul lungo, tortuoso sentiero che si stendeva davanti a lui, il sentiero sul quale lui e Silente si erano incamminati insieme e che ora sapeva di dover percorrere da solo. Potevano esserci ancora fino a quattro Orcrux, e bisognava trovarli ed eliminarli tutti, per poter avere anche solo una possibilità di uccidere Voldemort. Continuava a recitarne i nomi tra sé e sé, come se elencarli potesse avvicinarli alla sua portata: il medaglione, la coppa, il serpente, qualcosa di grifondoro o di corvo nero. Il medaglione, la coppa, il serpente, qualcosa di grifondoro o di corvo nero. Harry si ripeteva questo mantra la sera prima di addormentarsi, e i suoi sogni erano popolati da coppe, medaglioni e oggetti misteriosi che non riusciva a raggiungere, anche se silente gli offriva una scala di corda che si trasformava in un intreccio di serpenti non appena lui cominciava a salire. Aveva mostrato a Ermione il biglietto dentro il medaglione la mattina dopo la morte di Silente, e anche se lei non aveva riconosciuto subito le iniziali come quelle di qualche oscuro mago di cui aveva letto, da allora correva in biblioteca un po' più spesso del necessario per qualcuno che non aveva più compiti. No, rispose lei triste. Ci sto provando, Harry, ma non ho trovato nulla. Ci sono un paio di maghi abbastanza noti con quelle iniziali: Rosalind Antigone Bangs. Rupert Asharud e Brooks Ma non sembra proprio che corrispondano. A giudicare da quel biglietto, la persona che ha rubato l'Orcrux conosceva Voldemort, e non riesco a trovare uno straccio di prove che la Banks o Asharud abbiano mai avuto a che fare con lui. No, veramente si tratta, beh, di Piton. Anche solo pronunciare di nuovo quel nome la rese nervosa. «Cosa hai scoperto?» chiese Harry in tono grave, accasciandosi di nuovo nella poltrona. Beh, è solo che avevo quasi ragione sulla faccenda del principe mezzo sangue. Devi proprio girare il coltello nella piaga, Hermione?» No, no. Harry, non intendevo questo, ribatté subito lei, guardandosi intorno per controllare che nessuno ridiasse. È solo che avevo ragione sul fatto che un tempo quel libro era appartenuto a Aileen Prince, era la madre di Piton.» Non doveva essere proprio una bellezza, osservò Ron. Ermione lo ignorò. Stavo scorrendo il resto dei vecchi numeri della Gazzetta del Profeta e c'era un brevissimo annuncio del matrimonio di Aileen Prince con un uomo di nome Tobias Piton, e poi più tardi un altro che diceva che aveva dato alla luce un. assassino sbottò Harry. «Beh, sì», disse Hermione. «Quindi avevo ragione. Piton doveva essere fiero di essere un mezzo prince, un mezzo principe. Tobias Piton era un babbano, stando a quello che diceva la gazzetta del profeta». «Sì, corrisponde», concordò Harry. Punta sul suo lato puro sangue in modo da farsi amici Lucius Malfoy e tutti gli altri, come Voldemort. Madre puro sangue, padre babbano. Si vergogna della propria ascendenza. Vuole farsi temere usando le arti oscure. Si sceglie un nuovo nome impressionante: Lord Voldemort, Principe mezzosangue. Com'è possibile che sia sfuggito a Silente? Si interruppe e guardò fuori dalla finestra. Non riusciva a non rimuginare sull'ingiustificabile fiducia di Silente in Piton. Ma come Ermione gli aveva appena ricordato senza volerlo, lui, Harry, era stato ingannato allo stesso modo. Nonostante la crescente ferocia di quegli incantesimi scarabocchiati, si era rifiutato di pensare male del ragazzo che era stato così intelligente, che l'aveva tanto aiutato. Aiutato era un pensiero quasi insopportabile ora. Continua a non capire come mai non ti ha denunciato per aver usato quel libro, dichiarò Ron. Doveva aver capito da dove prendevi tutto. Lo sapeva, rispose Harry amareggiato. L'ha capito quando ho usato il sectum sempre. Non ha avuto bisogno della legilimanzia. Forse lo sapeva anche prima, quando Lumacorno continuava a ripetere quanto ero abile in pozioni. Non avrebbe dovuto lasciare il suo vecchio manuale in fondo a quell'armadio, no? Ma perché non ti ha denunciato? Non credo che volesse essere collegato a quel libro, intervenne Hermione. Non penso che Silente avrebbe gradito. E se anche Piton avesse finto che non fosse suo, Lumacorno avrebbe riconosciuto subito la scrittura. Comunque, il manuale è rimasto nella vecchia classe di Piton, e scommetto che Silente sapeva che sua madre si chiamava Prince. Avrei dovuto far vedere il libro a Silente, disse Harry. Lui mi mostrava quanto Voldemort fosse malvagio fin da quando era a scuola e io avevo la prova che anche Piton lo era. Malvagio è una parola forte, mormorò Hermione. Eri tu che continuavi ad avvertirmi che il libro era pericoloso. Harry, voglio dire che ti stai dando colpe eccessive. Io pensavo che il principe avesse un orrendo senso dell'umorismo, ma non avrei mai sospettato che fosse un potenziale assassino. Nessuno di noi avrebbe potuto sospettare che Piton avrebbe. Ecco. Concluse Ron. Calò il silenzio. Ciascuno di loro era smarrito nei propri pensieri. Ma Harry era certo che i suoi amici, come lui, stessero pensando alla mattina dopo, quando Silente sarebbe stato deposto nella tomba. Harry non era mai stato a un funerale. Non c'era stato un corpo da seppellire quando Sirius era morto. Non sapeva che cosa aspettarsi ed era un po' in ansia per quello che avrebbe visto, per quello che avrebbe provato. Si chiese se la morte di Silente gli sarebbe sembrata più vera a funerale concluso. Anche se in alcuni momenti l'orribile verità minacciava di sopraffarlo, c'erano distese vuote di stordimento nelle quali, nonostante il fatto che non si parlasse d'altro in tutto il castello, trovava difficile credere che fosse davvero morto. Non aveva cercato disperatamente una sorta di scappatoia, come con Sirius, un modo per far tornare indietro silente. Cercò nella tasca la fredda catena del falso Orcrux, che portava con sé ovunque, non come talismano, ma come memoria di quanto era costato e di quanto ancora restava da fare. Il giorno dopo si alzò presto per fare i bagagli. L'Hogwarts Express sarebbe partito un'ora dopo il funerale. In sala grande trovò un'atmosfera sommessa. Tutti indossavano vesti da cerimonia e nessuno sembrava avere molta fame. La professoressa McGonagall aveva lasciato vuota la poltrona simile a un trono al centro della tavola degli insegnanti. Anche la sedia di Hagrid era vuota. Harry si disse che forse non era riuscito ad affrontare la colazione. Il posto di Piton, invece, era stato semplicemente occupato da Rufus Scrimgeour. Harry evitò i suoi occhi giallastri che percorrevano la sala ebbe la spiacevole sensazione che stesse cercando proprio lui. Nel seguito di Scrimgeour notò i capelli rossi e gli occhiali cerchiati di corno di Percy Weasley. Ron non diede segno di averlo visto, ma trafisse la sua aringa affumicata con insolita ferocia. Alla tavola di serpeverde verde, Crabbe e Goyle borbottavano tra loro. Corpulenti come erano, sembravano stranamente soli, senza l'alta figura pallida di Malfoy che li strapazzava, Harry non gli aveva dedicato molti pensieri, la sua ostilità era tutta per Piton, ma non aveva dimenticato la paura nella voce di Malfoy in cima a quella torre e nemmeno il fatto che aveva abbassato la bacchetta prima che arrivassero gli altri mangiamorte. Harry non credeva che Malfoy avrebbe ucciso silente, lo disprezzava per la sua infatuazione per le arti oscure, ma ora una minuscola goccia di pietà si mescolava alla sua avversione. Si chiese dove fosse in quel momento e che cosa Voldemort lo stesse costringendo a fare sotto la minaccia di ucciderlo insieme ai genitori. I pensieri di Harry furono interrotti da una gomitata di ginny. La professoressa McGonagall si era alzata e il mormorio funereo nella sala cessò all'istante. È quasi ora, annunciò. Per favore, seguite i direttori delle vostre case nel parco. Grifondoro dietro di me. Si misero in fila dietro le panche in un silenzio quasi perfetto. Harry scorse l'umacorno in testa alla colonna di serpe verde, con una magnifica veste verde smeraldo ricamata d'argento. Non aveva mai visto la professoressa Sprout, direttrice dei Tassofrasso, così pulita. Sul suo cappello non c'era una sola toppa, e quando raggiunsero la sala d'ingresso trovarono Madame Pince in piedi accanto a Filch, lei avvolta in un pesante velo nero che le arrivava alle ginocchia, lui in un antico completo con la cravatta sempre neri e olezzanti di naftalina. Come Harry scoprì uscendo sui gradini di pietra, erano diretti verso il lago. Il calore del sole gli accarezzò il viso, mentre seguivano in silenzio la professoressa McGonagall fino al luogo in cui centinaia di sedie erano state disposte in file ordinate. Al centro si apriva un corridoio. In fondo c'era una tavola di marmo e tutte le sedie erano rivolte da quella parte. Era un magnifico giorno d'estate. Uno straordinario assortimento di persone aveva già preso posto, sciatti ed eleganti, vecchi e giovani. Harry non ne riconobbe la gran parte, ma alcuni sì, compresi i membri dell'ordine della fenice, Kingsley Shacklebolt, malocchio mudi, Tonks dai capelli tornati miracolosamente di un accesissimo rosa. Remus Lupin, mano nella mano con lei, i signori Weasley, Bill sorretto da Fleur e seguito da Fred e George, che indossavano giacche di pelle di drago nera. Poi c'erano Madame Maxime, che occupava da sola due sedie e mezzo, Tom, il padrone del paiolo magico, Arabella Fig, la vicina Maganò di Harry, il bassista capellone dei Weird Sisters. Ernie Botto, autista del nottetempo, Madame Malkin, del negozio di vestiti di Diagon Alley, e alcune persone che Harry conosceva solo di vista, come il barista della testa di porco e la strega che spingeva il carrello dell'Hogwarts Express. C'erano anche i fantasmi del castello, appena visibili alla splendente luce del sole, riconoscibili solo quando si muovevano, tremando evanescenti nell'aria luminosa. Harry, Ron, Ermione e Ginny si sedettero all'estremità di una fila accanto al lago. La gente sussurrava, era come una brezza nell'erba, ma il canto degli uccelli era più sonoro. La folla continuava a crescere. Con un enorme impeto di affetto per entrambi, Harry vide Neville e luna che lo aiutava a sedersi. Soltanto loro di tutto l'Es, avevano risposto all'appello di Hermione la notte in cui Silente era morto. E Harry sapeva perché. Erano quelli a cui l'es mancava di più, probabilmente quelli che controllavano regolarmente la loro moneta nella speranza che ci fosse un'altra riunione. Cornelius Fudge li oltrepassò, diretto alle file davanti, con aria derelitta, rigirando la bombetta verde come al solito. Harry riconobbe poi Rita Skeeter, che osservò con uno scatto d'ira. Aveva un block notes stretto nella mano armata di rossi artigli. E poi, con un sussulto di rabbia ancora peggiore, Dolores Umbridge, che ostentava sul volto da rospo una poco convincente espressione contrita e un fiocco di velluto nero sopra i ricci color ferro. Alla vista del centauro Firenze, che si ergeva come una sentinella al limitare dell'acqua, sussultò e sgattaiolò rapida a distanza di sicurezza. Finalmente tutti i professori si sedettero. Harry vide Scrimgeor grave e austero in prima fila con la professoressa McGonagall. Si chiese se a Scrimgeor o a qualcuna di quelle persone importanti dispiacesse davvero della morte di Silente, ma poi udì una musica, una musica strana, ultraterrena, e guardandosi attorno in cerca della fonte si dimenticò di tutto il resto. Non fu il solo. Molte teste si voltavano, cercavano, un po' nervose. Là dentro! Gli sussurrò Ginny all'orecchio. Li vide nell'acqua verde chiaro illuminata dal sole, pochi centimetri sotto la superficie, e gli ricordarono orrendamente gli inferi. Un coro di sirene e tritoni che cantavano in una lingua incomprensibile, i palli di volti increspati, i capelli violetti che danzavano attorno alle teste. La musica gli fece venire la pelle d'oca, eppure non era sgradevole. Parlava chiaramente di perdita e disperazione. Mentre guardava in basso i volti selvaggi dei cantori, ebbe la sensazione che almeno loro fossero davvero tristi. Poi Ginny gli diede un altro colpetto e lui si voltò. Agrid risaliva lentamente il passaggio tra le sedie, piangeva in silenzio, il volto bagnato di lacrime, e tra le sue braccia, avvolto in un drappo di velluto viola tra punto di stelle dorate, c'era il corpo di Silente. Harry percepì un dolore acuto salirgli alla gola. Per un attimo la strana musica e la consapevolezza che il corpo di Silente era così vicino parvero sottrarre tutto il calore al giorno. Ron era pallido e spaventato. Ginny e Ermione piangevano silenziosamente. Non videro bene ciò che accadde davanti. Agrid doveva aver posato Silente sulla tavola. Si ritirò lungo il corridoio soffiandosi il naso con alti strombettii che attrassero gli sguardi scandalizzati di alcuni presenti, fra cui notò Harry Dolores Sambridge, ma lui sapeva che silente non ci avrebbe badato. Tentò di rivolgere un gesto amichevole a Agrid mentre passava, ma gli occhi del guardacaccia erano così gonfi che c'era da meravigliarsi che sapesse dove metteva i piedi. Harry lanciò un'occhiata alla fila in fondo, dove si dirigeva Agrid, e capì che cosa lo guidava. Laggiù. Vestito con giacca e pantaloni grandi, ciascuno come una piccola tenda, c'era il gigante Grop, il brutto testone roccioso chino, docile, quasi umano. Agrid sedette vicino al suo fratellastro e Grop gli diede una pacca sulla testa, tanto forte da far sprofondare le gambe della sedia nel terreno. Harry ebbe una meravigliosa, momentanea, gran voglia di ridere, ma poi la musica cessò e lui si voltò di nuovo a guardare la scena. Un ometto con i capelli acciuffi e una semplice veste nera si era alzato e stava diritto davanti al corpo di Silente. Harry non riuscì a sentire che cosa diceva. Strane parole fluttuavano fino a loro sopra le centinaia di teste: nobiltà di spirito, contributo intellettuale, grandezza di cuore. Non voleva dire granché. Aveva poco a che fare con il silente che Harry aveva conosciuto. Si ricordò di che cosa intendeva Silente per qualche parola. Imbecille, medusa, scampolo, pizzicotto, e di nuovo dovette trattenere il sorriso. Ma che cosa gli succedeva? Udì un morbido sciacquio alla propria sinistra e vide che i maridi erano affiorati per ascoltare. Ricordò silente rannicchiato sulla riva due anni prima, molto vicino a dove si trovava ora lui, a conversare in maridese con la capomaride. Si domandò dove Silente avesse imparato il maridese. C'erano tante cose che non gli aveva mai chiesto, tante cose che avrebbe dovuto dire. E poi, a sorpresa, gli si riversò addosso la spaventosa verità, assoluta e irreversibile. Silente era morto, se n'era andato. Strinse in mano il freddo medaglione, così forte da farsi male, ma non riuscì a evitare che lacrime bollenti gli scivolassero dagli occhi. Tistorse lo sguardo da Ginny e dagli altri e guardò oltre il lago verso la foresta. Mentre lo metto in nero continuava a declamare monotono. Ci fu un movimento tra gli alberi. Anche i centauri erano venuti a rendere omaggio. Non uscirono allo scoperto, ma Harry li vide immobili, semi nascosti nell'ombra, osservare i maghi, gli archi appesi al fianco. E ricordò la sua prima gita da incubo nella foresta, la prima volta che aveva incontrato la cosa che allora era Voldemort, e come l'aveva affrontato, e come non molto tempo dopo lui e Silente avevano parlato del fatto di combattere una battaglia persa. Era importante, aveva detto Silente, combattere e ancora combattere e continuare a combattere, perché solo così il male poteva essere tenuto a bada, anche se non poteva mai essere completamente sradicato. Harry, seduto sotto il sole caldo, vide con estrema chiarezza come coloro che gli avevano voluto bene si erano messi uno alla volta davanti a lui per proteggerlo, sua madre, suo padre, il suo padrino e infine Silente. Ma ormai era finita. Non poteva permettere a nessun altro di porsi fra lui e Voldemort. Doveva abbandonare per sempre l'illusione che avrebbe dovuto perdere già all'età di un anno, che tra le braccia di un genitore nulla poteva fargli del male. Non c'era modo di svegliarsi dal suo incubo. Nessun conforto nel buio a dirgli che era al sicuro, che era tutto un sogno. L'ultimo e il più grande dei suoi protettori era morto, e lui era più solo di quanto non fosse mai stato. L'ometto in nero aveva smesso di parlare finalmente ed era tornato a sedersi. Harry attese che qualcun altro si alzasse. Si aspettava discorsi, probabilmente dal ministro, ma nessuno si mosse. Poi molte persone urlarono. Bianche fiamme splendenti si erano levate attorno a Silente e alla tavola sulla quale giaceva. Diventarono sempre più alte, nascondendo il corpo. Fumo bianco salì a spirale nell'aria, disegnando strane forme. Harry credette per un istante che gli fermò il cuore di vedere una fenice volare gioiosa nell'azzurro, ma un attimo dopo il fuoco era sparito. Al suo posto c'era una tomba di marmo bianco che racchiudeva il corpo di Silente e la tavola sulla quale aveva riposato. Si levarono ancora alcune grida di spavento quando una pioggia di frecce planò nell'aria per ricadere a una certa distanza dalla folla. Era il tributo dei centauri. Harry li vide voltarsi e sparire di nuovo tra i freschi alberi. Allo stesso modo i maridi si inabissarono nell'acqua verde. Harry guardò Ginny, Ron e Hermione. Il volto di Ron era contratto come se la luce del sole lo accecasse, quello di Ermione era lucido di lacrime, ma Ginny non piangeva più. Incrociò gli occhi di Harry con la stessa espressione dura e ardente di quando lo aveva abbracciato dopo aver vinto la coppa di Quidditch senza di lui. E lui seppe che in quel momento si capivano alla perfezione e che quando lui le avesse detto che cosa avrebbe fatto, non avrebbe detto sta attento o non farlo, ma avrebbe accettato la sua decisione, perché non si sarebbe aspettata da lui niente di meno. E così si preparò a dire quello che doveva da quando silente era morto. Ginny, ascolta. Mormorò pianissimo mentre il brusio cresceva attorno a loro e la gente cominciava ad alzarsi. Non posso più stare con te. Dobbiamo smettere di vederci. Non possiamo stare insieme. Lei chiese con uno strano sorriso storto: È per qualche stupida, nobile ragione, vero? Queste ultime settimane con te sono state come. come la vita di un altro, continuò Harry. Ma io non posso. Noi non possiamo. Devo fare delle cose da solo ora. Lei non pianse, lo guardò negli occhi. Voldemort usa le persone a cui i suoi nemici tengono. Ti ha già usato una volta come esca, e solo perché sei la sorella del mio migliore amico. Pensa a quanto più grande sarà il pericolo che correrai se continuiamo a stare insieme. Lo verrà a sapere, lo scoprirà, cercherà di arrivare a me attraverso di te. E se a me non importasse? ribatté Ginny con forza. Importa a me rispose Harry. Come credi che mi sentirei se questo fosse il tuo funerale e fosse colpa mia? Lei distolse lo sguardo per fissare il lago. Io non ho mai davvero rinunciato a te disse. Mai ho sempre sperato. Ermione mi ha detto di vivere la mia vita, magari di stare con altri, di lasciarti perdere per un po', perché non riuscivo a spiccicare parola se c'eri tu nella stessa stanza. Ti ricordi? E lei pensava che forse mi avresti notato di più se io fossi stata un po più me stessa. Astuta quell'Ermione! Harry cercò di sorridere. Vorrei solo averti chiesto di stare con me prima. Avremmo avuto un sacco di tempo, mesi, forse anni. Ma tu eri troppo occupato a salvare il mondo magico, lo interruppe Ginny con una mezza risata. Beh... Non posso dire di essere sorpresa. Sapevo che sarebbe successo alla fine. Sapevo che non saresti stato contento se non fossi andato a caccia di Voldemort. Forse è per questo che mi piaci tanto. Harry non sopportava quelle parole e temeva di non riuscire a mantenere la risoluzione presa se fosse rimasto seduto accanto a lei. Vide Ron, con le lacrime che gli colavano dalla punta del lungo naso, stringere a sé Hermione e accarezzarle i capelli mentre lei gli singhiozzava contro la spalla. Carico di infelicità, Harry si alzò, voltò le spalle a Ginny e alla tomba di Silente e andò a camminare sulla riva del lago. Muoversi gli sembrava molto più sopportabile che restare seduto, come partire al più presto per scovare gli Orcrux e uccidere Voldemort sarebbe stato meglio che aspettare. Harry! si voltò. Rufus Scrimgeor zoppicava rapido verso di lui, appoggiandosi al bastone da passeggio. Speravo di scambiare due parole. Ti dispiace se ti accompagno per un po'? No, rispose Harry indifferente e riprese a camminare. Harry, è stata una tragedia terribile, mormorò Scrimgeor. Non so dirti quanto mi ha sconvolto quando l'ho saputo. Silente era un mago grandissimo. Abbiamo avuto i nostri dissapori, certo, ma nessuno sa meglio di me. Che cosa vuole? gli chiese Harry in tono piatto. Scrimjor sembrò irritato, ma come già una volta esibì un'aria comprensiva e contrita. Naturalmente sei devastato, disse. So che eri molto vicino a Silente. Credo che tu sia stato il suo allievo preferito di tutti i tempi. Il legame tra voi due. Che cosa vuole? ripeté Harry arrestandosi. Anche Scrimjor si fermò, si appoggiò al bastone e fissò Harry con espressione ora astuta. Si dice che eri con lui la notte che morì. Chi lo dice? chiese Harry. Qualcuno ha inflitto uno stupeficium a un mangiamorte sulla cima della torre dopo la morte di Silente. C'erano anche due scope lassù. Il ministero sa fare due più due, Harry. Sono lieto di sentirlo, rispose Harry. Beh, dove sono andato con Silente cosa abbiamo fatto sono affari miei. Non voleva che lo si sapesse. Una lealtà ammirevole commentò Scringeor, trattenendo a stento la rabbia. Ma Silente non c'è più, Harry, non c'è più. Avrà veramente lasciato la scuola solo quando non ci sarà più nessuno che gli sia fedele, ribatté Harry, sorridendo suo malgrado. Mio caro ragazzo, nemmeno Silente può tornare da... Non sto dicendo che tornerà, lei non può capire, ma io non ho niente da dirle. Scringeor esitò, poi insistette in quello che doveva essere un tono delicato. Il Ministero può offrirti ogni genere di protezione, Harry. Sarei felice di porre un paio di Auror al tuo servizio. Harry rise. Voldemort vuole uccidermi personalmente e non saranno gli Auror a fermarlo. Quindi le sono grato per l'offerta, ma no, grazie. Quindi, incalzò Scrimjor ora freddo, la richiesta che ti ho fatto a Natale... Quale richiesta? Ah già, dire al mondo intero che gran bel lavoro state facendo in cambio di per sollevare il morale di tutti, sbottò Scrimjor. Harry lo osservò per un momento. Avete già rilasciato stenti la corto? Scrimjor diventò di un brutto viola che ricordava molto zio Vernon. Vedo che sei... L'uomo di silente fino in fondo, concluse Harry. Proprio così. Scrimgeour lo guardò torvo per un altro istante, poi si voltò e se ne andò soppicando, senza aggiungere altro. Harry vide persi e il resto della delegazione del ministero che lo aspettavano, guardando nervosamente Agri in singhiozzi e Grop ancora seduti al loro posto. Ron e Hermione, che stavano correndo verso di lui, incrociarono Scrimgeour. Harry si voltò e continuò a camminare lentamente, aspettando che lo raggiungessero. Cosa che fecero all'ombra di una betulla sotto la quale si erano seduti in tempi più lieti. Che cosa voleva Scrymgeor? sussurrò Ermione. La stessa cosa che voleva a Natale, rispose Harry con un'alzata di spalle. Che gli desse informazioni su Silente e che fossi il nuovo ragazzo-immagine del ministero. Ron parve lottare con se stesso per un attimo. Poi gridò a Ermione: Senti, io torno indietro a picchiare Persi. No! ribatté lei decisa, afferrandolo per un braccio. Mi farà sentire meglio, Harry rise, perfino Hermione abbozzò un sorriso che però svanì quando alzò lo sguardo verso il castello. Non sopporto l'idea che potremmo non tornare mai più, mormorò con dolcezza. Come può Hogwarts essere chiusa? Forse non lo sarà, obiettò Ron. Non siamo più in pericolo qui che a casa, no? Ogni posto è lo stesso ormai. Direi che Hogwarts è più sicura, ci sono più maghi dentro a difenderla. Che cosa ne pensi, Harry? Anche se riaprisse io non tornerò, dichiarò Harry. Ron lo guardò a bocca aperta, ma Ermione replicò triste. Lo sapevo. Ma allora che cosa farai? Tornerò ancora una volta dai Darsley, perché Silente voleva che lo facessi. Ma sarà una visita breve e poi me ne andrò per sempre. Ma dove andrai se non tornerai a scuola? Pensavo di tornare a Godric Solo, borbottò Harry. Aveva in testa quell'idea dalla notte della morte di Silente. Per me è cominciato lì tutto quanto. Ho come la sensazione di doverci andare e posso far visita alle tombe dei miei genitori. Mi piacerebbe. E poi? chiese Ron. Poi devo rintracciare gli altri Orcrux. continuò Harry, lo sguardo fisso sulla tomba bianca di Silente, riflessa nell'acqua dall'altra parte del lago. È quello che voleva da me. È per questo che mi ha detto della loro esistenza. Se Silenti aveva ragione, e sono sicuro che è così, ce ne sono ancora quattro. Devo trovarli e distruggerli, e poi devo cercare il settimo frammento dell'anima di Voldemort, quello che si trova ancora nel suo corpo. Sarò io a ucciderlo, e se incontrerò Severus Piton sul mio cammino, aggiunse, meglio per me e peggio per lui. Calò un lungo silenzio. La folla ormai si era quasi dispersa e gli ultimi rimasti stavano bene attenti a girare alla larga dalla monumentale sagoma di Grop che coccolava Agrid, i cui ululati di dolore echeggiavano ancora nell'aria. Noi ci saremo, Harry, annunciò Ron. Cosa? A casa dei tuoi zii, e poi verremo con te ovunque tu vada. No. Rispose Harry rapido, non l'aveva previsto, pensava che avessero capito che intendeva affrontare da solo quel pericolosissimo viaggio. Ce l'hai già detto una volta, sussurrò Hermione, che c'era tutto il tempo per tornare indietro se avessimo voluto. Il tempo l'abbiamo avuto, no? Siamo con te qualunque cosa accada, ribadì Ron. Però amico, devi venire a casa mia prima di tutto, prima ancora che andiamo a Godric's Hollow, perché le nozze di Bill e Fleur, no? Harry lo guardò esterrefatto. L'idea che potesse ancora esistere una cosa normale come un matrimonio era incredibile eppure meravigliosa. Già, non dobbiamo perdercelo, disse infine. Le sue mani si chiusero meccanicamente attorno al falso Horcrux. Ma nonostante tutto, nonostante il sentiero buio e tortuoso che vedeva dipanarsi davanti a lui, nonostante l'incontro finale con Voldemort che doveva accadere di lì a un mese, un anno o dieci, si sentì il cuore leggero all'idea che restava ancora un ultimo giorno dorato di pace da assaporare con Ron e Ermione. Harry Potter e il principe mezzo sangue di J.K. Rowling è stato narrato da Francesco Pannofino. La traduzione del libro è a cura di Beatrice Masini. Copyright Testo J.K. Rowling 2005. Copyright Edizione Italiana Adriano Salani Editore SPA 2006. Copyright registrazione audio Pottermore 2017. Edizione Italiana a cura di Stefano Bartezzaghi. Edizione audiolibro digitale registrata in Italia da Audible e pubblicata da Pottermore from J.K. Rowling. Pottermore è un sito di intrattenimento digitale news ed e-commerce creato da J.K. Rowling. È ispirato ai suoi libri di Harry Potter e più in generale al mondo della magia. Pottermore è il luogo di intrattenimento perfetto per i fan di Harry Potter. Qui potrai scoprire di più sul tanto amato mondo della magia attraverso prodotti quali e-book, audiolibri digitali e molto altro. Harry Potter Characters, Names and Related Indisha are trademarks and copyright of Warner Brothers Entertainment